Tu Paolo no, non c'è la aprire i termini Vai. fai quello che era. Bene, eh, buongiorno a tutti. Scusate il piccolo ritardo, ma eh, abbiamo dato modo a tutti di, in, di, di arrivare e sappiamo che ci, sono, ci saranno parecchie persone che ci vedranno. Poi in, in registrazione, e quindi attenti a quello che dite, <ride> no, scusate, ovviamente un piccolo scherzo, ma eh, il convegno di oggi eh, ha l'obiettivo di presentare soprattutto eh, i risultati che abbiamo ottenuto nel progetto Benelat, eh, che eh, è stato, adesso io parlo, ma è, è stato diretto dal collega professor Paolo Agnone-Marsan, che è lì eh, appunto tra il pubblico, e aveva lo scopo di realizzare degli interventi eh, di varia natura, abbiamo definito brevi e lungo termine, per il miglioramento del benessere, dell'efficienza, della qualità delle produzioni dei bovini da latte in Lombardia, perché è un progetto eh, finanziato dalla Regione Lombardia. E questo è l'evento conclusivo al quale però abbiamo eh, voluto, eh, diciamo, Invitare anche altri eh, colleghi che si sono occupati di, questo, eh, di questi aspetti, che si occupano di questi aspetti, a tutto tondo. Come vedete, eh, abbiamo eh, nell'ambito appunto del progetto eh, inserito tutte le parole chiavi, manca la genetica qua, ma in realtà la genetica è quella che ha tracciato un po' tutte le attività che abbiamo fatto. Applicata però a, eh, alle nuove tecnologie e al fatto che per migliorare l'efficienza eh, riteniamo che ci debba essere una maggiore integrazione eh, tra tutte le eh, attività. Eh, la, la, il convegno è diviso in due momenti: oggi pomeriggio e domani, quindi eh, vi invito a proseguire eh, a seguire i lavori. E, eh, abbiamo anche eh, il dottor Alessandro Fantini che tutti conosciamo come il direttore di Ruminanzia, che ci aiuta a eh, divulgare i, in tutta la comunità italiana, direi che eh, è un aiuto prezioso per moltissimi e che ci accompagnerà appunto nelle eh, nell attività di queste giornate. E quindi a lui cedo la parola per, eh, appunto per iniziare i lavori e poi per eh, invitare i vari relatori. Grazie. Grazie a voi dell'invito eh, che ho accettato volentieri perché effettivamente è un convegno molto stimolante. Sembra slegato, no? al di là del progetto, sono tutti argomenti, però conoscendo quella che era la realtà dell'allevamento della, della bovina da latte italiana sono i temi caldi, quelli che poi hanno una ricaduta concreta sul mondo produttivo importante. Per cui possiamo io secondo me iniziare. Eh, le giornate, come ha detto... Professor Trevisi, sono, sono due, eh, cerchiamo di rimanere nei tempi assegnati, anche se insomma, visto che le la, fi, dovrebbe finire alle 17:15, insomma, qualche minuto lo possiamo anche slittare in un'auspicabile discussione, che penso sia la parte più importante. Io mi sento di perdere due minuti su questo. A volte ai, nei convegni si dice: ci sono domande, ma mh, negli ultimi anni. Mh, Vedo che pochi hanno voglia di fare le domande, ma molti hanno voglia di fare un piccolo intervento per dire anche un po' la propria opinione. Quindi, secondo me, in un convegno del genere, questa miscellanea di, 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 di approfondimenti, se c'è qualcuno che vuole puntualizzare molto brevemente un argomento attinente a questo che è il convegno, secondo me può abbondantemente sostituire la domanda. E, niente, do la parola allora al professor Martino Cassandro dell'Associazione anche dell'associazione allevatori della Frisona Bruna e Jersey, Anafi BJ, ma comunque insomma, lo conosciamo molto e soprattutto come professore dell'Università di Padova. E il tema interessante è la selezione olistica del bovino da latte. Questa parola olistica per anni è stata diciamo, relegata un po' a, a, a un essere priva di significato, mentre secondo me l'approccio olistico rappresenta un po' forse il substrato culturale, il background culturale, diciamo, del, del nostro paese e forse anche di tutta l'Asia e, e di tutto ciò che è al di là diciamo del mondo occidentale. Grazie Martino grazie Alessandro, ringrazio anch'io gli organizzatori di questo evento molto interessante. Ringrazio ovviamente la regione Lombardia che ha finanziato un progetto che oggi. Anche come associazione di bovini da latte eh, guarderemo con molta attenzione per trarre i più interessanti anche aspetti applicativi. Per cui oggi non è solo una presentazione di, di quello che in Anafi BJ stiamo portando avanti, ma anche un ascolto di quello che potremmo di fatto trasferire da questa, da questa vostra esperienza. Selezione olistica dei bovini da latte, un po' la, come dire, la traccia di questa prima presentazione, quindi abbiamo tre di fatto tematiche, parole. La prima è quella del bovino da latte, molto semplice, questo è il migliore animale in Italia che abbiamo, è stato recentemente punteggiato a 97 punti, voi dovete sapere che i morfologisti si dilettano a valutare questi animali su una scala da 0 a 100. Non esiste nessun animale in Italia che, supera, che abbia superato questo punteggio e questa bovina si chiama Incapi, è molto famosa diciamo, tra gli allevatori, eh, vive e viene allevata in Piemonte, ha vinto recentemente il Dairy Show a, a Verona. Ed è un animale che rappresenta il bovino da latte che abbiamo oggi, selezionato per tutta una serie di caratteristiche che poi andremo anche a valutare. Quindi del tema che riguarda l'inizio di questo evento mi pare molto semplice ricordare e capire che cos'è questo bovino da latte. È un mammifero, produce uno dei prodotti di origine animale più diciamo, completi e ci dà soprattutto la possibilità di trasformare questa materia prima in innumerevoli prodotti caseari che poi l'Italia si freggia di poter come dire, eh, valorizzare in tutto il territorio non solo nazionale, europeo ma anche mondiale. L'altro argomento di oggi è come coniughiamo questa bovina da latte nell'ambito della selezione. La selezione per chi ha poca dimestichezza in altri termini vuol dire scelta, scelta di soggetti all'interno di un gruppo o di una popolazione che può essere anche molto vasto. Quello che ci riguarda per, per quanto concerne la, i bovini di razza frisona, che era l'animale che abbiamo visto prima, eh, parliamo di più di milione e 1.100.000 capi in lattazione. Se poi consideriamo anche gli animali in fase di allevamento e rimonta, possiamo anche come dire, superare di molto questa, questa dimensione. Animali che vengono scelti eh, dagli allevatori dei centri di FA grazie a una serie di servizi e di attività di fornitura di indici genetici, una volta ancora oggi, ma sempre più sostituiti da quelli genomici per individuare e migliorare gli animali nel tempo. La selezione la possiamo distinguere in tre diverse tipologie. Attualmente le associazioni di razza, ma un po' tutto il mondo, stanno utilizzando prevalentemente la selezione direzionale, cioè la prima di queste tre che vedete rappresentata. Ovvero sì, andiamo a scartare, vedete l'area più grigia. Gli animali che si trovano nella coda dei minus varianti, quelli che ci interessano di meno per alcune caratteristiche e di conseguenza andiamo a riprodurre gli animali che presentano le caratteristiche di interesse migliori. In questo modo spostiamo, vedete, in avanti la base della nostra popolazione e andiamo a migliorare per quelle caratteristiche. Quindi di fatto stiamo utilizzando una selezione direzionale che ha portato a risultati molto interessanti e molto importanti nel corso, direi, degli ultimi 40-50 anni. Però dobbiamo ricordare che, e probabilmente in futuro potremo anche utilizzare, esistono altre due tipologie di selezione, quella stabilizzante, ovvero sia mantenere delle caratteristiche, e quindi andiamo a scartare gli estremi, i minus e i plus varianti di una distribuzione norma, normale e manteniamo quella stessa caratteristica che riteniamo idonea, adeguata. Quindi la media non cambia, la manteniamo e la perseguiamo. Una terza eh, tipologia di selezione è quella divergente, ovvero sia eh, la situazione opposta al secondo esempio. Andiamo a scartare gli animali intermedi e andiamo a selezionare e riprodurre invece quelli che si trovano agli estremi, perché abbiamo interesse, potrebbe esserci, di eh, valorizzare nelle generazioni future gli animali che si trovano nelle code di questa distribuzione normale. Quella di cui vi parlerò io oggi e anche quella su cui effettivamente abbiamo ottenuto i risultati che in parte vi presenterò, ovviamente è la selezione direzionale, quindi la prima delle tre. I risultati sono questi. Ovviamente io oggi vi presento anche in modo un po' informale le attività dell'associazione, con qualche riferimento scientifico, ma direi anche più di tipo divulgativo. Nella, nella prima colonna, vedete, mi sono andato a cercare all'interno delle associazioni quali sono state le campionesse della Nazionale Frisona. Che è un po' l'evento diciamo culmine di ogni anno di attività di questa associazione. E nel 69 e nel 72 hanno vinto questi due animali che vedete, eh, fotografati. E dopo 50 anni di selezione per varie caratteristiche, gli animali che invece hanno vinto l'ultima nazionale, questa Dotti Silver Panda e, e l'altro animale che abbiamo presentato prima, lo ritrovate qui sotto: l'Incapi. Eh, ha vinto invece il Dairy Show, sono le due manifestazioni più importanti, vedete quale cambiamento anche di natura morfologica e, e sicuramente anche produttiva hanno avuto questi soggetti, grazie alla selezione direzionale che dicevamo prima. 50 anni di attività, di scelte continue che hanno portato a animali quasi completamente diversi, mantengono solo il colore del mantello ma da un punto di vista metabolico, da un punto di vista produttivo da un punto di vista funzionale e riproduttivo, hanno subito delle forti evoluzioni. Il terzo termine di questa presentazione, come diceva Alessandro, è un termine che vorremmo riempire diciamo, da questo vuoto che l'ha contraddistinto un po' negli anni, ovvero sia l'olismo. Che cos'è l'olismo? È un termine, potremmo usarne un altro. Eh? Un altro termine che a me piace potrebbe anche in parte sostituirlo. È smart, ovvero sia un approccio, chiamiamolo intelligente, innovativo, completo. Usiamo oggi comunque olismo per dire che abbiamo necessità oggigiorno di avere un approccio globale. Molto spesso Grazie anche a una selezione direzionale, grazie anche a una formazione culturale, anche universitaria, comunque molto specializzata, abbiamo un po' perso, proprio per questa estrema specializzazione che ognuno di noi ha in vari ambiti, abbiamo perso la capacità di avere il quadro d'insieme. E questo quadro d'insieme se ci viene meno, soprattutto quando ci troviamo a direzionare le nostre scelte o a coordinare una popolazione come deve fare un'associazione nazionale di razza, rischiamo di, di perdere i veri obiettivi, i veri traguardi da, da raggiungere. E più ci lavoro e più approfondisco il termine olismo, più mi rendo conto il sistema delle produzioni animali in senso lato, non solo quello del bovino da latte, io vi parlerò di questo per oggi, è già un sistema complesso e articolato, è un sistema olistico. Lo è già perché nel corso degli anni, eh, uso volentieri questa slide, vi fa capire soprattutto i più giovani, i più vecchi sicuramente l'hanno vissuta questa evoluzione, i più giovani eh, possono capire perché oggi parliamo di una zootecnia, sentiamo il termine no? in versione informatica 4.0 e che è appena avviata, ma deriva da versioni zootecniche precedenti, una versione 1.0 che potremmo definire nata, avviata negli anni 70, con l'introduzione della meccanizzazione. Allora negli allevamenti disporre di impianti di mungitura, magari erano gli impianti a secchio, o ridurre il lavoro manuale per la pulizia delle, delle stalle eh, e quindi i raschiatori e la meccanizzazione dei reflui erano, diciamo, le tecnologie più evolute di allora. Per poi passare negli anni 90, facciamo salti di 20 anni, quindi capirete anche in mezzo c'è stata comunque un fermento, un'attività molto intensa, una zootecnia più intensiva che ancora oggi esiste, in cui sono migliorate le infrastrutture, eh, dalla foto potete intuire una sala di mungitura a giostra, per esempio, rispetto alla mungitura a secchio. C'è stato un forte miglioramento della nutrizione, la nutrizione allora era molto più importante anche dell'approccio dell genetico o genomico che sia. C'era stato l'inizio dell'attività di selezione utilizzando metodologie blapp, allora si parlava e quindi i primi indici BLAP che tenevano conto anche di un pedigree e di una parentela tra tutti gli animali, e un forte impegno da parte di tutti in una raccolta dati sempre più di capillare e diffusa nel territorio. Oggi, anno 2022, siamo in mezzo, vedete, tra la tecnologia che potremmo definire una zootecnia di precisione e una zootecnia olistica, che è quella che cercheremo di raggiungere prossimamente, una zootecnia di precisione che ormai vede la robotizzazione della, di varie fasi dell'allevamento, non per ultima appunto la mungitura ma anche l'alimentazione degli animali. Una genomica che ha di fatto soppiantato un progeni test, di fatto riusciamo ad avere un indice degli animali senza, soprattutto dei maschi senza attendere le produzioni delle figlie. Grazie alla quantificazione degli effetti dei marcatori e degli SNP che andiamo a, a individuare con la genotipizzazione, disponiamo di archivi sempre più numerosi, ormai parliamo di big data, su cui dobbiamo trarre informazioni e considerazioni, e poi andiamo ora, in questi anni, a discutere sul dosaggio degli input per ridurre e avere un impatto ambientale ridotto. La proteina, faccio un esempio classico, la proteina nella razione si doveva massimizzare il più possibile negli anni della zootecnia intensiva. Oggigiorno invece abbiamo capito e stiamo lavorando per cercare di trovare l'ottimo in questo diciamo, principio nutritivo per, per alimentare al meglio l'animale. La zootecnia olistica è dietro l'angolo, è una sorta di zootecnia che raccoglie tutte le esperienze fatte in passato. E introduce elementi innovativi come potrebbe essere lo studio del microbioma ruminale o l'ontologia dei fenotipi. Questo è un argomento un po' trascurato, ve lo cito solo per dirvi che meriterebbe molta più attenzione. Oggi disponiamo della stessa o fenotipo, lo disponiamo sotto migliaia di forme, centinaia di diverse forme di misurazione. Facciamo l'esempio del latte. Il latte può essere misurato una volta al mese per poi derivare una lattazione o per stimare una produzione giornaliera, magari utilizzando una sola mungitura e non tutte le mungiture di un giorno e così via, solo per farvi intuire come sarebbe opportuno codificare e quindi avere un approccio ontologico di tutti i fenotipi che misurano un solo carattere, in questo caso produzione di latte. Oppure parliamo in modo molto più semplice, parliamo di sostenibilità, ma come si misura la sostenibilità? Ne abbiamo decine e centinaia di modalità per poter misurare questa sostenibilità. Poi abbiamo l'intelligenza artificiale, una zootecnia digitale, dei sistemi gestionali just it, cioè l'allevatore vorrebbe subito la risposta dopo aver raccolto i dati. Abbiamo delle piattaforme condivise dei dati, un esempio è il progetto LEO che l'Associazione Italiana Allevatori sta mettendo a disposizione. E poi oggi vi introduco, mi soffermerò un po' di più su questo nuovo approccio che dovrebbe aiutarci a realizzare questa zootecnia olistica. Un approccio che deriva da altri settori, non da quello zootecnico, che si chiama Community Capital Framework ovvero sia una sorta di eh, piattaforma o di sistema che va a misurare i benefici, i beni, i capitali di una comunità. Una comunità che non deve essere solo quella degli allevatori e quella degli zootecnici, ma una comunità completa, diciamo più, più ampia possibile. Perché l'allevamento, come vi dicevo prima, può essere considerata già una, una realtà olistica? Perché, se ci pensate bene, eh, un allevatore e chi si occupa ad aiutare anche l'allevatore, il nutrizionista, il genetista, qualunque figura, anche tecnica e anche commerciale, deve affrontare tutte queste problematiche che io vi sto sintetizzando in questa slide. Si deve occupare di agronomia, soprattutto negli allevamenti bovini da latte deve avere anche un, una campagna, un terreno da coltivare. Ovviamente deve avere esperienze zootecniche, deve avere delle infrastrutture adeguate, delle attrezzature sempre più moderne, deve gestire del personale, deve tener conto delle nuove esigenze e dei nuovi bisogni che la società chiede. Una gestione e un'organizzazione del lavoro, perché non può andare in modo casuale a gestire tutte queste risorse. Deve tener conto dell'economia aziendale e dei mercati che ci sono attorno a lui e anche nel mondo, e poi si deve occupare anche di selezione animale. Quindi deve essere esperto di tantissime diciamo, attività, competenze e settori, e quindi di fatto già seppur aiutandosi da, con collaboratori e con varie figure che possono essere presenti in un allevamento, deve avere un approccio olistico, completo, globale. Nel fare selezione deve comunque presupporre una definizione di un obiettivo e questo obiettivo ovviamente deve essere chiaro, ben definito. E per scendere ora in una storia, diciamo, degli obiettivi legati alla, alla popolazione frisone italiana, in Italia vedete qual è stata l'evoluzione. Negli anni 86 c'era solo l'indice produzione, si selezionava per la produzione di latte. Poi via via negli anni si è arrivati a definire un indice sempre più complesso che qui viene anche sintetizzato in tre ambiti, produzione, conformazione e funzionalità, in cui gli animali vengono selezionati per obiettivi sempre più completi, sempre più olistici. Ma l'indice olistico quale dovrebbe essere? Dovrebbe tener conto non solo delle esigenze dell'allevatore, di chi produce e di chi alleva un animale, ma anche delle esigenze di chi sta poi a valle di chi produce, ovvero sia chi trasforma, chi commercializza e chi consuma. Per dirvi che questa sfida non è una sfida solo a livello nazionale ma è anche nel mondo, qui avete uno spaccato anche di qual è stata l'evoluzione molto simile tra l'altro in tutti i paesi a livello mondiale di interesse legato alla razza frisona in termini di evoluzione degli obiettivi. Chi più, chi meno vedete che da una barra quasi completamente blu, solo produzione o morfologia, blu e rossa, oggigiorno, negli anni 90, oggigiorno nel 2021, tutti i paesi stanno coniugando e stanno eh, trovando obiettivi di selezione sempre più complessi, quindi produzione, morfologia e funzionalità. Come tradurre concretamente un approccio olistico nel settore della selezione? Bene, oggi ehm, vi presento un approccio che stiamo adottando nell'associazione Anafi BJ, quindi vi presento un po' la frontiera della nostra attività. Non abbiamo di fatto già dei risultati perché stiamo adottando un approccio di questo genere, però vi vorrei rendere, diciamo, o condividere meglio, questo approccio che si basa su una metodologia che vedete è tipica del settore della sociologia, questo Community Capital Framework. Noi dalla sociologia possiamo imparare come gestire e come individuare i beni e le risorse di una comunità. Perché l'allevatore e un'associazione allevatori deve sempre più rispondere alle esigenze di una comunità sempre più esigente e sempre più come dire, interessata a conoscere quello che consuma. Questo CCF, o questo metodo, è un metodo, di fatto, uno strumento che vorremmo applicare e che ci permetterà di eh, affrontare in modo sistemico, quindi in maniera olistica, quali saranno gli obiettivi del futuro. Per semplificarvelo, uh, questo metodo CCF tiene in considerazione sette forme del capitale comunitario, non inteso come comunità europea, eh, inteso come comunità, inteso come socialità. Ci sono sette forme che dovremmo tenere in considerazione e misurare e valutare. Un capitale naturale, le risorse naturali, un capitale culturale, sempre da migliorare ovviamente, un capitale umano, uno sociale, uno politico, uno finanziario e uno cosiddetto costruttivo che rappresenterebbe le infrastrutture e le strutture che abbiamo. Ognuno di questi sette ambiti raccoglie dei beni, dei servizi, dei bisogni che la società sta chiedendo anche agli allevatori, sotto varie forme. Benessere animale, qualità degli alimenti, sicurezza alimentare sostenibilità delle produzioni e così via. Sulla base di questo approccio eh, ci sono vari lavori scientifici nel settore della sociologia che vanno a declinare queste sette forme che noi vorremmo misurare anche nel settore zootecnico. E come vedete, adesso non è il caso di star qui a, a scendere nei dettagli specifici, però potete capire che ognuno di questi sette beni o di se, questi sette capitali hanno una loro misurazione, una loro declinazione. E l'obiettivo che noi adesso ci stiamo ponendo è quello di tradurli anche nel settore zootecnico e misurarli anche nel settore zootecnico. Per poi arrivare a un concetto finale, un obiettivo finale più complesso di quello che oggi abbiamo, che è un indice olistico che terrà conto di questi sette capitali, di questi sette beni che la società chiede e che avranno dei pesi diversi, questo è un esempio, quello che vi sto presentando, in cui vedete per esempio il capitale naturale, le risorse naturali possono avere un peso superiore al capitale politico, 26% rispetto a un 7%. Ovviamente i pesi che dovranno essere attribuiti saranno frutto, di indagini, analisi, confronti, definizioni, approfondimenti con tutti gli stakeholder che gravitano attorno al mondo allevatoriale. Detto questo, scendiamo un po' a terra, se questa è un po' la visione futura per adottare un approccio olistico, non è solo l'uso di una parola, ma è come si diceva all'inizio, trovare il contenuto di questo termine complesso, oggi quello che noi possiamo dire è che nell'associazione, ma in tutte le associazioni di razza, questa evoluzione che vedete rappresentata si è di fatto realizzata. Negli anni 70 le associazioni dovevano curare solo gli interessi dei produttori e quindi bastava migliorare la quantità di latte e magari la qualità in termini di percentuale di grasso e di proteina. Poi, negli anni 90, vedete che gli obiettivi si sono complicati e questi obiettivi sono diventati legati non solo a soddisfare le esigenze dei produttori, ma anche degli animali. E quindi, oltre alla quantità e qualità del latte, era importante anche, ancora oggi lo è, migliorare la longevità degli animali, la fertilità e la funzionalità in generale. Già oggi negli ultimi incontri tecnici, nelle ultime assemblee anche con tutti gli allevatori soci della Nafi BJ, ma anche a livello internazionale, parliamo che dobbiamo soddisfare le esigenze non solo dei produttori degli animali ma anche dei consumatori e quindi qui vedete l'obiettivo è diventata la sostenibilità, una sostenibilità sociale, una sostenibilità economica e una sostenibilità ambientale. Domani, con l'approccio olistico, noi dovremo saper fare tutto questo e in più aggiungere, io qui vi riporto i famosi 17 obiettivi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito da qui al 2030, che ognuno, ogni settore, ognuno di noi dovrà raggiungere. Quindi preservare le risorse naturali, l'acqua, l'aria, il suolo, l'energia la salute umana, la riduzione dei farmaci, tutti esempi concreti su cui si sta lavorando anche nel miglioramento genetico, e la selezione per l'interazione genotipo ambiente e per gli alleli che ci interessano di più. Tutto questo è zootecnia di precisione che si trasforma in zootecnia olistica e la dovremo raggiungere. Chi la raggiungerà per primo avrà un maggiore successo, un maggior vantaggio, un maggior guadagno. Come si realizza questo nel mondo allevatoriale? Si realizza con uno schema di questo genere. C'è un'associazione italiana allevatori che riceve delle deleghe dall'associazione nazionale di razza. Questa associazione italiana allevatori tramite le ARA, le associazioni regionali, raccoglie i dati. In questo momento hanno un progetto molto ambizioso che si chiama LEO. È una piattaforma open data che raccoglie innumerevoli informazioni, parte di queste le sentirete parlare anche nelle relazioni successive, crea un big data di fatto, un database zootecnico che poi viene messo a disposizione per chi fa consulenza aziendale e programmi di miglioramento genetico come la NAFI-BJ Il tutto è stato dovuto, regolamentato da un decreto che è entrato in vigore quattro anni fa e che ha rivoluzionato il sistema. Questo decreto legislativo 52 del 2018. Prima il sistema era articolato in modo diverso. Gli attori erano gli stessi, ma c'era un'organizzazione diversa. Cosa stiamo facendo in ANAFI-BJ? Stiamo cercando di raccogliere più informazioni possibile per raggiungere questi obiettivi ambiziosi di cui vi discutevo, vi accennavo prima. Quindi. Stiamo raccogliendo informazioni sulla salute, sul benessere animale e sull'impatto ambientale, utilizzando attrezzature automatizzate, aziende disponibili a raccogliere queste informazioni e laboratori diciamo, innovativi che possano fare controlli funzionali sempre più diciamo, evoluti. Che cosa sta producendo tutto questo? Sta producendo dei nuovi indici genetici e genomici. Uno degli indici che risulta più innovativo e che è stato deliberato a dicembre scorso e ad aprile di quest'anno, quindi eh, il mese scorso ufficializzato, è l'indice eh, stress da caldo. Oggi abbiamo a disposizione un indice che ci permette di misurare di fatto la capacità di una bovina, salto qualche slide, nel resistere a queste ondate di calore che sono sempre più frequenti. Ne abbiamo passato una settimana scorsa e nonostante gli allevatori cerchino di eh, contenere queste problematiche condizionando l'ambiente dell'allevamento, e, e lo stanno facendo in modo molto adeguato, gli animali comunque soffrono durante l'anno eh, questi aumenti repentini di cambio di temperatura e di umidità. Quello che l'associazione ha messo a disposizione è un indice chiamato IHT, è una sorta di sigla palindroma, perché è l'inverso dell'indice fenotipico che viene misurato, il THI, ovvero sia l'indice temperatura e umidità e che potete vedere espresso in un grafico di questo genere, in cui all'aumentare di questo indice l'animale a un certo punto, oltre un valore soglia, ha un crollo dovuto a un'incapacità di resistere a questo aumento di temperatura e umidità. E quindi le sue prestazioni si riducono. Una delle prime prestazioni che si riduce è la fertilità, poi c'è la produzione e alla fine c'è il mantenimento. Ovviamente, se arriviamo a questo terzo livello di incapacità di sopperire a questo stress, l'animale rischia di, di avere grosse difficoltà di sopravvivenza. Gli allevatori di razza frisona, da aprile di quest'anno, sono gli unici allevatori di razza frisona in Europa, i secondi nel mondo, perché esiste solo un indice simile in Australia negli altri paesi ci stanno lavorando, ma non hanno ancora a disposizione, hanno a disposizione questo IHT o indice di stress da caldo e come potete osservare, nella classica scala che utilizziamo nella valutazione degli indici, utilizziamo una scala con media 100 più o meno 5 di deviazione standard, i riproduttori miglioratori la freccia verde, quelli che superano che hanno un valore superiore a 105, sono i miglioratori più resistenti allo stress da caldo. Vedete che tra l'estate e l'inverno hanno solo una riduzione di 0,3 kg di latte al giorno. Invece i riproduttori meno resilienti allo stress da caldo hanno evidenziato negli allevamenti italiani una riduzione tra inverno e estate di 1,24 kg. La differenza tra i due gruppi è di circa un chilo di latte. Uso il chilo di latte per farvi capire l'importanza economica che c'è nel selezionare gli animali con una resilienza per questa caratteristica. Questo è un esempio di indice che andrebbe a rispondere, in questo caso agli allevatori, ma anche ai, alla società, anche ai consumatori, dimostrando che stiamo facendo una selezione non solo per mantenere una produzione elevata di latte, ma per avere un animale con una condizione di benessere superiore rispetto a quelli che invece hanno una difficoltà a sopportare queste differenze. Altri esempi di lavoro che dovremmo portare avanti e realizzare in queste popolazioni bovine da latte. La relazione che c'è tra l'animale, il DNA dell'animale, il DNA degli ospiti che questo animale contiene nel rumine, ovvero sia il microbioma animale, e la dieta che questi animali ricevono. C'è un'interazione, chiamiamola genotipo ambiente, che non è ancora studiata e approfondita e ci permetterà di avere un quadro più completo di qual è la combinazione migliore di questi tre effetti. L'integrazione di tutte queste informazioni ci permetterà e dovrà coinvolgere anche competenze informatiche per poter fornire poi delle risposte con dei sistemi complessi, utilizzando l'intelligenza in artificiale: risposte ai tecnici, agli allevatori per prendere le decisioni più appropriate e più rapide possibili. Ultimo argomento che è molto dibattuto, non trova ancora una soluzione da un punto di vista normativo, però l'Europa ci sta lavorando, è il genome editing. Questa è l'altra frontiera su cui c'è già qualche risultato. L'esempio del gene Polled, ovvero sia degli animali a corni, per garantire un benessere non solo animale ma anche di chi li accudisce, è un esempio di gene editing, quindi di delezione o di blocco, di alcuni alleli o di alcuni geni, desiderati per fissarli, indesiderati nel bloccarli, che potremmo disporre e utilizzare anche in futuro. Questa tecnica è una tecnica che viene vista più favorevolmente anche dalla società rispetto all'OGM. Perché? Perché qui non si tratta di trasferire geni o alleli da un organismo a un altro ma si tratta di gestire i geni di quell'organismo in modo positivo o negativo, attivandoli o bloccandoli. Ovviamente lo studio sulle ripercussioni, sugli effetti nel lungo periodo non è ancora disponibile, per cui necessita anche approfondimenti e studi nei prossimi anni. Arrivo alla fine. Quindi l'approccio olistico è un approccio fattibile che noi stiamo cercando di perseguire, non è facile, non è facile perché deve soddisfare e ascoltare le esigenze di tutti gli attori di una filiera. Se prendiamo gli attori della filiera lattiero-casearia, che è quella che per la NAFI BJ è la più importante, ma potrebbe essere anche quella della carne, se consideriamo l'interesse che hanno gli allevatori di questa razza nell'incrocio con animali da carne, vi do solo un dato. 20 anni fa era meno del 10% l'uso dell'incrocio da carne nel bovino di razza frisona. Oggigiorno sta superando il 20% della FA negli allevamenti italiani, è più che raddoppiato. Perché? Perché c'è la, la disponibilità del seme sessato per la rimonta degli animali che andranno poi in produzione da latte e quindi. Gli animali che non vengono fecondati, inseminati con seme sessato lasciano spazio all'incrocio da carne per integrare il reddito del latte con la vendita della carne. Quindi, tornando alla complessità de, di un approccio olistico per definire gli obiettivi di selezione, dobbiamo tener conto di chi produce, che sono i soci di questa associazione, ma dobbiamo tener conto anche di chi trasforma, di un caseificio di chi commercializza di un punto vendita e di chi consuma che è un consumatore. E questi quattro attori della filiera hanno esigenze diverse tra loro, a volte in contraddizione l'uno con l'altro. E quindi lo scopo sarà quello di studiarli, analizzarli e poi trarre una conclusione. Con quale metodo? Con quel metodo che vi accennavo prima il CCF, ovvero sia quello che ci permetterà di quantificare e pesare l'importanza dei capitali o dei benefici che una società richiede nel suo complesso. La sfida quindi è complessa, è quella di oliare dei meccanismi che già esistono, di tenere conto di una normativa, di, di una serie di tecniche e metodi sempre più complessi e evoluti, di una situazione di mercato sempre più schizofrenica e difficile da controllare, però gli strumenti ci sono, le metodologie sono a disposizione e quindi la volontà di raggiungere questo obiettivo c'è e lo vorremmo raggiungere assieme anche con queste collaborazioni che oggi verranno presentate, con questi progetti che hanno prodotto dei risultati e potranno essere implementati anche all'interno di una popolazione come quella della Frisone italiana, ma aggiungo anche della Cersei. Oggi la NAFI BJ ha a disposizione e controlla di fatto 10.320 aziende zootecniche, da latte di razza Frisone e razza Jersey, gestisce e indicizza più di un milione di animali lattazione che vengono monitorati giornalmente e di fatto è artefice indirettamente di più di 13 milioni di tonnellate di latte, che è il prodotto materia prima che viene ottenuto quotidianamente in queste oltre 10.000 aziende. In conclusione, l'associazione sta lavorando verso un approccio olistico tenendo conto degli interessi di tutte le componenti della società, dei consumatori, dei trasformatori, dei produttori. Ha bisogno di alimentare un network di collaborazioni, oggi è qui per questo motivo, oggi io sono qui per alimentare un network con ricercatori e con centri di ricerca, con un università. E vogliamo anche contribuire con questo a una comunicazione, a una informazione e formazione. A noi compete un po' meno la formazione, però quella degli allevatori ci è molto cara e quindi cerchiamo di alimentarla. Per cui vi invito anche a valutare questa opportunità. Il 14 di luglio noi svolgeremo un workshop sulla gestione della diversità genetica nel bovino da latte, che è una delle tematiche molto sentite, l'aumento dell'inbreeding, la riduzione della variabilità genetica di queste popolazioni molto selezionate. La discuteremo con le nostre informazioni, con quelle dei colleghi di altri paesi. Chi vuole potrà partecipare in presenza, chi non vuole si potrà collegare tramite i canali social e condividere diciamo, questa sfida di questo aspetto molto specifico che dovremo affrontare un po' tutti perché l'animale molto selezionato per contro, se produce molto per contro ha il problema che va in consanguineità e rischia poi di esprimere caratteristiche magari indesiderate o perdita vera e propria di questa produttività. Io vi ringrazio, seguitici nei social, eh, stanno aumentando in mo modo molto notevole, vuol dire che il nostro sistema di comunicazione sta colpendo l'interesse, seguitici su Facebook, su Instagram, su YouTube, seguitici nelle dirette che riprenderanno dopo l'estate e in queste occasioni, in questi ambiti saremo in grado anche di interagire con voi e di raccogliere anche dei feedback molto utili per la nostra attività e la nostra professionalità. Io vi ringrazio e rimango a disposizione. Beh, noi ringraziamo te Martino perché ci hai dato, a parte le informazioni tecniche, un po' una vision metodologica, no? Prima nel... Nel, Nell'ante nell convegno stavamo discutendo, un po' chiacchierando e lamentandoci un po' di, del nostro paese. che Forse la visione olistica, oltre che nella selezione della frisione italiana, in questo momento manca nella gestione proprio di queste emergenze, cioè il fatto di queste interazioni fra pro, iperprofessionalità, iperspecialistiche che però alla fine dialogano perché il progetto è comune. Per cui veramente la tua relazione è stata molto, molto interessante, Martino. Grazie a te. E adesso passiamo a un tema complesso, <ride> perché questo ve lo dico non tanto da docente universitario che non sono e, e tantomeno, però diciamo da uomo della strada e di campo, quindi on the road, la complessità della gestione del periparto. Credo che sia l'unica, forse la, la, la fase del ciclo produttivo della bovina da latte più difficilmente standardizzabile. E dove più difficilmente si può applicare un protocollo copia e incolla. Richiede molta professionalità, perché poi vedremo sicuramente perché conosco il pensiero scientifico del professor Erminio Trevisi. E è importante, secondo me, anche in questo caso, ma questo do un consiglio più che altro ai giovani qui presenti, di eh, avere forti le conoscenze di base di tutta la fisiopatologia di questa fase, però avere questa flessibilità mentale di adattare poi quell'allevamento quella, quel, in quella situazione geografica perché nel periparto poi si generano quasi tutti i problemi della bomia da latte, compreso un suo futuro. Per cui ti ringrazio, Erminio, e del tuo intervento. Grazie. Ah, hai 30 minuti. Esatto, quindi ti invito a farmi a segnalarmi. Okay. Mi sono messo comunque anche l'ora. No, no, no. eh, allora, in realtà io vi parlerò di una cosa eh, che ha a che fare ovviamente con eh, il benessere e il periparto, ma eh, che ha soprattutto l'approccio la, eh, eh, di uno di quei punti che è stato citato da Martino prima, eh, olistico, e, e che ha a che fare proprio come confine con quella che è eh, la sensibilità di una di una società che cambia e la necessità eh, di mantenere un'attività che è quella dell'allevamento che eh, si è sviluppata secondo dei criteri che non sono sempre eh, omogenei a quelle che sono le sensazioni, le sensibilità delle, delle persone che si sono sempre più allontanate dal, dalla produzione primaria, non solo dall'allevamento. Eh, per cui eh, il mio obiettivo sarà quello di fare un punto della situazione su che cosa significa valutare eh, il benessere animale, eh, qual è la relazione con gli stressori ambientali, se è possibile eh, realizzare una valutazione sintetica del benessere di popolazione e eh, quali sono le peculiarità che dovremmo considerare quando ragioniamo del periparto, anche perché vi farò eh, vedere che in realtà tutti i nostri indicatori di benessere, quelli che oggi utilizziamo, hanno una scarsa attinenza con il periparto. Talvolta addirittura c'è da chiedersi se eh, si conoscano le diverse eh, fasi fisiologiche dell'animale quando si fa questo tipo di... Eh, per cui eh, parto da un concetto che è quello complesso della definizione del benessere animale che si rifà eh, sostanzialmente, almeno nell'epoca recente, a quella che è stato un po' lo scandalo eh, suscitato dal, dal libro scritto dalla Harrison nel 64. Eh, da quella riflessione partita eh, in Inghilterra, eh, noi conosciamo eh, la definizione della, del benessere animale coniugato secondo le cinque libertà, da fame e sete, disconforto, dolore, ferite e malattie, espressione del normale comportamento eh, e libertà dalla paura e dal distress. In realtà, nella, eh, diciamo nell'elaborazione. Eh, sia filosofica che eh, scientifica ci sono varie eh, definizioni e eh, perché è difficile eh, riuscire a coniugare eh, questa eh, percezione di un disagio nella, nella vita, di un disagio profondo, se poi noi lo colleghiamo a, e lo umanizziamo ancora di più, pensiamo a noi stessi, con qualche cosa che sia effettivamente misurabile. Tutti voi avete in mente ovviamente dei parametri che possono raccontare cos'è il benessere o cos'è meglio il malessere. Di fatto eh, se noi dovessimo fare una valutazione siamo un po' in difficoltà. Eh, oggi nella comunità europea, direi soprattutto nella comunità europea, abbiamo, questa, ehm, abbiamo coniugato appunto, la definizione di benessere con le cinque libertà, poi ulteriormente definite sulla base di esigenze ancora più circoscritte. Con lo scopo di poterle valutare più dettagliatamente con degli indicatori che magari già abbiamo presso i nostri allevamenti. Ma molti di questi indicatori in realtà o sono discutibili o sono difficili da ottenere o sono, eh, non sono sempre disponibili. Eh, questi autori, che adesso qui eh, non ho neanche messo, eh, in realtà hanno quindi realizzato eh, dalle 5 Libertà, hanno definito nove diverse condizioni. Che devono appunto eh, consentire di fare una valutazione più eh, condivisa, eh, condivisa però sulla base di misure. Se però ci rifacciamo a questa analisi eh, sintetica della eh, von Kaiserling eh, canadese, eh, ci rendiamo conto che eh, ci sono almeno tre sfere che devono essere considerate quando facciamo le valutazioni. Su due eh, abbiamo alcuni elementi per poterle valutare poi che si possono valutare bene è un altro discorso una è quella biologica che coincide eh, non coincide scusate soltanto con lo stato di salute ma che in realtà la possiamo misurare meglio quando riusciamo a discriminare salute e malattia ma non riguarda soltanto la, la condizione di malattia clinica poi c'è questa eh, condizione della eh, naturalità perché eh, in realtà possiamo individuare dei criteri, ma su questo ci dividiamo inevitabilmente. A livello di società ci sono visioni molto diverse, basta pensare, eh, vi faccio solo un esempio, all'attacco dei predatori, che sono stati considerati un elemento essenziale nella nostra società, però ci rendiamo conto che probabilmente una volta erano stati contrastati perché creavano qualche difficoltà. Per cui il predatore è buono a prescindere e, e l'allevatore eh, invece eh, deve porre lui dei rimedi per evitare che il predatore eh, crei difficoltà eccessive. Eh, quindi non abbiamo una visione comune e c'è una grossa discussione. Sullo stato affettivo in realtà eh, qui entriamo in un, in un mondo molto complesso. Eh, che fino a poco tempo fa era anche eh, difficile da, eh, da valutare nella sua pienezza, eh, perché noi lo umanizziamo normalmente molto. Eh, quindi è abbastanza chiaro quando cerchiamo di dare una definizione di paura e di sofferenza, eh, ma lo diventa più difficile quando dobbiamo cercare di eh, estenderlo alla condizione addirittura di piacere. Eh, perché eh, quindi di, di un benessere che va al di là eh, del benessere fisico ma che riguarda il benessere mentale perché facciamo fatica a capire come poterlo individuare e misurare negli animali. Allora, possiamo eh, valutare effettivamente il benessere considerando tutti questi parametri, tutte queste tre diciamo sfere, e quali sono i parametri che dobbiamo considerare? Beh, qui noi partiamo da, dagli elementi oggettivi. L'elemento oggettivo è quello che qualsiasi parametro ha eh, una sua, eh, un suo sviluppo, eh, una sua espressione e fino ad oggi la migliore espressione possibile è quella di una eh, distribuzione di tipo normale, no? di tipo gaussiano. Quando noi pensiamo ad una malattia eh, dobbiamo immaginare che i problemi clinici siano eh, concentrati nella curva, in una parte della curva. Eh, e che i problemi eh, che gli animali sali siano dall'altra parte, eh, per cui teoricamente noi ci troviamo in una situazione intermedia in cui molti animali sono in una situazione non di eh, cattiva salute ma neanche di piena salute, sono i famosi problemi succlinici oppure come possiamo valutare questa condizione, dall'altra parte quali sono gli indicatori che potremmo utilizzare e qui abbiamo delle discussioni a non finire, quando eh, noi parliamo di una patologia clinica, che ad esempio l'animale a terra, eh, eh, non c'è dubbio, quando un animale a terra è una malattia clinica e sta male e soffre. Ma prima di arrivare a terra sappiamo che comincia a ridursi il calcio. Ovviamente, sto parlando del collasso puerperale. E se il calcio si riduce, qual è il livello del calcio eh, a livello ematico, se lo misuriamo, che eh, ci determina l'inizio della patologia? E qui eh, appunto cominciamo a pur avendo dei parametri oggettivi da poter misurare, ad avere delle difficoltà ad interpretarli nel modo più corretto. L'impressione però è che quando abbiamo qualcosa di misurabile noi di solito guardiamo quello che c'è in superficie e quello sotto cerchiamo di dimenticarlo, oppure lo classifichiamo già come una malattia grave quando invece in realtà è soltanto un sintomo. Quando valutiamo il benessere, oltretutto, noi abbiamo... Per lungo tempo ha pensato al benessere come una condizione di stress e la condizione di stress è sinonimo, se voi ci pensate anche nel sentire popolare, come una condizione anomala da rifuggire. In realtà, la risposta allo stress è una delle condizioni fisiologiche più eh, normali che eh, ogni animale deve vivere. D'altra parte, chi si è occupato e l'ha definito proprio lo stress dal punto di vista fisiologico. Hans Sely eh, ha eh, definito che lo stress è l'essenza della vita, senza eh, stress in pratica un uomo, un animale muore, perché vuol dire che non è in grado di reagire a, alle condizioni esterne, quindi il problema è definire semmai quando lo stress diventa pericoloso, già prima abbiamo visto un esempio, quindi grazie Martino che hai illustrato il, il, il caso dello stress da caldo, ma Sostanzialmente quando esiste uno stress in gioco eh, ogni animale, eh, noi inclusi, cerchiamo di rispondere e se ci riusciamo pratica praticamente riusciamo a restare in una zona di comfort. Ma se questo stress continua e non abbiamo delle difese che sono in grado di contrastarli, allora a contrastare questa condizione passiamo da una situazione che possiamo definire di eustress in cui noi vinciamo nel confronto della sfida della vita, andiamo verso una condizione invece di distress, che non è ancora lo stress estremo in cui c'è la morte, ma dove eh, le difese che possono essere messe in campo non sono sufficienti e quindi noi dobbiamo immaginare che da tutti i punti di vista qualsiasi marcatore andiamo eh, a misurare incomincia a eh, verificarsi un livello che non è eh, quello che ci può con, eh, considerare l'animale in eh, pieno controllo. Quindi il vero distress sarebbe il punto di rottura e il nostro obiettivo, quindi, dal punto di vista scientifico, dovrebbe essere quello di individuare il punto di rottura e di poterlo monitorare prima che effettivamente arriviamo all'animale che è infertile o all'animale che ha un calo di produzione talmente grave che poi addirittura significa che non è neanche in grado di alimentarsi correttamente, per restare l'esempio di prima. Allora. Noi ci troviamo in una situazione di questo tipo, in cui gli, i nostri animali costantemente sono sottoposti a degli stimoli, normalmente rispondono in un modo adeguato, eh, se eh, l'animale raggiunge e lo mantiene è in armonia, non c'è dolore, non c'è sofferenza, o meglio, quel sacrificio che viene chiesto all'organismo può essere superato, siamo in una fase di stress acuto, vinto però termina eh, a un certo punto. Abbiamo delle alterazioni fisiologiche, sì, ma le dobbiamo poter distinguere da quelle che invece possono essere definite come stress cronico, cioè abbiamo superato la capacità di resilienza dell'animale e quindi eh, incominciano a manifestarsi delle, eh, delle variazioni che portano poi alla malattia. Torno a ripetere, il nostro obiettivo non è quello di vedere la malattia clinica perché è già troppo tardi, se il nostro obiettivo è quello di valutare il benessere. Allora, possiamo misurare il benessere? Beh sì, voi sapete tutti che abbiamo tanti sistemi, oggi ne abbiamo anche uno nazionale e quindi immaginiamo che eh, la cosa sia ormai semplice da fare. Beh, cercherò di farvi vedere che in realtà la situazione è leggermente più complessa. L'EFSA eh, eh, da tempo ha pubblicato che eh, per fare una valutazione corretta del benessere dobbiamo considerare i cosiddetti eh, criteri generali in cui vive l'animale, che hanno a che fare con gli edifici e che hanno a che fare con il management, e poi i cosiddetti animal based, che sono le risposte degli animali a seguito degli stressori, inclusi questi criteri che noi abbiamo utilizzato per allevare gli animali. La miscela di questi, eh, di questi indicatori eh, opportunamente pesati ci dovrebbe dare una misura della reale capacità di risposta dell'animale e quindi eh, della sua resilienza, quindi il livello di benessere. Allora, teoricamente è abbastanza semplice, ma ci sono tanti problemi che ho cercato di elencarvi i principali. Allora, noi oggi abbiamo tanti modelli di valutazione, ma difficilmente ognuno di noi sa quanti indicatori contengono e come sono misurati. Ma l'altro problema è come sono pesati. Con un approccio olistico noi avremmo bisogno di misurare tutti questi indicatori e poi di poter avere dall'altra parte una misura reale, effettiva del benessere, in modo tale che è il nostro riferimento e quindi il peso lo stabiliamo sulla base dell'esito finale, che però deve essere indipendente dalle misure che stiamo facendo. Oggi non è così, ma non per, per mancanza di volontà dei ricercatori, perché non abbiamo un gold standard, non abbiamo un riferimento effettivo. Quindi le misure che noi abbiamo sono nella giusta direzione, ma sono un tentativo, un primo tentativo molto più importante di quello che abbiamo fatto una volta, perché oggi stiamo realizzandolo su praticamente tutti gli allevamenti. Inoltre, questi sistemi fanno un po' fatica a valutare una cosa che è fondamentale nella, eh, nella, nella ricerca, eh, cioè la variabilità. E ci sono alcuni fattori che non sono per niente considerati. Adesso vedo con piacere che esiste questa misura, perché eh, mi ha dato una news Martino, del, eh, dell'effetto genetico eh, sulla resistenza al caldo, ma eh, quindi noi dovremmo anche tenerne conto quando andiamo a fare la valutazione eh, del benessere. Mentre invece oggi la valutazione del benessere si fa in tutte le stagioni e la si ritiene facilmente comparabile. E, e questo eh, non, non è logico perché... Abbiamo una variabilità dovuta ad un fattore che non pesiamo, ma che in realtà ha un'importanza eh, rilevante. Quindi, come sono validati questi modelli? Beh, non sono validati. Allo stato attuale non c'è una validazione dei modelli. Anche l'EFSA sta discutendo per cercare di arrivare, prima di tutto, a una unificazione dei modelli per tutti i paesi europei, anche perché si stanno creando delle barriere, visto che qui parliamo di visione olistica, e io vi devo dire che sono preoccupato perché si creano delle barriere di tipo economico basate sulla rilevazione di modelli che non sono validati. E quindi eh, noi stiamo raccontando anche certe volte delle situazioni che non sono proprio quelle più corrette. Comunque questi sono i modelli che circolano in Italia, vi ho messo il più famoso anche negli Stati Uniti. Eh, vi faccio vedere il primo modello che eh, è stato realizzato in, ehm, in Europa, che è il welfare quality, che considera eh, vari criteri, per ogni criterio ha indicato l'indicatore che utilizza eh, e poi ha eh, diviso in quattro principi, quindi ha categorizzato questi, eh, questi criteri. Alla fine ci sono 25-30 misure diverse che riflettono il benessere animale, che vengono fatte in un modo molto rapido anche quando riguardano il benessere e il comportamento dell'animale. È stato realizzato parecchi anni fa, quindi insomma teneva conto anche della disponibilità di informazioni che esistevano allora e poi stabilisce un punteggio finale in centesimi che è eccellente quando è 80, eh, raggiunge 80 punti ed è accettabile con 20 punti. Tuttavia è positivo soltanto quando eh, tutti questi principi raggiungono un valore positivo. Ve ne faccio vedere un altro che ha un'altra finalità, perché il welfare quality doveva avere la finalità di omogenizzare a livello del, dei paesi europei eh, la standardizzazione, la, la, la valutazione del benessere animale. Il nostro modello invece, eh, qui vedo il professor Bertoni, eh, quindi eh, partito con il professor Bertoni eh, parecchi anni fa aveva un altro scopo, soprattutto quello di essere un sistema diagnostico che abbinasse alla risposta degli animali e delle operazioni manageriali eh, un livello di benessere degli animali, eh, facendo in modo di individuare quali fossero gli aspetti da affinare per poter migliorare il benessere. Quindi un qualche cosa che doveva essere proattivo nei confronti dell'allevatore e continua ad essere così questo strumento. Eh, è fatto da tre cluster, allevamento alimentazione animale, ecco devo dire che l'alimentazione valutata proprio considerando i principi dell'alimentazione, qui molti di voi faranno razioni, eh, è l'unico eh, mod modello che la include. Tutti gli altri modelli parlano di alimentazione, ma al massimo fanno una valutazione del body condition score, fanno una valutazione se gli animali ad una certa ora della visita hanno o non hanno alimento nella mangiatoia. Beh, vi rendete conto che è una cosa un po' troppo eh, semplificata. Eh, e poi eh, gli altri cluster sono l'allevamento e eh, l'animale. Come vengono pesati? Eh, qui era stato dato un peso sulla base di dati eh, di, altre, eh, di, altre, mh, di altre valutazioni che erano disponibili con un 40% sugli animal based e un 60% per eh, l'ambiente, che significa appunto edifici e gli alimenti. Ma adesso, al, tanto per farvi capire come funzionano, eh, anche qui ovviamente la sufficienza non è raggiunta se abbiamo eh, più di eh, 6 come punteggio, tutto è stato trasferito in, in base 10, ma eh, in realtà se tutti e tre i cluster sono sufficienti, altrimenti vuol dire che c'è un deficit importante. Ma tanto per darvi l'idea rispetto a prima... Qui noi siamo in grado di valutare prima di tutto gli indicatori nelle singole, nei singoli gruppi di animale, che ovviamente tengono conto delle diverse fasi fisiologiche. Si fa una valutazione del 10%, di 10 animali o almeno del 10% di animali eh, presenti nell'allevamento e si fa una valutazione dettagliata per tutti questi aspetti. Questo è solo il cluster animale. E poi vengono dati dei pesi che consentono di arrivare appunto a un punteggio del 40% del punteggio finale inserendo una serie di parametri oggettivi che sono però basati su delle misurazioni di score e qui sono indicati alcuni, ma questo è solo per farvi vedere. C'è stato già un tentativo di validazione sulla base dei parametri che avevamo allora, questi sono dei dati piuttosto vecchi, hanno più di dieci anni, ma in realtà per farvi capire come in base al punteggio eh, che qui possiamo vedere totale, ma possiamo vedere anche i singoli punteggi, dei vari aspetti, eh, non c'è nessuna relazione con il valore del cortisolo ematico. Quindi il cortisolo, anche quando raccolto bene, non ci dà delle indicazioni precise. Tra l'altro qui l'abbiamo espresso come animali che avevano un livello di cortisolo più elevato del normale, cioè di 5 nanogrammi per millilitro, non in funzione della concentrazione assoluta. Mentre invece avevamo trovato, ma questi erano solo 7 allevamenti, una correlazione più vicina alle variazioni del potassio ematico, che è un minerale correlato alle condizioni di stress e probabilmente noi abbiamo ipotizzato di stress cronico. Questi eh, diciamo, punti di debolezza non servono per dire che non funzionano loro i loro sistemi, ma solo per dire che eh, è estremamente utile fare delle valutazioni sistematiche del benessere, ma che eh, devono... Eh, Offrire la possibilità di migliorare l'allevamento o migliorare un contesto nel quale si opera. Eh, sono sicuramente utili per sensibilizzare gli allevatori, ma questo avviene solo se riusciamo a concentrare l'attenzione poi sugli aspetti che vanno migliorati, altrimenti resta uno dei tanti, dei tanti bollini che noi possiamo aggiungere e oltretutto ci potrebbe essere anche un po' di distanza con gli allevatori. Prima parla parlavamo. Che gli allevatori certe cose non le capiscono, ma effettivamente se noi oggi avessimo tutti allevatori qua forse non avrei fatto questo discorso perché le avrei un po' destabilizzati. Ma il mio obiettivo è quello di progredire in realtà eh, eh, dando degli stimoli perché possiamo eh, migliorare i sistemi che sono presenti. Allora il primo miglioramento secondo me è quello di rendere più omogenei gli indicatori che dobbiamo utilizzare. Chiudiamoci in una camera e decidiamo quali sono gli indicatori da utilizzare. Ma ovviamente devono tener conto non solo della fattibilità, ma anche dei tempi e dei costi. Certi sono fattibili ma richiedono troppo tempo. Oggi abbiamo l'agricoltura 3.0, eh, secondo me è un 3,5 eh, perché è, è ancora in continua evoluzione che è legata alle, eh, ai sistemi di precisione che abbiamo perché diventano sempre più efficienti, sempre più numerosi e sempre più utili per essere indicatori sia per la selezione genetica, ma anche per la, lo studio del comportamento degli animali in allevamento. Perché non cominciare a inserirne qualcuno, almeno i più diffusi? L'altro è che le finalità della misurazione del benessere animale sono spesso diverse e quindi è sbagliato dare un punteggio come se quello fosse l'indicatore di tutto. Se io devo dare un marchio di sanità... È lo, lo lasciavamo in mano al sistema sanitario nazionale e questa è una garanzia di un livello minimo uguale per tutti e questo deve essere mantenuto. Poi sappiamo che all'interno degli allevamenti abbiamo bisogno di progredire, altrimenti non ci sarebbero dei nuovi indicatori, non cambierebbero gli indicatori, e questo deve servire da stimolo invece per l'allevatore. Eh, e i sistemi poi devono essere validati. Oggi non ce l'abbiamo il gold standard. Quello che abbiamo cercato di fare anche nell'ambito di Benelat eh, è, è quello di provare a trovare qualche gold standard, almeno nelle fasi di dilatazione che conosciamo meglio. Eh, infine, non c'è una correlazione, non è mai stata studiata, non è stata fatta, costa troppo, non, eh, forse non si vuole nemmeno fare, tra i vari sistemi, ma è utile sapere se c'è la correlazione, perché se c'è la correlazione significa che stiamo andando nella giusta direzione, se non c'è... Significa che brancoliamo un po' nel buio. Allora, cosa fare nel periparto? Eh, nel periparto eh, noi sappiamo innanzitutto tante cose, conosciamo tantissimi indicatori. Poi il collega Minuti vi farà vedere molti di questi indicatori, ma non è che li possiamo utilizzare per valutare il benessere, li possiamo utilizzare per validare i modelli di benessere. Eh, teniamo presente che... Quello che succede nella latazione successiva è spesso effetto di quello che è avvenuto nel periparto. Un periparto che noi oggi tendiamo ad allargare e partire dal momento della messa in asciutta. Ma questi sono dei dati che abbiamo raccolto qualche anno fa, poi li ho divulgati male, magari ti mando qualche, qualche slide. Ma, eh, perché ci fa vedere come noi abbiamo una percentuale di problemi clinici laddove sono misurati in un modo preciso. Questi erano nove allevamenti che per tre anni consecutivi hanno raccolto tutte le, manifestazioni, cli tutte le manifestazioni cliniche delle patologie che loro rilevavano, ovviamente. E vediamo delle percentuali che crescono con l'età degli animali, come però guardate che il 36% negli animali di primo parto è elevata. E il 66% si manifesta nei primi 30 giorni di latazione. Ma noi abbiamo degli indicatori ormai molto affidabili. Che ci danno milioni di dati e che spesso lasciamo non nel cassetto, non ce li abbiamo più i cassetti, li lasciamo nei computer. Qui vediamo ad esempio la variazione della, eh, del tempo di riposo nel periparto, quindi ci dice: prima del parto è una, è una cosa, dopo il parto è un'altra, ma vediamo delle eh, differenze notevoli per gli animali che, ad esempio, hanno poi sviluppato la ritenzione di placenta. E perché non utilizzare questo sistema? È automatico, mettiamo degli allarmi, ma questi allarmi io li voglio anche poi vedere a livello. Effettivo di rilevazione dell'azienda. Eh, in qualche caso le ritenzioni sono parziali e non sono neanche state osservate, lì si va a vedere poi a livello di metriti. In quest'altro caso invece la distinzione è fatta sul tempo di ruminazione. Noi possiamo distinguere gli animali in alt, con alta e bassa ruminazione, ma sappiamo benissimo che questi, e poi eh, vediamo qualche altro dato, sono correlati con altri indicatori. Quindi possiamo utilizzare questo dato, ci ragioniamo bene e vediamo come classificare. Questi animali non sono sani, anche se non hanno avuto una manifestazione clinica, hanno avuto un grosso problema e a livello di produzione del latte questo viene trascinato per tutta la latazione. Ma qui, questo è il BCS, tutti sappiamo che il BCS cambia nel periparto e perché noi nei sistemi di benessere abbiamo un BCS di popolazione medio che non tiene conto delle fasi di latazione? È una cosa banale. Eh, però il periparto è questo. Abbiamo tutta una serie di problemi sui quali non mi soffermo e abbiamo tutta una serie di marcatori che sappiamo benissimo come si comportano nei soggetti normali. E quindi possiamo anche stabilire dei range al di fuori dei quali dobbiamo per forza classificare gli animali malati. Qui noi abbiamo un indicatore che si chiama LFI che è l'IVA Functionality Index, mette insieme tre parametri ematici eh, valutati nel primo mese di lattazione. Se distinguiamo gli animali sulla base del basso indice o dell'alto indice, avete queste differenze in termini di trattamenti. Non vi ho fatto vedere quella eh, eh, di numero di patologie cliniche, ma il più importante è quello in termini di trattamenti eh, che possiamo fare sia di antibiotici che di altri farmaci. È enorme. Quindi anche la valutazione dei trattamenti vi suggerisco nel primo mese di lattazione, purché fatta bene e adesso avremo adesso l'abbiamo posticipato ancora un po', però ci sarà di tutti gli allevamenti questo dato, potrebbe già essere un indicatore. Non è sufficiente però, perché poi ci sono anche allevatori che non trattano gli animali e a questo punto com'è il loro benessere, perché così non utilizziamo l'antibiotico. Però vedete, questo è l'andamento dell'LFI con il tempo di ruminazione, quindi correlazione piuttosto buona e eh, d'altra parte noi possiamo calcolare l'LFI nel tempo con l'effetto eh, con, con, diciamo con un, in un allevamento eh, che ha introdotto delle, dei cambiamenti che ha migliorato questo è l'acronimo in inglese ma è sempre il nostro SDIB eh, ha migliorato la condizione di benessere e nel frattempo ha migliorato anche la condizione di LFI, non è ancora la sufficienza ma teniamo presente che 0 significa un allevamento buono, quindi 0,1 è un allevamento sostanzialmente buono e ancora una volta c'è una riduzione dei costi eh, de, per eh, l'uso dei farmaci e l'altra cosa interessante c'è una riduzione del costo per la produzione del litro di latte. Questo forse è un altro campanello d'allarme che, se riusciamo a misurarlo, potrebbe interessare eh, i nostri allevatori. Nell'ambito del, del nostro progetto, abbiamo iniziato a raccogliere dei campioni, in, beh, noi ne abbiamo seguiti nuove, nove nell'ambito dello SDIB, del, del progetto Benelat, in quattro diverse fasi di latazione. Il numero era troppo scarso, per adesso siamo arrivati a 24, continuiamo la nostra indagine e abbiamo valutato quindi nello stesso momento animali diversi, ovviamente, che sono stati controllati in queste quattro fasi, ma nello stesso momento e abbiamo cercato anche di evitare problemi eh, legati alla stagione, proprio perché eh, non volevamo complicarci ulteriormente la vita. Eh, quindi in inverno in una fase termoneutrale. Ci sono delle differenze importanti quando noi andiamo a classificare gli animali sulla base del nostro indicatore di benessere. Potevo farlo anche col Cremba. C'è una piccola difficoltà, i dati del Cremba sembra che siano dei dati segretissimi, quindi o te lo dà l'allevatore, altrimenti non si possono ottenere. In ogni caso, la correlazione tra Cremba e SDB, abbiamo fatto una tesi, non è particolarmente elevata, ma perché nel Cremba ci sono molti altri dati che non hanno a che fare direttamente con la risposta dell'animale e che hanno un peso importante invece nell'indicatore Cremba, non sono inutili, però probabilmente dovremmo fare un'operazione di selezione degli indicatori per poter arrivare a questo confronto. La cosa interessante è che meno è elevato il benessere, ma siamo ancora a livello di sufficienza, più è elevata la lipomobilizzazione, maggiore è lo stress ossidativo eh, e... Eh, eh, maggiore è la eh, risposta in termini di infiammazione, che è uno dei parametri che noi utilizziamo nell'immediato postparto. Questo postparto è tra 3 e 7 giorni dopo il parto. Se noi consideriamo i tre parametri che abbiamo considerato nell'LFI, troviamo una tendenza, anche qui è significativa, l'R quadrato non è particolarmente elevato, ma teniamo presente che qui la cosa è un po' diversa. Non abbiamo calcolato gli stessi parametri negli stessi animali. Sono gli stessi parametri, ma in animali completamente diversi, prelevati lo stesso giorno, quindi è una forzatura eh, del calcolo del Liver Functionality Index rispetto al concetto iniziale. Quindi vado a chiudere: i modelli per valutare il benessere animale sono complessi e sono in evoluzione, come tali li dobbiamo eh, concepire. È la stessa comunità europea, EFSA, che ci invita a rivedere i nostri modelli, eh, devono essere più però eh, indirizzati. A eh, la misurazione di animal-based eh, indicatori, cioè indicatori della risposta degli animali. Meglio se li concentriamo nelle fasi che sono più variabili, come il periparto. E questo tra l'altro ci darebbe delle indicazioni utili per, eh, per questa fase che, come abbiamo visto, è quella che poi, anche in termini economici, interessa di più gli allevatori. Eh, I modelli misti, comunque che sono quelli da preferire che considerano vari aspetti, vanno meglio organizzati. Soprattutto li dobbiamo in qualche modo correlare con degli indicatori indipendenti. E questo è un altro concetto, io spero che si possa arrivare in questa situazione a eh, quindi andare eh, nella direzione di trovare comunque degli indicatori indipendenti che ci aiutino anche con dei modelli intelligenti di valutazione dei dati a Vedere anche quali sono gli elementi essenziali che vanno misurati. Adesso ne stiamo misurando troppi, eh, dobbiamo semplificarli, ma semplificarli in un modo che effettivamente ci aiutano a migliorare il livello di benessere. Per cui, eh, io invito anche a pensare ad alcuni indicatori di eh, zootecnia di precisione che potrebbero essere utili da inserire. Sicuramente la ruminazione è molto utile, ma eh, non ce l'hanno tutti gli allevatori. E eh, dobbiamo eh, in questo modo eh, procedere perché anche i modelli, modelli diversi se vogliono dare un'indicazione reale del benessere si possono tra di loro comunicare. Beh, la mia idea sarebbe quella di arrivare a un modello unico no? perché mi piace il modello unico ma perché poi ci darebbe la possibilità di correlarlo ad esempio anche al bene, al, eh, a, a livello genetico e vedere anche come risponde appunto nelle diverse fasi. Allora, molti di questi dati, così introduciamo anche alcuni dati, li eh, otteniamo, li abbiamo ottenuti nella nostra stalla sperimentale, che è indispensabile per poter avere anche tutta una serie di misurazioni che eh, contemporaneamente ci danno, ci restituiscono un'informazione sugli animali e ci consentono anche poi di trasferire queste informazioni su degli altri dati, magari più semplici da acquisire, ma che richiedono una validazione e che sono quelli che possiamo fare. Eh, ovviamente in tutti gli allevamenti. Vi ringrazio, grazie a te, Erminio. Le tue relazioni, sempre dense di informazioni, e quindi bisogna metabolizzarle. Eh, Dottor Andrea Minuti, del Dipartimento eh, di ANA, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo del suo intervento è Per riparto il sistema immunitario nella bovina da latte. 15 minuti assegnati. Grazie. 15 minuti? Mm? No? 30. Devo fare velocissimo allora. No, erano 30, se non sbaglio. Ma leggo il programma. Allora, allora proverò no, a fare... Possiamo anche sforare, non. Provo a fare... Faccio 20. Allora, provo. Ehm a trattare questo, questo tema molto importante relativo a, sempre al periparto, quindi un aspetto chiave che è stato anche un aspetto investigato dal progetto Benelat. E ringrazio tutti per la partecipazione quindi a questo evento che ha un, ha un po' il compito di eh, focalizzarci su quello che abbiamo studiato in questo progetto. Quindi saltiamo un attimo l'introduzione per eh, dirvi come è molto importante è il ruolo che ha il sistema immunitario in questa fase eh, delicata dell'animale, come è stato specificato prima. Il sistema immunitario abbiamo un sistema che possiamo definire di immunità innata e uno di immunità adattativa. Eh, tra i due c'è molta connessione, ma molto importante, quello che viene valutato soprattutto dai nostri parametri, è la cosiddetta immunità innata, e la maggior parte degli eventi vengono risolti dalla componente innata, stiamo parlando quindi di delle barriere fisiche, delle eh, barriere meccaniche, delle barriere chimiche, eccetera. E hanno un ruolo molto importante soprattutto all'inizio del processo. Ehm, ci sono praticamente eventi che possiamo definire induttori che hanno il compito che determinano una stimolazione, un'attivazione un di eh, un meccanismo che il nostro organismo animale attua per difendersi da queste alterazioni del, dell'equilibrio dell'omeostasi. Questi meccanismi possono essere esterni all'animale o possono essere anche interni. Tra gli esterni abbiamo i batteri, abbiamo i virus, ma abbiamo anche molti fattori che eh, non sono microbici, ma sono ugualmente molto importanti. Allergeni, sostanze tossiche, abbiamo anche i fattori psicologici e, e i fattori di stress. Eh, vi farò un esempio. E poi abbiamo anche molte altre sostanze che sono prodotte dalla risposta, anche dalla risposta delle cellule, anche dal eh, il danno che viene effettuato dalla, dalla morte delle cellule, eccetera. Tutto però coin, coinvolge <coughs> in un unico meccanismo di risposta, che è la cosiddetta eh, risposta di fase acuta e ehm, determina quindi un'attivazione di un meccanismo de, da parte del soggetto per difendersi da questi eventi. Ehm, tutto coinvolge la risposta di fase acuta e particolari attori di questa risposta sono le cosiddette citochine proinfiammatorie. Le più famose sono l'interleuchina 1 beta, l'interleuchina 6, il TNF alfa che hanno il compito di sollecitare nell'animale una fase di adattamento. Come diceva prima il professor Trevisi, questo stimolo non è sempre negativo. Diventa negativo quando non, non riesce ad essere coperto a sufficienza. E quindi è molto importante che l'animale sia in condizioni tali da poter reagire in modo efficace immediato a questi eventi che lo interessano. Ho messo in evidenza questo stress emotivo perché me l'ha ehm, chiamato prima il professor Trevisi, volevo farvi vedere per curiosità questo che non c'entra col periparto ma eh, relativo allo stress sociale ed emotivo. Stiamo facendo una prova sui vitelli, 30 vitelle che sono seguite in una prova di alimentazione, le abbiamo colostrate eh, tutte con lo stesso colostro, 27 ⁇ BRICS, 3 litri, eh, 2-4 ore dopo la nascita. E questa è la misura delle proteine nel siero eh, 48, ore dopo il 48 ore dopo la nascita, quindi anche il colostramento. Dal punto di vista dell'efficacia della colostratura siamo eh, molto contenti, quindi abbiamo risultati molto buoni, il livello di proteine è molto elevato, a parte diciamo, un unico soggetto che eh, chiamerei capuccetto rosso, eh, la vitellina numero 5043, eh, che eh, ha avuto sua sfortuna, si parlava prima di un attacco di predatori, un attacco di un, eh, un lupo eh, al momento del parto. Interessante perché... La vitellina non ha subito nessun tipo di danno, la madre ha difesa e poi l'arrivo del mungitore ha allontanato l'aggressore, ma senza nessun tipo di eh, problema, semplicemente lo stress. Immaginatevi che tipo di stress possa essere questo: ha determinato che in tutti i nostri animali è quella che si è colostrata meno bene. Eh, sottolineo quindi l'importanza anche di questo tipo di stress, tra i quali, per esempio, troviamo stress di sovraffollamento, stress di cambio di gruppo, eccetera, eccetera, se ci confrontiamo a quella che è la condizione, invece, della vacca da latte durante il periodo di transizione o durante la sua attività produttiva. La vitellina sta bene, basta dire all'istudente che è stato attaccato da un lupo e, e sicuramente è la vitellina più coccolata che abbiamo. Questa è la, nostro, la nostra vitellina. Eh, se noi quindi ragioniamo in termini di periparto, eh, sappiamo che questo è uno dei momenti più delicati e moltissimi sono i fattori di stress che intervengono in questa fase. Non vado in dettaglio di questa diapositiva che eh, potete vedere molto intricata, però come già dicevo lo stress sociale, molto importante la condizione infettiva per esempio dell'apparato riproduttore eh, nei giorni successivi al parto e anche nelle settimane successive, molto importanti gli eventi che possono caratterizzare il sistema gastrointestinale rumino ma anche intestino e la ghiandola mammaria. Tutti questi organi possono essere eh, soggetti ad eventi stressanti che coinvolgono l'attivazione del sistema immunitario e che infine vanno a scaturire in quello che è il meccanismo infiammatorio e la cosiddetta risposta di, di fase acuta. Come vi ho detto, grazie a questi mediatori, citochine proinfiammatorie, che determinano una sorta di eh, ehm, risposta sistemica dell'organismo. Eh, la risposta sistemica che ha il compito di... Ehm, ridurre, di, di, di eh, ristabilire la condizione di eh, equilibrio dell'animale. Vi dicevo, il fegato ha un ruolo fondamentale in questo. Eh, le citochine proinfiammatorie, infatti, determinano un cambiamento di quelle che sono le attività del fegato e eh, osserviamo dur durante la risposta di fase acuta un cambiamento delle sue sintesi. Abbiamo una fase, un, un aumento delle proteine cosiddette proteine positive di fase acuta positive non perché sono eh, favorevoli o indicano una condizione favorevole anzi il contrario ma, ma perché aumentano durante una condizione e uno stimolo infiammatorio e al contrario abbiamo una riduzione delle cosiddette proteine negative di, di fase acuta anche per eh, un cambiamento della priorità nelle sintesi patiche e nell'utilizzo dei substrati Qui ve ne indicano alcune che sono in parte analizzate anche nel nostro istituto: l'aptoglobina, la ceruloplasmina, la ciramiloide, tutte proteine positive di fase acuta. Poi abbiamo le albumine, la paroxonasi, abbiamo le apoproteine che misuriamo indirettamente tramite la misura del colesterolo, che sono importanti indici di proteine negative o markers negativi di fase acuta. Eh, un esempio didattico che fa vedere quanto tutto convoglia in questo sistema di risposta. Eh, uno studio fatto in collaborazione con l'Università dell'Illinois 12 animali, ehm, eh, 14 animali, 7 controlli e 7 trattate. Le trattate sono state eh, stimolate con LPS, un'endotossina simile a quella che è un eh, evento mastitico. Due ore e mezza dopo la stimolazione i tessuti sono stati raccolti, di fegato e della, eh, di mammelle è stata fatta un'analisi dell'espressione genica. Eh, velocemente vediamo come a livello mammario, dove è avvenuto effettivamente lo stimolo, c'è stata una forte risposta. I principali meccanismi che sono stati attivati sono tutti meccanismi che hanno il compito di individuare il patogeno e fare partire il patogeno. I tempi, tra l'altro, sono molto ridotti, ma molto interessante è eh, quello che è successo a livello epatico. Qui sottolineo che tutto convoglia poi la risposta a quella che è l'attivazione del. Ehm, eh, NFKB, uno dei più importanti ehm, segnali a livello cellulare che una volta attivato determina tutto il, tutta la risposta infiammatoria dell'organismo. A livello epatico, già semplicemente due ore e mezza dopo la somministrazione di endotossina nella mammella, abbiamo avuto un forte cambiamento anche in questo caso dell'espressione igienica, ma ancora più interessante è vedere che eh, dal punto di vista chimico avevamo già la presenza di un maggior livello di grassi nel fegato e di trigliceridi, quindi in poche ore il fegato era già sottoposto a un forte stress e siamo in animali a sette giorni quindi in una condizione abbastanza eh, delicata in cui la mobilizzazione delle riserve corporee è molto importante. Um. Continuando a parlare di questi indicatori dell'infiammazione e di quelle che sono le, le, le conseguenze che l'evento infiammatorio e l'attivazione del sistema immunitario può avere sulla salute degli animali, vi faccio vedere questo studio. Eh, da tempo ehm, eravamo interessati ad approfondire l'aspetto delle citochine, il professor Bertoni che è qui ne parla da 30 anni, però non era facile farle e i kit bovini sono risultati, almeno a livello plasmatico, sono risultati disponibili solo qualche, qualche anno fa. E, e, appena sono stati disponibili abbiamo eseguito un certo numero di determinazioni su circa 21 animali, e, abbiamo determinato sia l'interleuchina 1 beta sia l'interleuchina 6. Quello che noi ci aspettavamo, la domanda che noi volevamo, ehm, alla quale noi volevamo rispondere era appunto vedere se la condizione infiammatoria, che per noi era evidente e scontata in moltissimi animali nel postparto, potesse essere indicata appunto da un precedente eh, evento di eh, produzione di citochine. Invece, quello che abbiamo visto ci ha un po' spiazzato. Nel momento della dove in genere non osserviamo particolari eventi picchi infiammatori, abbiamo osservato la concentrazione maggiore di questi mediatori molto importanti dell'infiammazione. Questo ci ha un po' spiazzato perché noi ci aspettavamo livelli di questo tipo durante il periparto, durante il postparto. Eh, molto interessante era il fatto che i livelli comunque erano molto diversi tra animali, quindi abbiamo distinto gli animali in base alla concentrazione di interleuchina 1-beta durante la fase di asciutta. Quindi in un momento in cui la risposta infiammatoria che di solito misuriamo non era ancora evidente e ci ha dato degli importanti risultati perché abbiamo visto che animali che avevano elevate le citochine già durante la sciutta avevano livelli di ingestione più bassi rispetto a animali che avevano citochine più bassi in asciutta, molto importante è stato poi il risultato produttivo, il numero di animali non è elevato ma parliamo di circa 4-5 kg in più di latte al giorno nel primo mese di lattazione per animali che avevano citochine basse durante la fase di asciutta. Um, questi sono un po' gli eventi che abbiamo visto anche prima relativi al eh, periparto, quindi molto importante quella che è il cambiamento e in genere la riduzione di immunocompetenza. Vi faccio vedere che è ipotizzato quindi una serie di stimoli che coinvolgono il sistema immunitario che continuando ad intervenire sul sistema immunitario determinano successivamente quello che poi viene misurato alla ripresa della nuova lattazione quindi un calo di risposta e di funzionalità nelle cellule immunitarie quindi molto importante eh, soprattutto per gli allevatori ma anche per i tecnici considerare, eh, vi faccio notare che gli stimoli principali avvengono durante la fase di asciutta in questo caso cosa che anche noi adesso stiamo iniziando a eh, approfondire man mano che parliamo di periparto tendiamo sempre più ad anticipare e ormai adesso ci concentriamo su quella che è la fase di eh, messa in asciutta e asciutta con importanti conseguenze sulla successiva adattazione. Cosa in genere eh, misuriamo? Innanzitutto misuriamo alcuni importanti biomarcatori a livello ematico che ci indicano poi eh, quella che è la risposta dell'animale a questi eventi e ci indicano in particolare se l'animale è stato in grado di adattarsi o meno a questi eventi, quindi se c'è stata una condizione di eustress o di distress, se vogliamo eh, riferirla anche alla presentazione precedente. I nostri indici, eh, ve ne mostro un paio, il LIEL e l'LFI. Eh, hanno praticamente entrambi la stessa filosofia. Innanzitutto, l'infiammazione eh, è un evento quindi molto importante, ma noi vogliamo misurare l'infiammazione o vogliamo misurare la conseguenza ed eventualmente la risposta dell'animale all'evento infiammatorio? Perché, in base alla nostra esperienza, è molto più interessante ed è molto più. Corrispondente alla realtà e a quelle che sono poi le performance dell'animale, misurare quella che è la risposta che l'animale ha avuto all'evento infiammatorio. Quindi i nostri indici si concentrano prevalentemente su quelle che sono le proteine cosiddette negative di fase acuta, più legate poi a quella che è la performance successiva dell'animale. Tra questi indici, vi dicevo, ve ne mostro due, il LAI e l'LFI, abbastanza simili infatti la correlazione tra i due indici è molto elevata, si basa sulla misura di alcuni marcatori ematici, alcuni sono in comune, albumina e colesterolo è in comune in entrambi gli indici, e, eh, men mentre nell'AI abbiamo la vitamina A, nell'LFI nel nell abbiamo la bilirubina. Non siamo interessati di per sé a livello di colesterolo eh, come può essere inteso in ambito di salute umana. Quello che non interessa di questi indici è il fatto che l'albumina è una proteina negativa di fase acuta e quindi si abbassa quando l'animale non risponde bene all'infiammazione. Lo stesso colesterolo non ci interessa come colesterolo, ma è indice di sintesi epatica di apolipoproteine, quindi anche questo ci indica quanto l'animale è stato in grado di adattarsi o meno all'evento infiammatorio. E lo stesso la vitamina A e la bilirubina. La vitamina A durante l'evento infiammatorio si abbassa perché manca viene a ridursi la sintesi epatica del suo carrier che la trasporta nel sangue. La bilirubina durante l'infiammazione si alza perché viene a mancare un enzima indispensabile per il suo eh, allontanamento, detossificazione dall'organismo. Eh, questi indici sono molto interessanti, e ci danno sempre importanti soddisfazioni. Questa è la slide precedente a quella che vi aveva fatto vedere prima Erminio, ma non ci eravamo messi d'accordo, ve lo assicuro, che indica come in, distinguendo eh, gli animali in base a questi indici in due stalle, vediamo che animali che mostrano una migliore risposta infiammatoria hanno un numero di eventi eh, patologici, clinici, in questo caso molto eh, maggiore. E prima vi diceva, questo è importante per i costi dei farmaci, facendo i conti abbiamo una riduzione molto consistente del costo dei trattamenti per curare queste patologie. Molto importante è quello che osserviamo anche in termini di efficienza energetica se noi renchiamo gli animali in base a questi indici complessi di adattamento dell'animale all'evento infiammatorio. Eh, animali che hanno migliore condizione infiammatoria mostrano una minore mobilizzazione delle riserve corporee e nel frattempo una maggiore produzione di latte, cosa che non è sempre scontata perché in genere quando un animale produce eh, di più ha anche maggiore indice di mobilizzazione. Questa eh, per indicare che anche la fertilità è legata all'evento infiammatorio, ma passo a lavoro di eh, colleghi che hanno evidenziato che con questi indici, questi non siamo noi ma sono nostri colleghi, che hanno provato questi indici in loro database e hanno visto che animali con una migliore condizione infiammatoria durante il periparto hanno mostrato una mh, più rapida ripresa dell'attività ciclica ovarica e questi brasiliani anch'essi hanno visto che una migliore condizione epatica dovuta sempre a una migliore condizione infiammatoria era legata all'aspetto Fertilità degli animali. Ve eh, le riassumo in un'unica slide. Se parlate con un allevatore e gli descrivete tutto quello, vi dice semplicemente che l'animale è partito bene, dopo il parto è partito bene, gira bene, eccetera. Tutto questo quindi ha una relazione con quella che è l'infiammazione e la risposta e la capacità che l'animale ha con i suoi meccanismi, tra cui il sistema immunitario, di rispondere all'evento infiammatorio. Ehm. Vi dico se, se devo trovare un aspetto negativo di questi indici e sinceramente eh, mh, ci sono anche aspetti negativi, è il fatto che sono ottimi dal punto di vista della ricerca, sono ottimi dal punto di vista del ranking che noi possiamo fare dei nostri animali, ma arrivano un po' tardi. Quindi per eh, determinare questi indici sono necessari due, tre, eh, quattro campioni di sangue per ogni animale. Nel primo mese di lattazione, quindi avremo i risultati quando ormai l'animale ha terminato quella che è questa fase così delicata. Eh, molto importante e molto interessanti sono invece i cosiddetti indici predittivi, che invece ci possono dare degli alert su quella che è la condizione di, eh, di salute dei nostri animali e quello che potrebbe essere poi successivamente la loro eh, ripresa riproduttiva durante la nuova lattazione e le conseguenze che possiamo aspettarci. Eh, abbiamo sviluppato questo, non l'abbiamo inventato noi, è un indice che viene utilizzato eh, anche in medicina umana con importanti risultati, l'indice è il rapporto tra le albumine, proteine negative di fase acuta e le globuline. Le globuline raggruppano molte delle proteine positive di fase acuta, quindi una sorta di escamotage matematico per amplificare un po' di più quello che è la misura di queste sostanze che sono collegate con l'infiammazione. Il numero di animali che abbiamo analizzato in questo caso è stato, molto elevato, è stato abbastanza elevato, diciamo 75 animali che sono stati divisi in tre gruppi da 25 animali ciascuno, ma attenzione in base a questo indice misurato eh, sette giorni prima della messa in asciutta, quindi effettivamente. Stiamo parlando di qualcosa che inizia ad essere un indice predittivo di quella che sarà la condizione dell'animale. Dividendole in base a questo indice osserviamo che indice si, eh, gli animali rimangono separati durante tutta l'asciutta e durante tutta la prima fase di lattazione e importanti conseguenze in termini di produzione... In questo caso quindi parliamo di 3 kg in più al giorno in media per gli animali che avevano una migliore condizione, quindi un indice più elevato di rapporto albumina e rispetto ad animali che erano invece eh, peggiori dal punto di vista infiammatorio. Buona corrispondenza anche con i nostri classici marcatori. Buona corrispondenza con quella che è la ripresa Dell'attività ovarica, in particolare poiché si è, con, si è eh, osservata con migliori performance riproduttive e minori problemi di salute. Stiamo parlando di animali distinti in questo modo in base a due parametri eh, ematici misurati sette giorni prima della messa in asciutta. E eh, aggiungo anche questo: due parametri molto semplici da determina determinare, che si adattano tra l'altro molto bene alla spettroscopia, perché danno delle, eh, una misura con metodo spettro. Con la spettroscopia molto, eh, molto, eleva, molto, molto buono. Eh, cosa succede per finire al sistema immunitario durante il periodo di transizione? In questo studio abbiamo analizzato il trascrittoma eh, mediante tecnologia RNA-SEC degli ecociti ehm, circolanti eh, in un, eh, mi sembra, sei animali. Eh, in quattro punti. quindi durante la l'asciutta e successivamente durante i primi giorni dopo il parto. Quello che abbiamo visto, abbastanza interessante, ve lo riassumo molto, abbiamo poi successivamente provato a correlare l'espressione eh, di questo trascrittoma con quelli che, ehm, che sono i nostri marcatori eh, metabolici per vedere se c'era eh, qualche relazione tra la condizione metabolica infiammatoria dell'animale e quella che era l'espressione del nostro trascrittoma. Eh, non abbiamo avuto tanta corrispondenza, solo due marcatori ematici hanno mostrato un elevato numero di geni correlati col traschettoma. L'interlochina 1 beta, quasi scontato, perché è prodotta da queste cellule, ma molto interessante il beta-drossiabutirrato, che ha avuto molti geni correlati con il traschettoma mammario. E interessante soprattutto che la correlazione andava in senso negativo, a differenza dell'interlochina 1 beta, che andava in senso positivo e se noi prendiamo questi geni differenzialmente espressi e utilizziamo il verso della correlazione per fare un'analisi di enrichment, vediamo come molte pattoi collegate al ciclo cellulare, molte pattoi collegate all'apoptosi, molte pattoi collegate a quella che è i meccanismi di riparazione degli acidi nucleici, eccetera, risultano inibite da, ehm, risultano correlate negativamente col beta errato. Vuol dire che altri livelli di questa molecola Determino anche una ridotta eh, funzionalità del sistema immunitario. Ma lo sappiamo, il, sistema, il beta hidrosibutirrato è una sorta di tossico e veleno per le nostre cellule immunitarie. Questo ci deve far pensare a come portiamo gli animali, dal punto di vista della condizione corporea, alla fase di asciutta e come poi è la perdita di condizione corporea durante la fase di, di, di dilatazione. Vi faccio vedere dove possono avvenire quelle sollecitazioni che ho descritto prima che possono far scaturire tutto questo eh, meccanismo di risposta e di ehm, difesa che l'animale mette in atto, che in alcuni casi viene, eh, porta alla riparazione, in alcuni casi porta invece a uno squilibrio con conseguenze negative. In questo studio abbiamo fatto... Un'analisi quasi a 360 gradi su quella che è la, il periodo di transizione della bovina. Abbiamo analizzato a parte le diete, eh, abbiamo analizzato il contenuto del microbioma ruminale, abbiamo analizzato quello che è il prodotto delle fermentazioni ruminali e, interessante, eh, tra i primi, eh, abbiamo analizzato assieme all'Università dell'Illinois quella che è l'espressione genica di un certo numero di geni nell'epitelio del eh, rumine. Le nostre classiche analisi ematiche che ci hanno confermato il classico quadro di risposta infiammatoria nel periparto, diminuzione di proteine negative di fase acuta, aumento delle positive, eccetera, situazione di bilancio energetico negativo, quello che succede a livello di rumina, che potrebbe essere non l'unico fattore, ma uno dei fattori che va a determinare poi questa risposta infiammatoria, abbiamo osservato un'alterazione di quelle che sono l'espressione le, 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 dei geni che poi andranno a codificare alcune importanti proteine che si chiamano tag junction, vanno a costituire quelle che sono le tag junction, che sono delle ammassi proteici che legano le cellule l'una con l'altra eh, ed evitano che le sostanze passino dal sangue eh, all'intestino o viceversa. Quando queste strutture si sfaldano, possiamo avere le entrate di diverse sostanze batteriche eccetera che sono importanti sollecitatori della risposta infiammatoria. Durante il periodo di transizione nell'epitelio ruminale queste sostanze si riducono. Un altro aspetto interessante, questi fattori, questi recettori di membrana, sono dei recettori di membrana che hanno lo scopo di eh, percepire quello che è un attacco di un patogeno come può essere un batterio, in particolare Parliamo di lipopolisaccaridi in questo caso, ma anche di altre eh, sostanze prodotte dai batteri che hanno il compito di far partire la risposta infiammatoria. Queste sostanze si abbassano nell'epitelio ruminare. Attenzione, non è un aspetto positivo il fatto che si abbassino, perché come vi dicevo prima è importante che la risposta sia efficace, tempestiva e anche abbastanza importante. In questo caso, infatti... Possiamo supporre una sorta di immunodepressione, quindi una difficoltà nel rispondere, nel reagire e quindi nel risolvere questo aspetto. È un altro esempio, un'altra prova che abbiamo fatto, che non c'entra col periodo di transizione, in cui vi faccio vedere come altre sostanze, quindi in questo caso stiamo parlando di agenti esterni all'organismo, micotossine. Determinano a livello di espressione del, eh, dei leucociti circolanti. La somministrazione di micotossine in questo studio ci ha mostrato una riduzione di alcuni importanti recettori. Come dicevo prima, che servono per far sì che la risposta infiammatoria immunitaria sia rapida e efficace, questi si riducono, e nello stesso tempo vanno a aumentare quello che è il meccanismo di apoptosi, di morte cellulare e anche questo potrebbe avere conseguenze eh, negative di immunodepressione per quanto riguarda il sistema immunitario. Le micotossine erano somministrate nella dieta e questo è l'effetto che abbiamo visto nei leucociti circolanti. Non sono riuscito a ridurre così tanto i tempi, comunque queste sono le conclusioni che ci mostrano come il sistema immunitario svolge un ruolo fondamentale, entra in moltissimi dei meccanismi che abbiamo visto prima e molti fattori lo possono stimolare. È importante come noi soprattutto prepariamo l'animale perché possa eh, rispondere prontamente a quello che è la sollecitazione che riceve. Eh, e questo è stato un po' anche il compito, o meglio... Mh, parte del compito che il progetto bene ha avuto e quindi ringrazio molte persone che mi hanno aiutato in questi anni a raccogliere queste informazioni e vi ringrazio grazie dottor Minudi abbiamo il coffee break e ci rivediamo qua alle 16.30 <coughs> Bene, iniziamo la seconda parte del primo giorno con la dottoressa Diana Giannuzzi del Dipartimento Daphne dell'Università di Padova, la sua relazione è relazioni tra profilo metabolico, produttività e qualità del latte e bovina. Grazie. Grazie al dottor Fantini per l'introduzione e buonasera a tutti. 30 minuti, eh, quindi sì. Assorbiamo, sì. assorbiamo il ritardo. Grazie. Comincio questa relazione. Dice questa relazione riprendendo il lavoro che vi avevo presentato l'ultima volta che ci siamo visti a dicembre, quindi con un po' un dove ci eravamo lasciati, ehm, sul campionamento effettuato con il progetto Benelat e che ci ha permesso di effettuare tutta una serie di eh, studi di cui poi vedremo l'evoluzione ehm, su Mille Frisone in due allevamenti dell'Emilia Romagna. Sono stati eh, il campionamento di questi dati, è stato abbastanza complesso eh, proprio per la mole di eh, fenotipi raccolti. Eh, infatti si è svolto in circa 15 campionamenti durante l'arco di un intero anno. Sono stati raccolti sia fenotipi del latte, quindi dalla composizione e qualità, mh, a parametri di coagulazione resa casearia, frazioni proteiche, quindi anche tutta la parte di componenti fini, quindi le fine components frazioni proteiche, acidi grassi e minerali. E poi tutto un set che mh, potesse essere da eh, mezzo di valutazione della salute, un po' come abbiamo visto anche nella nelle due presentazioni precedenti, quindi sia delle misure ecografiche epatiche, parametri ematochimici, Grazie. Parametri ematochimici e eh, misure morfometriche, dal BCS a tutta una serie di indicatori eh, per la, le misure, diciamo, dall'altezza al garrese, ehm, ci potessero dare un'idea della struttura morfologica e ehm, appunto come indicatore mh, di ehm, misura. Ehm, L'ultima volta appunto avevamo parlato della, delle relazioni e delle associazioni che gli acidi grassi come ehm, diciamo, parametro di fine components potessero avere, grassi misurati nel latte, potessero avere relazioni con i parametri di salute. Quindi, dalle misurazioni ecografiche ai parametri ematochimici di cui abbiamo già ampiamente parlato alle misure morfometriche. Una cosa interessante da notare, di cui vi parlerà a seguito il professor Cecchinato, è il fatto che di questi, di questi campioni abbiamo per ognuno anche stoccati gli spettri FTIR, quindi la, lo spettro di, eh, del medio infrarosso che è costituito da 1060 lunghezze d'onda, che è ancora un ulteriore dato eh, informativo. Se facciamo una banale moltiplicazione di, questi, di que tutti questi um, parametri otteniamo un numero molto elevato di dati che ci permette di avere una matrice di dati totale che può essere spezzettata in varie, in varie porzioni veramente ampie che ci permette di avere una valutazione complessiva di uh, un numero di animali decisamente elevato. Um, come vi dicevo, eh, lo studio che avevamo visto l'altra volta ci, ci ha permesso di osservare le associazioni tra gli acidi grassi e di fatto un, di, lo stress metabolico, inteso proprio, come ha spiegato il professor Trevisi, in, nel senso di distress e ustress. Questo perché, mh, e ci tengo a dirlo mh, già adesso, le frisone che abbiamo campionato sono tutti animali clinicamente sani. Con questo cosa si intende? Si intende un gruppo di animali cui, da cui sono stati esclusi tutti gli animali patologici, quindi clinicamente malati, con le, mh, di, le più diverse patologie, quindi da patologie riproduttive alla mastite, ma anche a patologie metaboliche conclamate come chetosi e acidosi. Di fatto, questo, questo ci ha permesso di avere un set di dati che contenga al suo interno proprio tutti quei soggetti, ovviamente sani ma anche i soggetti subclinici, i soggetti che potenzialmente si trovano alle code della popolazione e che quindi potrebbero presentare una patologia non manifesta, ma che in realtà influenza dati produttivi e poi anche tutta una serie di condizioni di salute nel tempo, quindi nella lunghezza dell'intera lattazione. Peraltro, questi, queste mille frisone sono state campionate eh, in, durante l'arco dell'intera lattazione, quindi noi abbiamo un quadro completo e anche una variabilità molto ampia di tutti i nostri parametri, sia di salute che eh, di, della parte latte. Come vi dicevo, eh, abbiamo misurato appunto il profilo acidico nel latte tramite tecnica HPLC e degli 89 acidi grassi che compongono eh, diciamo, il profilo acidico per ciascun campione, sono stati poi estratti con analisi multivariata otto fattori latenti, cioè fattori che potessero con, convogliare al loro interno una serie di acidi grassi che eh, abbiano caratteristiche chimico-biologiche simili, in modo da essere più efficienti nell'associarli diciamo, per caratteristiche biologiche. E sono stati appunto associati agli indicatori di stress metabolico che vi ho eh, citato prima. Il risultato di eh, questo studio è prevalentemente che gli acidi grassi a catena dispari, cioè gli odd chain, fatty acids, sono effettivamente gli acidi grassi come categoria che presentano la maggior parte di associazioni sia con il metabolismo energetico ma anche con la funzionalità epatica intesa come metaboliti del sangue e ecografie epatiche e poi con l'infiammazione ancora una volta misurate anche queste come metaboliti del sangue. Il risultato di questo studio che avevamo visto a dicembre in una fase preliminare è stata la pubblicazione su una rivista di settore, che è quella dei Animals, mm, e quindi a questo punto, diciamo, questa prima fase di unione tra fine components e stress metabolico si è un po' conclusa. E allora ci sono venute nuove idee, sempre su questo grosso dataset che abbiamo. E le idee sono partite eh, sempre dal marker ematochimico, quindi dai 28-29 metaboliti del sangue. La domanda che ci siamo posti è Sappiamo che sono marcatori di stress in senso generale, cioè quando si parla di salute il marker ematochimico ci dà: non è una informazione che abbiamo diciamo, rilevato noi, ma è un'informazione che sappiamo. Eh, ci dà un'informazione chiara sullo stato momentaneo de dell'animale in quel momento, quindi se è in uno stato di salute buono, a rischio oppure eh, patologico. La domanda che ci facciamo è: il marker ematochimico ci può dare informazioni in associazione ai parametri di produzione? Se sì, in che modo? Quanto è associato? Quindi, diciamo che abbiamo provato a dare una risposta a questa domanda, perché ci verrebbe da dire di sì, però forse non sappiamo, forse gli animali patologici, ma quelli sani, quelli clinicamente sani, come quelli che abbiamo in questo dataset e allora siamo tornati. Torniamo al nostro, al nostro dataset. Abbiamo ampliato il dataset aggiungendo altri 400, 400 dati campionati, quindi altri 400 frisone. Questa volta eh, quindi abbiamo anche allevamenti veneti, quindi un dataset un po' più ampio anche a livello loco regionale. E mh, la cosa assolutamente interessante di nuovo è che abbiamo sempre animali clinicamente sani. Qui posso aggiungere. E su queste 400 frisone che appartengono al progetto LATSAN, che è un, progetto, un altro progetto in cui siamo in collaborazione sempre con l'UNICAT. Abbiamo anche animali che sono stati poi diagnosticati come subclinici alla mastite. Quindi, questa è una cosa successiva: clinicamente sani all'apparenza, ma poi in realtà al batteriologico positivi. Quindi Abbiamo anche questa informazione in più, quindi un subset degli animali, circa centinaio avevano anche questa caratteristica. Questa volta, quindi, l'associazione che, eh, che abbiamo fatto è un'associazione tra composizione e qualità e i parametri ematochimici. Eh, giusto per rivedere le categorie, le macrocategorie del profilo metabolico del sangue che viene effettuato qui a Piacenza, di cui avete già visto. Parte ehm, negli studi che hanno mostrato Minuti, dottor Minuti e il professor Trevisi: abbiamo una parte di indicatori del metabolismo energetico, quindi NEFA, BHB, glucosio, colesterolo, urea e creatinina. Quindi un set di indicatori dell'infiammazione, quindi le proteine totali, le globuline e ceruloplasmina, aptoglobina e mielo perossidasi. Indicatori di funzionalità epatica, ancora appunto le proteine di fase acuta negativa, le albumina, paroxonasi, AST, ALP, GGT che sono enzimi epatici e la bilirubina totale che insieme alla creatinina ci dà anche un'idea della funzionalità renale. E quindi indicatori di stress ossidativo sia diciamo, in senso negativo, quindi eh, i metaboliti reattivi dell'ossigeno totali e i prodotti ossida di ossidazione delle proteine, quindi ROM T e AOP e dall'altra invece una misura dello, de, degli antiossidanti, quindi i gruppi tiolici totali, gli SHP, che sono di fatto omocisteina, cisteina e alcuni gru gruppi sulfidrilici eh, dell'albumina, e le FRAP. Eh, infine abbiamo anche una serie di, di minerali sierici, quindi calcio, fosforo, zinco, sodio, magnesio, Potassio e cloro, eh, diciamo che il set di, meta di metaboliti è molto molto completo, ci permette di esplorare diversi aspetti, quindi non solo eh, patologie dello stato metabolico classicamente dette, quindi chetosi in particolare o statosi epatica, ma anche tutta una serie di ehm, condizioni infiammatorie, mh, sistemiche, magari anche una low inflammation che persiste nei soggetti. Che è spesso anche associata allo stress ossidativo. Quindi queste due grosse categorie tenetele a mente perché poi vedrete che torneranno anche nei nostri risultati. Quali sono le variabili che abbiamo considerato invece per la produttività? A livello di quantità abbiamo considerato produzione totale, chili di grasso, chili di proteine, e chili di lattosio, e quindi una variabile completa che è l'energia escreta nel latte giornaliera, che è il DIMEO. Per la qualità abbiamo considerato proteina, caseina e grasso percentuali e l'urea, e quindi parametro di sanità, che è sempre una delle componenti del, del latte che facilmente gli allevatori hanno disponibile, che è il lattosio, che noi abbiamo categorizzato di sotto di sanità, perché tendenzialmente il tipo di informazione che ci dà è più legata a questioni sanitarie piuttosto che alla qualità strettamente intesa come tale. Eh, abbiamo anche altri parametri di sanità come sono per esempio le cellule somatiche, il pH, la conducibilità che sono all'interno del nostro dataset però magari saranno oggetto di eh, altre analisi successive. Diciamo che questi sono i parametri anche per avere un po' un'idea preliminare di quello che stiamo guardando. Quanto è impattante il profilo ematochimico su questi parametri. Per quanto riguarda i risultati e riferimento alla quantità. Eh, vi mostrerò ora allora i risultati prevalentemente di produzione totale e di Meo, poiché ehm, allora c'è sicuramente da dire che le significatività sono molto elevate e tante per tutti questi parametri. Eh, un aspetto interessante è che è sicuramente la produzione a trascinare sia chili di grasso, chili di proteine e chili di lattosio, perché poi come vedremo nella qualità le significatività sono diverse. Quindi la scelta di mostrarvi adesso nei risultati produzione totale e eh, energia escreta nel latte è perché all'interno dell'energia escreta nel latte, come vedete da questa formula qua sotto, eh, permette di considerare anche le componenti di qualità, quindi anche grasso, proteina e, e lattosio, eh, con i loro coefficienti per valutare l'energia escreta. Per avere un riferimento, quello che ci aspettiamo sono circa 100 MJ. Come stato di salute per chi non avesse dimestichezza con questo tipo di parametro, cominciando ecco dagli indicatori di metabolismo energetico, la prima che vi propongo è il glucosio, che ci aspettiamo essere chiaramente associato alla produzione totale. Una cosa interessante è che quello che vediamo qui è chiaramente. Non so se ho il puntatore, forse funzionerà. Uso il mouse, se si vede. Ok, perfetto, scusate. Eh, oh. eh, la cosa che qui è evidente è che eh, la nostra porzione, diciamo, di eh, andamento è mh, mancante della porzione patologica, perché chiaramente i nostri soggetti sono clinicamente sani. Quindi eh, nella nostra porzione viene a mancare eh, la parte che sarebbe alla sinistra del nostro grafico in cui abbiamo il glucosio molto molto basso, in cui chiaramente gli animali non hanno produzioni alte perché si trovano in condizioni di, i, i, ipo, ehm, di ipoglicemia. Ehm, nella, come vedete qui nell'asse delle Y non abbiamo la produzione totale in chili. E qui invece in, nell'asse delle X notate le quattro classi in cui sono stati suddivisi i parametri ematici con le medie stimate per classe, quindi qua sotto troverete sempre ecco, questo dato. La cosa assolutamente interessante è che la classe che presenta glucosio in quantità più elevate ha una diminuzione di circa 5 kg di latte. Tutto questo ovviamente lo ribadisco adesso, poi non lo dico più, poi esagero, ma in condizioni di animali clinicamente sani, cioè in animali che comunque hanno uno stato produttivo buono, perché guardate comunque si parla dai 32 ai 37 kg. Eh, giornalieri. Mm, la cosa interessante è che quello che si osserva qui è sicuramente un effetto di protezione in quei soggetti in cui eh, il glucosio eccede la eh, potenziale met metabolismo eh, utile, quindi c'è una maggiore produzione di insulina e con tutta probabilità quindi eh, si va in protezione rispetto all'acidosi. Quindi eh, notiamo come l'andamento sia decisamente netto e l'andamento eh, speculare a specchio lo osserviamo per l'energia escreta con una perdita di 13 megajoule. Per il colesterolo osserviamo invece un andamento inverso dove ovviamente eh, la condizione subottimale si trova qui, quindi nella fase, nel, 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 dove abbiamo una media stimata di colesterolo più bassa e, e questo sempre, mh, per come era stato anche spiegato dal dottor Minuti, un'associazione re, relativa alla presenza di VLDL nel sangue. Eh, i soggetti che presentano un mediamento un colesterolo più basso e quindi indirettamente una quantità di VLDL inferiore hanno un'efficienza minore nella omeostasi a livello di ehm, trasporto di triglicerolo al di fuori del fegato e quindi ci aspettiamo comunque una produzione tendenzialmente più bassa. Ancora una certa e qui abbiamo una perdita di 4,5 circa kg di latte. Allo stesso modo troviamo poi risposta speculare ancora nell'energia escreta. Quindi vedete che questi due diciamo, indicatori ci dicono sempre un po' la stessa cosa. Nella produzione totale, quindi a livello di chili, è sicuramente molto impattante, però anche a livello di energia escreta noi sappiamo che questo ha un importante impatto poi finale anche sul latte stesso. Per quanto riguarda gli indicatori di stress ossidativo, anche qui è un andamento che ci aspettiamo, per quanto sia decisamente marcato. Qui parliamo tutti di significatività molto basse, molto importanti, quindi sotto lo 0.001, anche le precedenti che vi ho mostrato. E anche qui osserviamo che in condizioni di stress ossidativo, diciamo sopra la soglia dei 17 mg di perossido di ossigeno, abbiamo comunque già sopra la soglia dei 17, già una condizione tendenzialmente problematica. E infatti, come vedete, la classe dei soggetti che presentano ROM più alti ha una perdita di 5,5 kg di latte. Stessa cosa la troviamo nel, nel DIMEO, ancora una perdita di 14 MJ. Altro parametro che ho scelto di mostrarvi è l'albumina che è, come abbiamo visto prima è un indicatore di funzionalità epatica, di fatto è una proteina negativa di fase acuta e ehm, diciamo essendo prodotta al 90% nel fegato una sua alterazione anche minima è chiaramente segno di una tendenza allo stress, diciamo a un overload epatico e infatti qui osserviamo ancora una volta che a tendenze basse di albumina, abbiamo una perdita di 4 kg di produzione di latte, ancora associato, come vedete, speculare nel Dimeo. E qui non siamo in range esageratamente, 34.3 non è un range esageratamente patologico, anzi direi che rimaniamo abbastanza nella fisiologia, però comunque tendiamo a un abbassamento, quindi vedete com'è netto il, il trend di discesa. E qui arriviamo agli indicatori di infiammazione. Ho scelto il parametro che in generale ha eh, la più alta significatività anche a livello proprio statistico ed è la ceruloplasmina, che come ci dicevano precedentemente è una proteina di fase acuta, eh, che ha una lunga durata peraltro nell'organismo, quindi ci dà un'idea dell'infiammazione in un tempo, cioè permane per un tempo abbastanza lungo, parliamo di giorni, quindi chiaramente... È un indicatore abbastanza importante dello stato infiammatorio dell'animale in senso lato, cioè non momentaneo, a differenza di altri come può essere l'aptoglobina. E qui vediamo una perdita di 6,5 kg di latte nel gruppo che presenta la ceruloplasmina a livelli più elevati. E così osserviamo anche per il Dimeo. Passiamo quindi ai risultati sulla qualità. Ci sono associazioni tra i metaboliti e la qualità del latte? Poche, le significatività sono trascurabili, sono prevalentemente significatività statistiche, non abbiamo effettivamente degli andamenti chiari eh, nei confronti di grasso, proteine e caseina percentuali. Al contrario, per l'urea nel latte chiaramente sì abbiamo significatività importanti, ma prevalentemente associate a eh, parametri del sangue che chiaramente sono associati all'urea, tra cui l'urea nel sangue, come sappiamo la correlazione tra i due è molto alta, la creatinina che è associata ad entrambe e i metaboliti dell'energia poiché di fatto l'urea è una misura del feed intake e delle, comunque delle condizioni eh, di assunzione di proteina nei soggetti. Il prossimo passaggio diciamo, per completare il quadro dei risultati di associazione tra metaboliti e qualità è sicuramente quello di valutare le associazioni dei caratteri tecnologici di resa casearia, ma anche mh, di tutto ciò che riguarda le fine components, quindi mh, frazioni proteiche e minerali. E il lattosio? Allora il lattosio sappiamo essere mh, un componente idrosolubile e presente in soluzione nel latte, questo lo rende particolarmente sensibile a variazioni della barriera ematomammaria. Non per niente è noto eh, da numerosi studi e comunque è abbastanza accertata la sua eh, associazione con patologie locali della mammella come ad esempio le mastiti. È peraltro un parametro molto stabile che generalmente sta intorno ai 5, al 5% e si discosta raramente da questa, mh, da questa sua eh, condizione. Noi qui lo mettiamo in associazione però a parametri sistemici. Allora la domanda è: il lattosio è sempre comunque, è comunque associato anche a condizioni sistemiche? Questo è quello che osserviamo nei parametri del metabolismo energetico. Qui ho messo colesterolo e albumina, energetico ed epatico. L'albumina è anche parzialmente un indicatore infiammatorio, quindi diciamo che racchiude un po' più di cose. Anche qui osserviamo come. Eh, di nuovo, il lattosio, un po' come avevamo osservato anche per la produzione, le percentuali di lattosio si abbassano quando si hanno quantità di colesterolo più basse, quindi anche qui ci rispondiamo a una condizione tendenzialmente di stress epatico, è captata comunque da una diminuzione del lattosio, sempre significativo, eh, tutto questo ha ovviamente mh, una significatività. E per la stessa cosa per l'albumina ancora vediamo che lattosio più basso è comunque sintomo anche di un'albumina più bassa, quindi vanno in associazione ed entrambi portano a, a un'idea di condizione infiammatoria generale. E poi rivediamo un po' gli stessi risultati anche per i parametri propri dell'infiammazione dell'immunità innata e dello stress ossidativo. Infatti come vedete anche qui la ceruloplasmina quando in alte concentrazioni ha comunque un'associazione con lattosio più basso e allo stesso modo il ROM-T, quindi lo stress ossidativo, ancora quando è elevato si trova ad avere, ci troviamo ad avere il lattosio tendenzialmente più basso. Quindi sicuramente il lattosio è sensibile anche a variazioni sistemiche, come vedete le variazioni sono molto piccole perché eh, la variabilità del lattosio è comunque ridotta, però all'interno di, di queste piccole variazioni c'è comunque una forte significatività. Infine ehm, ci tenevo a mostrare eh, mh, una slide sui minerali ematici perché mh, sono molto interessanti le associazioni del lattosio con zinco e potassio. Eh, parto dal potassio visto che prima mh, eh, il professor Trevisi aveva mostrato come il potassio avesse una relazione col benessere e anche qui vediamo che in condizioni tendenzialmente di ipocaliemia mostrano eh, delle associazioni con un lattosio più basso. Mm, noi sappiamo che poi il, tendenzialmente il potassio è legato a eh, questioni di ingestioni ridotte, mm, la soglia che abbiamo qui abbiamo una media di 3,70, tendenzialmente già 3,50 è una soglia da attenzionare, quindi comunque ci troviamo davanti a soggetti che hanno una, non dico carenza, però una blanda ipocaliemia. E quindi eh, è molto interessante vedere che anche il lattosio subisca le stesse tipi di andamenti, eh, quindi una discesa del lattosio in associazione col con la discesa del potassio. Lo zinco ha un andamento che spesso ritroviamo eh, quando osserviamo lo zinco in associazione con diversi parametri del benessere, quindi una, una quadratica negativa: dove sia le classi di basso zinco sia la classe di alto zinco mostrano avere ripercussioni sul lattosio. Eh, sicuramente sappiamo che quantità di zinco più basse sono spesso associate a condizioni infiammatorie, così come eh, riduzione del lattosio. Quindi troviamo una risposta ehm, quasi sempre associata dove ce l'aspettiamo, ed è molto interessante che questi parametri ehm, vadano in associato e possano essere considerati insieme e associati. Le conclusioni quindi di quello che abbiamo osservato sono sicuramente che la ceruloplasmina e i ROM-T, quindi diciamo, lo stato infiammatorio e eh, lo stress ossidativo, sono sicuramente le due macrocategorie che eh, sono più frequentemente associate a produttività e qualità del latte. E un'altra cosa che abbiamo osservato veramente interessante è il fatto che il lattosio non è solo, non è solo diciamo, le variazioni del lattosio non sono solo segno di eh, mastite subclinica, quindi condizione, o, o anche clinica, ma associate a una condizione locale, ma sono spesso, è spesso associato anche a condizioni infiammatorie sistemiche. E, riguardo alle prospettive future, il punto sollevato anche dal dottor Minuti sul fatto dei prelievi di sangue è importante. Il prelievo di sangue è un punto, un gold standard importantissimo, però chiaramente non è facilmente ripetibile più volte e su larga scala negli allevamenti. Quindi l'ideale eh, chiaramente è poter predire questi diversi indicatori anche con sistemi mh, facilmente utilizzabili e sempre presenti eh, in allevamento, come per esempio la spettroscopia ad infrarosso. Eh, ve ne parlerà il professor Cecchinato più nello specifico, ma sicuramente la potenzialità è di essere non invasivi, immediati e precisi, seppur chiaramente con una differenza rispetto al gold standard, ma vedrete ehm, le capacità predittive sono davvero ottime per una, una serie di parametri, tra cui anche quelli dell'infiammazione, e poi la possibilità, nel caso in particolare del vicino infrarosso, dell'implementazione in line implementazione in line che di fatto prevede la possibilità di poter osservare questi parametri qualora le equazioni di calibrazione lo permettano per, per um, accuratezza, di poter fare questo tipo di stime anche due volte al giorno, tutti i giorni. Quindi assolutamente una, una cosa interessante ed utile. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e insomma, ecco, spero che di essere stata chiara. Dottoressa, chiarissimo e interessante, una piccola domanda per capire, poi me la dimentico. Cioè. I dati che sono stati analizzati: le bovine erano ovviamente in lattazione, e il fattore gravida, non gravida, sono tutte gravide, tutte vuote, eh, misto? Questo non lo saprei dire, penso di non poterlo dire. Allora, nel modello sono stati considerati eh, tre fattori fondamentali: lo stato di lattazione, l'ordine di parto e l'effetto allevamento dato a controllo sul dato della, dello status della gravidanza non l'abbiamo considerato ma può essere effettivamente mm. ce l'abbiamo nel senso che abbiamo a disposizione queste sono aziende che sono monitorate ci sono i dati di fecondazione e anche le diagnosi di gravidanza okay. per cui può essere ricavato sicuramente sono a parità diciamo di lattazione questa è una cosa che sì, forse eh, Diana non ha, non ha detto sì. e quindi tutte quelle stime che ha fatto vedere sono corrette, sono depurate diciamo, da potenziali effetti legati al fatto che una vacca potesse essere in uno stato postpartum, quindi fresca, media o okay. late lactation, quindi questo sicuramente è così come l'ordine di parto. ecco Sullo status di gravidanza, effettivamente si può anche introdurre, essendo una variabile binaria che possiamo recuperare agilmente. Grazie. Okay, grazie a te. Allora l'ultimo intervento. Si Dice il dulcis in fundo, non perché finisce il congresso, ma perché è molto interessante questo quest argomento. Quindi abbiamo la spettroscopia all'infrarosso per il monitoraggio del benessere e della qualità delle produzioni animali. Professor Alessio Cecchinato, del Dipartimento DAFNE dell'Università di Padova. Grazie al dottor Fantini per l'introduzione, grazie anche ai colleghi di Piacenza per l'invito. È sempre un piacere ritornare qui in questa in questa aula, in questo campus. Eh, appunto io vi parlerò di spettroscopia all'infrarosso e di fatto cercherò di condensare quelli che sono stati due anni e mezzo, quasi tre di, di lavoro all'interno di, di progetti che sono stati portati avanti di concerto con l'Università Cattolica, il CNR <ride> e grazie al contributo della, della Regione Lombardia. Eh, spettroscopia all'infrarosso, ovviamente io tralascerò i dettagli tecnici, ingegneristici. Sapete che insomma è una, met una metodica analitica che sfrutta quella che è l'interazione tra um, una radiazione elettromagnetica, in questo caso collocata nel nella zona dell'infrarosso e una matrice organica. Matrice organica che nel nostro caso appunto, è il latte. Sul perché del latte eh, ce l'ha già raccontato Diana, eh, non mi dilungo, faccio solo una, eh, diciamo, un richiamo a quanto aveva fatto vedere Martino all'inizio sulle due bovine, eh, la bovina degli anni 70 mi pareva si chiamasse Fiammetta e la bovina eh, moderna diciamo, del Daily Show di oggi mi pareva si chiamasse Vanda. Per dire che cosa? Che quella che una volta era il contributo, l'importanza della mammella sull'animale, sull che poteva essere negli anni 70, di un 5% circa sul, sul, sul peso dell'animale, oggi è più che raddoppiato. Insomma, parliamo di una mammella che conta anche più del 10-12%. Se poi parliamo anche in termini di fabbisogni energetici, possiamo dire che la produzione di latte assorbe quasi i due terzi insomma, del, 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 del totale dei fabbisogni. Per cui è abbastanza intuitivo pensare a quello che è il ruolo eh, centrale, metabolico della mammella eh, nel eh, dirci, nel raccontarci anche un po' come sta l'animale. Noi dal latte possiamo infatti sapere se un animale sta dimagrendo, se sta dimagrendo. Anche in modo eccessivo, ad esempio valutando alcuni acidi grassi che sono eh, diciamo frutto delle mobilizzazioni di pose, pensiamo a quelli a lunga catena, <coughs> steorico, stearico e oleico ad esempio, possiamo sapere se una bovina è gravida o non grave, insomma dal latte oltre alle proteine e al grasso possiamo ricavare molte, molte informazioni. Quindi questa è la premessa che ci tenevo a fare ed è il motivo per cui ci siamo. E ci stiamo concentrando sulla, sulla matrice latte e non sul sangue, proprio perché risulta essere una preziosissima fonte di, di informazioni. Ora, sulla tecnologia, mh, non è il mio obiettivo quello di fare dei confronti tra strumenti, nel senso che adesso andrò a descrivere due, mh, eh, due tecnologie, due device, due dispositivi che sono completamente diversi da un punto di vista costruttivo, da un punto di vista anche. Del funzionamento ottico, eh, quindi mi limiterò a descrivere quelle che sono le peculiarità e dovrò anche fare una sintesi. Inizio con. Uh, questo primo strumento appunto che è un device che viene installato all'interno degli impianti di mungitura proprio a fianco dell'attometro, che eh, di fatto risulta essere una tecnologia israeliana. Noi abbiamo avuto la possibilità, apro e chiudo una parentesi, di lavorare anche su questo dispositivo grazie a una collaborazione con l'azienda proprio israeliana che ha inventato questo strumento appunto che è l'Afimilk. Eh, in Israele e grazie alla, al concessionario, all'azienda che vende eh, queste strumentazioni, appunto che è la TDM Nutri Service e grazie a un finanziamento del Ministero degli affari esteri de, 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 eh, nello specifico di cooperazione Italia Israele, siamo riusciti a eh, diciamo disporre di tutte le informazioni che. Stanno diciamo, all'interno di questa strumentazione, quindi non è solo un utilizzo di una, di una predizione, ma abbiamo avuto anche accesso al, mh, ai dati di, che sono stoccati all'interno di un cloud che abbiamo condiviso appunto con, con il Kibutz israeliano. Parliamo di uno strumento, quindi ottico, uno spettrometro che lavora nel vicino infrarosso: quando dico vicino infrarosso, intendo dire una regione che si colloca più o meno tra 400 e 1000 nanometri, ma che eh, all'interno di questo range, eh, di fatto. Utilizza solo pochissime lunghezze d'onda, sono 32 e che sono state scelte eh, diciamo, grazie a, a studi precedenti, quindi non è una novità, è una cosa che è stata messa a punto diversi anni fa. 32 lunghezze d'onda che sono ovviamente sottoposte a copyright, ma che ci possono dare tutta una serie di informazioni. Qual è l'altro aspetto peculiare di questo strumento? È un qualcosa che ci permette di ottenere un'analisi del latte ad ogni sessione di mungitura e per ogni animale, per cui potenzialmente due mungiture al giorno per tutti gli animali in lattazione. Eh, grazie alla collaborazione dell'azienda Fugazza, all'interno della quale abbiamo installato, sempre grazie a questo progetto, il dispositivo, e grazie all'azienda CERZO ehm, abbiamo appunto portato avanti questo studio. Altro aspetto importante e peculiare di questo strumento è che ci consente di ottenere delle stime, che sono di fatto delle stime eh, che tengono conto anche di tutta una serie di, di covariate, eh, che sono appunto, come si diceva prima, lo stato di lattazione e l'ordine di parto. Quindi ogni diciamo, equazione di calibrazione di fatto è una calibrazione che è ritagliata, passatemi questo termine, per ogni specifico animale, nel senso che possiamo costruire un'equazione per un animale che è all'inizio della latazione, a metà o a fine latazione, perché ogni eh, singolo dato è di fatto ricondotto all'animale all'interno del software AFI, eh, Afi Pharma. L'altro dispositivo ovviamente molto più conosciuto e anche, diciamo studiato da, per questo tipo di finalità è appunto il Milcoscan che è presente all'interno di tutti i laboratori che di fatto sono preposti ai controlli funzionali ha una tecnologia come dicevo prima completamente diversa per cui parliamo di uno strumento che copre diciamo una regione che va in termini di nanometri, dai 2500 fino ai 25000, quindi anche un range molto, molto più ampio e che contempla non più 32 singole lunghezze d'onda, ma 1060. Quindi capite bene che anche la quantità di informazioni è decisamente più, ehm, più elevata e ovviamente risulta essere molto più informativo da un punto di vista se non altro eh, spettroscopico. Il limite, se vogliamo chiamarlo limite, è il fatto che di questi eh, dispositivi, ovviamente, noi possiamo per ciascun allevamento, per ciascun animale, disporre di un dato mensile che è quello appunto dei, dei controlli funzionali. Quindi, non un dato giornaliero eh, diciamo, che viene stoccato di routine in line eh, negli, negli impianti di mungitura. Al, al di là e al netto di questa descrizione di, di, di tipo diciamo così, ehm, di, di, di hardware, di dispositivo, quello che a noi interessa è che da questi due strumenti siamo riusciti a. Sfruttare le singole lunghezze d'onda, grazie appunto alle collaborazioni, eh, ovviamente di ricerca, ehm, che ci hanno permesso di costruire delle equazioni. Quindi, di fatto, ogni ehm, equazione di fatto contempla o 32 lunghezze d'onda, che sono quelle dell'AFILAB, o 1060 lunghezze d'onda, che sono quelle del, del MILCOSCAN. Il risultato, però, è il medesimo. Quello che a noi interessa alla fine è ottenere. Una predizione, quindi un dato predetto mh, che parte da questo spettro grezzo eh, dal quale noi riusciamo a sviluppare un'equazione un di predizione. Questo è un esempio della oramai stracitata ceruloplasmina ehm, che viene misurata nel sangue. Questa è una, una cosa importante che ci tengo a dire, perché noi normalmente, quando parliamo di spettroscopia, pensiamo sempre a qualcosa che possa catturare un'informazione. Del latte, ovviamente è anche abbastanza intuitivo pensare che va a leggere quelli che sono i legami chimici, per cui i legami che ne so, delle proteine, i eh, legami carbossilici, eh, la componente del grasso, del lattosio. Sono tutte equazioni che hanno, nel caso del Milcoscan R quadro, anche del 99%. Quindi è abbastanza intuitivo pensare che una spettroscopia all'infrarosso che legge appunto. Eh, diversi gradi di assorbanza dovuti proprio ai legami chimici possa dare delle informazioni per grasso, proteine e lattosio. Ma da un punto di vista diciamo, ematico, perché poi il gold standard che noi abbiamo utilizzato di fatto non è il latte, è il sangue, che cosa ci può dire questo spettro? Beh, questa è una cosa un po' complessa che ovviamente io non, non è, non, adesso non ho il tempo per entrare nei dettagli, ma... Mi limito a dire che cosa? Che noi possiamo sfruttare delle associazioni dirette perché per esempio troviamo alcuni metaboliti del sangue anche nel latte, ad esempio la ceruloplasmina, ma in questo caso vedete che questi segnati con la linea eh, non tratteggiata ma solida e più grossa sono quelli che ovviamente vengono trasferiti e che troviamo anche dal sangue, li troviamo nel latte. E poi ci sono degli altri metaboliti che invece vengono catturati grazie alla spettroscopia perché c'è una sorta di variazione che ovviamente comporta una variazione metabolica dell'animale che si riflette nel latte, quindi una sorta di impronta, di fingerprint che noi possiamo catturare nel latte e che per associazione indiretta riflette quello che avviene nell'animale. È ovvio che per fare questo tipo di, di studio noi dobbiamo disporre appunto del gold standard, quindi ovviamente bisogna pensare che mh, per poter sviluppare equazioni di predizione bisogna avere intanto una un gruppo o dei gruppi di persone che possano andare in stalla a prelevare il campione e qui devo dire che non smetterò mai di ringraziare tutti i ragazzi che da diverso tempo stanno lavorando e hanno lavorato tra l'altro nel periodo più buio della, 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 degli ultimi anni, durante proprio il lockdown per cui hanno diciamo, operato anche in condizioni estreme. Ringrazio anche l'azienda Fugazza che ci ha aperto le porte, che è stata... Sono stati veramente gentili e cordiali nei nostri confronti e, ovviamente, grazie anche a chi ha sviluppato, poi, o meglio, ha prodotto i dati analitici. Per cui, per quanto riguarda il latte, abbiamo un laboratorio latte. All'interno di DAFNAE e Lara Veneto, Marco Franzoi e, e Sofia Ton che ci hanno aiutato moltissimo nelle, in tutte le analisi e anche nella fase di stoccaggio degli spettri ma nel medio infrarosso. Per quanto riguarda invece il profilo ematico, eh beh, qui ovviamente eh, Piacenza, e il laboratorio di Erminio Trevisi, che insomma, ha dato, ci ha dato la possibilità di disporre insomma, di questi dati così accurati ehm, e che ci hanno permesso di sviluppare le equazioni di predizione. Ora, sulle equazioni, eh, so che domani, mi diceva Stefano Biffani prima, parlerà di machine learning methods, quindi di metodi di, di apprendimento. Automatico. Io non ho il tempo adesso per approfondire. Mi limito solo a dirvi che tutte queste equazioni che adesso vi farò vedere sono state sviluppate utilizzando degli algoritmi abbastanza insomma, sofisticati e che sono oramai insomma, fanno parte delle nostre eh, pipelines da, 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 da un po' di tempo e che ci consentono di utilizzare dei metodi di apprendimento che eh, di fatto sfruttano diversi tipi di. Di approcci, eh, quello diciamo più noto è che noi abbiamo utilizzato appunto il gradient boosting machine, eh, che si basa sullo sviluppo di alberi decisionali che attraverso un processo interattivo minimano a ridurre la, la varianza di errore e attraverso processi iterativi che ci consentono di fare una sorta di stacking ensemble, di, di allineamento e di eh, diciamo impilamento di questi modelli e, e che di fatto ottimizzano al massimo la, la predizione. E rispetto alla PLS noi abbiamo <coughs> già pubblicato dei lavori, risultano essere più performanti, l'unico limite che hanno è che necessitano di potenza di calcolo, ma ad oggi questo non è più un limite perché esistono server insomma, che ci consentono di poter operare. In remoto in maniera abbastanza agile. Ora eh, vi faccio vedere quelli che sono stati i risultati per quanto riguarda l'AFILAB, sia per quanto riguarda la parte diciamo, relativa al latte, sia per quanto riguarda la parte relativa al sangue, i metaboliti del sangue, eh, come vi dicevo appunto, AFIMilk, eh, TDM, Nutriservice e l'Università Cattolica. Eh, in questo caso appunto parliamo di 500 animali prelevati in due allevamenti. Eh, le analisi del sangue ovviamente sono state fatte con tutti i protocolli. Quindi, ovviamente, prima della somministrazione del pasto abbiamo catturato tutti gli animali, veniva fatto un prelievo di sangue in modo, in modo tale da minimizzare la variabilità ambientale. Per quanto riguarda il latte, anche qui in questo caso ovviamente il latte veniva raccolto secondo un protocollo di prelievo e refrigerazione. Analisi entro due giorni al massimo dal prelievo e eh, quindi. Gold standard relativi ai caratteri tecnologici e parametri ematici assieme agli spettri del vicino infrarosso, come vi ho spiegato poc'anzi, ci hanno permesso di costruire questi eh, modelli di predizione che hanno eh, di fatto restituito anche dei, dei risultati che per quanto riguarda il latte, adesso vi farò vedere, sono anche abbastanza interessanti. Ecco, non mi soffermo su, sullo scenario di validazione, ma eh, ci tengo a dirvi che tutte... Le prove e gli sviluppi che abbiamo fatto sono stati fatti tenendo conto di un principio ehm, che cerco adesso di sintetizzarvi, cioè tutti i campioni che sono stati utilizzati per costruire le equazioni erano indipendenti rispetto a quelli di validazione, cioè abbiamo sempre cercato di utilizzare un, un approccio abbastanza conservativo per cui il, il, il dataset utilizzato per la, lo sviluppo delle equazioni era indipendente rispetto a quello eh, di validazione, sia per quanto riguarda questo scenario di random cross validation in cui gli animali sono stati pescati per nove volte eh, casualmente e poi testati su un set di dati indipendenti, quindi questa prima linea è la Um, è il training, questa è la, la, la validazione. Sia per quanto riguarda eh, lo sviluppo delle equazioni considerando i batch di campionamento, quindi non più casuale, ma us usando i sei batch di campionamento, questo è ancora più conservativo eh, di questo, e poi mh, facendo una cosa banalissima, cioè sviluppando le equazioni nell'azienda eh, di Fugazza, per poi, del gruppo Garagnanino di, di Piacenza, per poi svilupparle, scusate, validarle e testarle nell'azienda nell Cerzo. Eh, io ovviamente qui vi faccio vedere una sintesi, per quanto riguarda i caratteri tecnologici vi riporto eh, ovviamente quella che è la correlazione tra il dato predetto e osservato, quindi immaginatevi che per ogni carattere è stato appunto, prodotto un grafico di questo tipo, così come lo vedete qui sotto. Eh, queste sono le correlazioni predetto osservato, ho fatto una media mh, rispetto ai 9 faults, questo è il primo scenario, negli altri due scenari abbiamo una perdita di qualche punto percentuale ma non molto, tuttavia sono degli R-quadro di equazioni che si aggirano attorno al 60%, per cui quindi una correlazione predetto osservato attorno all'80% per il tempo di coagulazione, il tempo di rassodamento, la consistenza del coagulo, eh, tutta una serie di altri parametri. Che noi deriviamo da una modellizzazione fatta con questo modello biesponenziale esponenziale che ci consente di sfruttare i dati stoccati per ogni animale ogni 15 secondi su un, uh, un tempo di 60 minuti, per cui sono 240 punti per ogni animale che vengono di fatto modellizzati e che ci permettono di ottenere una sorta di dinamica di ascesa di questa curva e una dinamica di discesa più tutta una serie di altri parametri che ne descrivono, diciamo. La, la, il comportamento nel momento in cui viene addizionato il caglio nel latte, quindi un qualcosa diciamo, che mh, di fatto aggiunge, un elemento, aggiunge degli elementi ulteriori rispetto ai classici RCT K20 A30. Per quanto riguarda la resa, eh, abbiamo anche applicato un modello di microcasificazione, micro anzi, nanocaseificazione, ovviamente è un indicatore, ma è di fatto un qualcosa che ci permette di. Eh, ottenere una stima della resa percentuale, della resa in sostanza secca, della resa in acqua e poi anche dei bilanci, li chiamo così, nel senso che ci dicono in buona sostanza qual è la quantità di proteina che viene intrappolata all'interno della cagliata, quantità di grasso e quantità di sostanza secca. Anche in questo caso, come vedete, i parametri sono risultati essere eh, buoni e quindi ovviamente i risultati sono molto interessanti. Un altro. <coughs> sottoprodotto di questa analisi che ovviamente io vi faccio solo vedere ma sul quale non posso fare nessun tipo di come dire, speculazione scientifica nel senso che io vi posso dire che la, la lunghezza d'onda numero 16 risultava essere quella più informativa ma non so dirvi all'interno di questi 400 e 1000 nanometri di, di, di spazio, diciamo, dell'elettromagnetico, non, non so dirvi esattamente a quale corrisponde. Quello che possiamo vedere è che per quasi tutti i parametri demografici, non vi faccio vedere gli altri, ma quasi tutti hanno una sorta di QTL, un marcatore, chiamiamolo, in questo caso eh, che è quello dello spettro elettromagnetico, che vedete che ha un segnale. Eh, più forte rispetto agli altri. Ecco, questo è interessante, soprattutto ovviamente torna col fatto che queste 32 lunghezze d'onda sono state appositamente selezionate perché risultano essere eh, informative, per cui ovviamente un motivo c'era e questa è la dimostrazione. Per quanto riguarda i parametri ematici, ehm, eh, non entro in dettagli, ma vi dico solo che ovviamente i risultati non sono stati così soddisfacenti come per quanto riguarda il latte. Eh, vi segnalo solo il dato dell'aptoglobina che poi riprenderò e vi spiegherò anche il perché è risultata essere anche quella con una, un valore un po' più alto rispetto agli altri. Qui parliamo di R quadro che si aggirano attorno al 30-40%, per cui sono delle equazioni che dal mio punto di vista non sono ancora pronte per essere implementate, non sono di fatto. Accurate, sufficientemente accurate per fare un monitoraggio. Quindi il nostro obiettivo, come dirò anche poi alla fine, è quello di ampliare eh, il database cercando anche di migliorare quella che è la variabilità, perché come ha già anticipato Diana, qui ovviamente siamo in un range di variazione che ovviamente è all'interno dei cosiddetti standard eh, fisiologici, per cui non avevamo la possibilità di avere, diciamo, degli animali in grado di <coughs> anche eh, aumentare ecco, l'accuratezza di stima di queste equazioni. Per cui per il momento ecco, i risultati sono variabili da metabolita a metabolita, quello che posso dire è che c'è una, una certa consistenza di, diciamo, di metaboliti che sappiamo essere presenti anche nel latte, che sono quelli che hanno diciamo, un'accuratezza più elevata rispetto a quelli che invece non ci si aspetta che ci sia nessuna traccia nel latte, per cui c'è una concordanza anche da questo punto di vista fisiologico. Vi riassumo anche alcuni risultati relativi alla spettroscopia, ovviamente devo tralasciare alcuni dettagli. Qui ovviamente il dataset è, è stato più ampio, avevamo appunto questi 1400 animali su cinque allevamenti, eh, sempre grazie diciamo, all'ara Veneto che ci ha dato la possibilità appunto di, di, di stoccare gli spettri. E ehm, solo per il BHB avevamo a disposizione anche un database più consistente, importante perché erano circa 2700 animali, ehm, perché abbiamo incorporato, integrato anche dei dati della provincia autonoma di Trento di Bolzano. Eh, il principio è sempre lo stesso, quindi gold standard fatti appunto eh, grazie al laboratorio di Piacenza dell'Università Cattolica e gli spettri che sono stati stoccati presso l'ara Veneto. Eh, anche in questo caso sono stati applicati metodi di machine learning, lo stacking ensemble è quello appunto che risulta essere il più performante, eh, e per ciascuno di questi 29 metaboliti abbiamo appunto sviluppato delle equazioni di, di calibrazione. Eh, tralascio lo scenario che vi ho fatto vedere prima, quello diciamo random cross validation e anche il out. Vi faccio vedere solo questo perché mh, con Diana appunto abbiamo pensato non avendo degli animali patologici, ma abbiamo pensato di utilizzare la categoria dei potenzialmente a rischio di patologia, per cui per ciascuna variabile noi abbiamo discretizzato in quartili gli animali, abbiamo preso le code, quindi la coda più bassa e la coda più alta e abbiamo calcolato una sorta di capacità predittiva intesa come la capacità della nostra equazione di classificare correttamente gli animali nel, nella coda estrema quasi tutti i metaboliti sono nella coda di destra penso non ci sia nessuno che vada verso la coda di sinistra ma ad ogni modo poco cambia l'approccio è questo quindi attraverso questo, questo sistema noi abbiamo valutato la capacità dell'equazione di classificare gli, correttamente gli animali potenzialmente a rischio di patologia anche in questo caso ovviamente il training e il validation erano indipendenti abbiamo sfruttato un po' quella che è oramai la ben nota approccio che si utilizza in genomica perché non vi ho detto che questi approcci e li applichiamo normalmente per le valutazioni genomiche, ma si prestano ovviamente molto bene anche per questo tipo di, di predizioni, per cui è una predizione fenomica, ma il principio è sempre lo stesso. C'è un set di animali, appunto l'80% che viene usato per il training, per l'esercizio, e un 20% di animali che invece viene usato per la validazione. Ehm, vi soffermo sull'infiammazione, visto che è stata citata prima, vedete che la ceruloplasmina, che peraltro è presente anche nel latte, le equazioni sono discrete, nel senso che qui eh, adesso mi rendo conto che non vi ho fatto la, la radice quadrata, non vi riporto il dato in correlazione, ma siamo dell'ordine dell'85-86% di correlazione predetto osservato per quanto riguarda la ceruloplasmina. Più alto ancora le proteine e le globuline perché arriviamo quasi a un 90% di correlazione predetto-osservato, sempre eh, in termini di eh, diciamo, correlazione tra il dato predetto e il do, dato osservato con questo approccio di eh, training e validation indipendenti. Cosa ci dice invece la, la validazione che abbiamo fatto sui potenzialmente a rischio? Allora, qui la barra verde e la barra blu ci dicono che è, sono, quelli che sono gli animali nel primo quartile e nell'ultimo quartile. Vi faccio vedere il risultato dell'aptoglobina perché a differenza degli altri animali l'aptoglobina è risultata essere classificata correttamente quasi a un 75-80%, per cui è un dato estremamente interessante. E allora siamo andati a vedere nel latte se effettivamente... Eh, Valutando diciamo, il latte, o meglio lo spettro del latte degli animali sani e gli animali patologici, si poteva vedere qualcosa. Questo è semplicemente un esercizio di, di overlapping, di sovrapposizione degli spettri, e vedete che effettivamente noi, dallo spettro siamo in grado, del latte, siamo in grado di discriminare gli animali, per esempio, che hanno una soglia eh, di aptoglobina superiore a, a 0,6, considerata per noi come una soglia patologica, rispetto agli animali sani. Ci sono delle lunghezze d'onda molto interessanti, questi sì lo possiamo sapere, siamo attorno a 3600 come wave number. Eh, ma arriviamo fino a un 3200, questa zona per esempio può essere un, una sorta di QTL eh, spettroscopio che ci può dire molto su quello che è lo, lo stato di infiammazione dell'animale. Questa è una cosa molto interessante che ovviamente giustifica questo risultato interessante di classificazione corretta degli animali potenzialmente a rischio di patologia, se non quasi di patologia perché 06 mi pare di capire. Eh, è una soglia insomma abbastanza elevata ecco. e lo abbiamo fatto solo per l'aptoglobina perché tra i 29 è l'unica che ci permetteva di fare anche un discrimine abbastanza robusto tra animali sani e patologici. Concludendo quindi, allora, eh, ribadisco questa, questa frase che secondo me è estremamente interessante, il latte al di là delle componenti nutrizionali ci può raccontare molte cose sullo stato di salute dell'animale. E lo può fare anche con un certo livello di accuratezza. Ora per quanto riguarda l'Afilab possiamo dire che i risultati sono buoni per gli aspetti qualitativi, le equazioni come vi dicevo non sono ancora pronte per quanto riguarda il profilo ematochimico emato e quindi è il nostro obiettivo grazie appunto alla continua collaborazione con Afimilk, TDM, NutriService e anche l'Università di Piacenza è quella di continuare di includere anche altre aziende, ce ne sono diverse che adottano questo sistema, quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di eh, aumentare la variabilità cercando di includere nel, nelle, nelle equazioni anche animali diciamo, che sono patologici, perché potrebbero, non sono sicuro, ma potrebbero migliorare eh, la capacità predittiva. Per quanto riguarda il MILCOSCAN, sicuramente i risultati sono promettenti per alcuni parametri metabolici, soprattutto, soprattutto per quelli relativi all'infiammazione. Ovviamente è un dato limitato ai controlli funzionali, non è un limite, ma funziona così. È un sistema che ovviamente è una macchina che, anche da un punto di vista delle dimensioni, deve essere posizionata in un laboratorio. Non è un, un dispositivo miniaturizzato come l'AFILAB, quindi ovviamente sta all'interno dei laboratori preposti. Eh, ecco c'è un ampio margine di miglioramento non ho tempo per parlarvene ma Abbiamo anche visto che integrando questi dati all'infrarosso con anche i dati genomici e quindi le genotipizzazioni degli animali, possiamo avere un'ulteriore accuratezza di stima e che io vi riporto dell'ordine del 25-30% a seconda dell'ereditabilità dell del carattere. Quindi, in un'ottica di integrazione dati, anche se ovviamente le bovine eh, non sono tutte genotipizzate, ma sta aumentando anche il genotyping delle, delle bovine in produzione in un'ottica di integrazione dei dati, potrebbe essere anche qualcosa di estremamente interessante, quello di combinare queste informazioni in modo eh, di, eh, per aumentare diciamo, la capacità predittiva delle equazioni. Un po' strano, suona un po' strano usare dei, dei genotipi per predire un fenotipo, però in questo contesto, dal mio punto di vista, può essere una, un ambito di, di ricerca e anche applicazione estremamente interessante. In prospettiva, quindi in questo ambito, mh, eh, Martino ha citato il progetto Leo, sicuramente ci potrà essere una validazione in popolazione per queste equazioni, ovviamente un 1400 è un, già un buon database di training, per cui la nostra idea è quella di... Proseguire, potremo stimare correlazioni genetiche tra il dato predetto e osservato e eventualmente, visto che alcuni gruppi di ricerca si stanno orientando su, su questi caratteri, eh, siamo anche recentemente stati contattati da, da un gruppo di ricerca australiano, potrebbe essere anche interessante fare delle validazioni con altri paesi, c'è qui ovviamente il problema, anzi, sono due i problemi: il gold standard, quindi il fenotipo ovviamente. E bisogna vedere se i dati diciamo, analitici dei metaboliti sono stati determinati con la stessa metodica e c'è anche un problema di armonizzazione dei dati spettrali perché mh, soprattutto all'estero non è così comune, anzi no, mh, la, la ditta FOSS è sostituita da Bentley, quindi eh, Bentley e FOSS eh, ovviamente c'è anche un certo lavoro di, di, di armonizzazione ma da questo punto di vista ci sono anche già dei, dei lavori in corso per cui è abbastanza promettente come prospettiva futura. Ecco io mh, forse ho raccontato, ho detto troppe cose, spero di non aver creato confusione e mh, ringrazio mh, il gruppo di ricerca che in questi anni ha lavorato e ci tengo a ringraziare i colleghi mh, Paolo, Aimon e Erminio Trevisi, soprattutto Erminio Trevisi perché insomma ci ha aperto un mondo, e, insomma, noi abbiamo passato diverse ore eh, collegati a discutere di questi dati per cui trovo diciamo, l'argomento estremamente affascinante e Quindi ringrazio anche per averci dati, dato degli insight eh, insomma, e degli spunti per la ricerca in, eh, promettenti. Ecco, e grazie a voi per l'attenzione. Grazie. <ride> grazie, professor Cecchinato. Quindi si è aperto un mondo, si sta aprendo un mondo anche di interesse, di domande, ma di, come dicevo all'inizio, anche di, di considerazioni. Quindi siamo praticamente abbondantemente nei tempi, abbiamo sforato di dieci minuti, quindi alla fine possiamo aprire una discussione, ripeto domande ma anche qualche breve riflessione. Prego. In che modo il potassio viene ematico, considerato come marker per il distress? Ma dunque, eh, il Se potassio. Sì, che sì, che eh, eh, allora il potassio è un elettrolita e sappiamo benissimo che il potassio insieme al sodio e il cloro hanno un, un flusso continuo tra cellule e eh, parte esterna. Noi abbiamo la famosa pompa eh, del sodio che eh, dovrebbe riequilibrare il, il contenuto eh, dei minerali anche per ristabilire l'equilibrio elettrico. Allora, da, non so da quanto tempo, da decenni vengono misurati questi elettroliti. E non è così facile poi eh, individuare eh, effettivamente quali sono già i valori normali, perché i valori anormali, molto anormali, sono abbastanza noti, mentre invece le variazioni un po' più fini eh, sono più di difficile rilevazione. Noi in passato. Beh, qui mi corre l'obbligo a eh, ricordare il professor Bertoni, perché è stato lui ad accorgersi che in funzione dello stress eh, degli animali il valore del potassio subiva delle variazioni. E eh, il primo lavoro l'abbiamo pubblicato, beh, che poi era rimasto un, una comunicazione in realtà eh, nel 92, se non ricordo male. Quindi in cui si notava questa associazione tra livelli di potassio ematico e condizioni di stress nell'animale e di ossitocina in quel caso perché in quel caso noi stavamo lavorando appunto su delle osservazioni in cui veniva rilasciato l'ossitocina in presenza di condizioni appunto strane dell'animale e ci siamo accorti, si è accorto il professor Bertone di questa cosa perché gli animali eh, quando avevano qualche difetto a livello eh, de, di uno sfintere eh, del capezzolo, cominciavano a perdere latte. Quindi sono stati associati questi parametri. Siamo in una fase che poi è ancora embrionale, eh, poi sono stati abbandonati un po' questi dati perché bisogna studiare su quello e diventa molto complicato. La cosa interessante è che a distanza di diversi anni, perché sono passati circa 15 anni, quando poi vi ho mostrato quel dato dell'associazione tra livello di potassio medio di allevamento e eh, livello di benessere eh, degli animali, valutato con sistema Sdip. Eh, è una linea, di, eh, una pista per poter approfondire, certamente non è un parametro semplicissimo, il potassio si determina facilmente, il problema è la sensibilità, l'accuratezza dell'analisi e quindi probabilmente bisogna lavorare un po' di più eh, per poter verificare questa cosa, certamente torno a ripetere un'analisi semplice, quindi l'associazione è questa, Cambia eh, la modalità di funzionamento dell'organismo e l'omeostasi, quindi non a caso comunque il potassio insieme al sodio e il cloro sono alla base delle variazioni. Quindi, questo potrebbe essere ulteriormente interessante della conducibilità nel latte: eh, perché, appunto, quando abbiamo dei problemi di eh, sollecitazione del, del lattocita a seguito di un'infezione di un patogeno. Ma qui guardate che la cosa interessante che emerge, che forse dovrebbe fare un po' più di rumore ma non ci riusciamo a farlo, è che la mammella funziona male sia quando arriva il patogeno dall'interno che quando ci sono delle condizioni eh, sistemiche che determinano uno scombussolamento di un epitelio. E ormai gli epiteli, diversi epiteli, noi ci occupiamo molto anche del epitelio gastrointestinale, prima il dottor Minuti ha mostrato appunto, alcuni dei dati che secondo me sono molto interessanti vanno ad interferire con questo tipo di eh, meccanismo quindi diciamo ci sono delle buone evidenze c'è bisogno di lavorare ancora di più eh, per, per poterlo individuare come possibile io non so da solo gold standard mi sembra un po' troppo grosso però insieme ad altri marcatori sicuramente potrebbe essere di aiuto Ovviamente io colgo l'occasione per ringraziare invece Alessio perché direi che in questo progetto, lo dicevo prima, eh, eh, devo dire che non sono mai nati così tanti lavori in un progetto come questo, ma ancora prima che finisse il progetto e adesso continuiamo ad andare avanti ma, eh, e stiamo progettando nuovi progetti, ne abbiamo già sottomessi altri, quindi speriamo che possa continuare perché effettivamente si è aperta una modalità di lavoro che da una parte ci consente di validare i risultati e dall'altra parte di restituire uno strumento di campo e, e quindi l'obiettivo va perseguito. Quindi grazie a lei, Guarda sì. un po' più forte. Okay. Sì. Non si sente, si alzi... Sì, sì. Sì. Boh, non so se... Adesso ah, sì. ecco, scusate. <ride> Qualche anno fa qui a Cremona, una decina d'anni fa, partecipai a un convegno con dei... c'erano dei colleghi veterinari francesi che ehm, dissero un concetto no, riguardo, in quel caso specifico, i minerali, però potrebbe essere eh, adattato anche agli altri parametri metochimici. Cioè allora in poche parole dicevano è inutile andare a cercarli nel sangue, perché l'omeostasi, permetto, parliamo sempre di alterazioni subcliniche, dice eh, le minime variazioni nel sangue si fanno fatica a vederla, perché l'omeostasi dell'organismo tende a mantenere i parametri ematici sempre ben bilanciati. Voi dovete andare a ricercare invece dove? Eh, eh, su quelli che sono gli organi montori, cioè quindi sul rene e sulla mammella. Quindi, e parlavano delle, di una ricerca fatta appunto sui minerali in eccesso, in carenza che loro vedevano appunto nelle urine adesso sento parlare di milcoscane, e di parametri che possono, ematochimici che possono essere rilevati anche nel latte volevo sapere se questo appunto non poteva avere un'importanza eh, predittiva ancora più marcata rispetto alla ricerca nel, latte, nel sangue cioè proprio perché se, seguendo questa tesi nel latte e nelle urine dovrebbero comparire ancora prima questi eventuali eccessi o, uh, o carenze di sostanze prodotte in seguito in questo caso o ad eccessi alimentari o a stimoli infiammatori. Non so se ho reso l'idea. Penso che sia tu la risposta. Sì, no, dunque, oh, eh, con tutto il rispetto per i colleghi francesi eh, penso che sia un eccesso di semplificazione. Indubbiamente tutti i comparti eh, dell'organismo sono utili per fare delle indagini e noi soprattutto oggi stiamo cercando dei comparti che siano il più semplici possibili sapendo che comunque vanno validati. Inoltre nelle urine noi possiamo immaginare di trovare alcuni marcatori... Sono noti alcuni minerali, anche alcuni metaboliti che possono essere utili per fare delle indagini, però torno a ripetere, non tutto e l'altro aspetto, non immaginate che prelevare l'urina sia meno invasivo di prelevare il sangue, a questo punto andiamo sul latte. Quindi eh, attenzione anche a questi falsi miti che le urine sono meglio, probabilmente in un paziente umano sì. Eh, certamente, ma in un animale direi tendenzialmente di no, perché eh, l'invasività del prelievo è sicuramente complessa, soprattutto se voi andate a ripetere l'operazione su più animali o nel tempo. Eh, per quanto riguarda poi i singoli minerali, sarebbe sempre utile discutere non di minerali, ma del minerale in questione. E noi nelle urine non è che possiamo determinare tutti i minerali possibili immaginabili. Oltretutto teniamo presente che l'azione del rene è specifica nei confronti di alcuni metabolismi, per cui sicuramente alcuni li accentua e possiamo individuare il fenomeno, in altri casi direi che eh, non, non è proprio dirimente eh, nell'analisi nell finale. Quindi il latte va sicuramente bene, le urine lo vedo con un po' più difficoltà, però stiamo parlando, ecco questo è un altro concetto importante, di valutazione di soggetti che al massimo sono su clinici o che hanno una condizione diciamo, di leggera eh, deviazione omeostatica. Se andiamo invece sui casi clinici, ma questo è un altro discorso, ma allora passo la parola ad Alessandro dove appunto è molto più esperto eh, di me eh, e, e quindi dobbiamo anche stare attento che cosa vogliamo eh, trovare e con che frequenza vogliamo fare questo tipo di osservazioni? Grazie. Se posso aggiungere una cosa riguardo alla matrice latte, eh, il ragionamento è assolutamente giusto. Verrebbe immediato dire perché allora non lo misuriamo nel latte? C'è da dire che spesso, che spesso la predizione, visto il modo in cui i minerali sono complessi all'interno del latte, a differenza del sangue, non sempre danno delle buone predizioni. La letteratura ci dice ad oggi che sono quasi impredicibili i minerali nel latte, cioè gli R quadro sono veramente molto bassi. Ora. Sono studi comunque preliminari e vanno sicuramente approfonditi, però al momento diciamo, non sono state già effettuate predizioni soprattutto del calcio, del fosforo, ma anche del potassio e al momento non sono così straordinarie e soddisfacenti, al contrario di quello che sembra invece eh, nel rapporto eh, sangue e predizione nel latte. Quindi c'è comunque questo aspetto da considerare anche proprio tecnico. Eh, nel senso che noi le, nelle predizioni che abbiamo fatto, partendo come eh, eh, dato analitico sangue, le predizioni erano buone, nel senso erano del 60-65%. Il discorso del minerale nel latte ovviamente è da capire, adesso eh, le, lo, lo potremmo fare anche noi visto che tutti gli animali sono stati anche analizzati con, eh, per quanto riguarda il profilo minerale. Però ovviamente hanno forme diverse, per cui potrebbe essere interessante mettere in relazione minerali sangue e minerali latte eh, per vedere effettivamente se c'è un certo tipo di relazione. Sicuramente non è elevatissima, noi un primo controllo l'avevamo fatto, ma non è così scontato trovare una relazione tra il calcio nel sangue e il calcio nel latte, anzi mh, le correlazioni erano quasi zero. Grazie, eh, beh, io eh, sono un po' ringiovanito eh, <ride> perché eh, racconto una sola cosa: la ceruloplasmina di cui eh, ho eh, l'ho vista richiamata in tantissimi eh, modi diversi. Eh, l'ho portata io a, a Piacenza. Eh, avete idea di quando? 1971, con eh, l'intento di eh, valutare la presenza di rame nel sangue in funzione della disponibilità, poi di questo. Ma a, al di là eh, di questo, e eh, ricordando che eh, fra. Eh, Minerali del sangue e minerali del latte non esiste nessuna relazione eh, per tutta una serie di ragioni e basta conoscere i meccanismi che controllano eh, la presenza eh, dei vari minerali nel latte che sono di tipo molto diverso legate alle proteine, legate al eh, funzionamento della barriera. Eh, delle cellule mammarie e così via. Eh, invece eh, volevo fare ehm, una domanda, in particolare al professor Trevisi e forse anche a eh, Cassandro, eh, con riferimento al benessere. Perché giustamente eh, Erminio ha sottolineato eh, due concetti importanti. Da un lato il eh, fatto che eh, il benessere eh, da parte del consumatore eh, è visto ovviamente con molto sospetto e eh, soprattutto eh, spesso il consumatore eh, tende a vedere come un fatto negativo eh, la circostanza che il miglioramento genetico eh, possa eh, attenuare. Una serie di effetti negativi che le condizioni di allevamento possono avere sul, sull'animale stesso. E quindi, ecco da questo punto di vista, eh, volevo chiedere se permane, eh, siccome io sono da circa dieci anni che non me ne occupo più, eh, se permane questa eh, idiosincrasia, chiamiamola, del consumatore nei riguardi della eh, tecnica di miglioramento genetico degli animali, eh, considerato quasi come un peggiorativo del, eh, dell'esigenza di benessere degli animali. Il secondo concetto, invece, eh, sempre sottolineato da Erminio, è il fatto che eh, nel nostro metodo eh, lo SDIB, eh, allora lo chiamavamo così, per valutare il benessere degli animali, vi è anche una importante componente che interessa o dovrebbe interessare eh, all'allevatore, cioè il fatto che eh, gli indici che noi andiamo, che andavamo a valutare, che adesso ho visto valutate ancora meglio, eh, possono rappresentare uno strumento per far capire al, eh, ehm, all'allevatore dove sbaglia o comunque dove ci sono i fattori che causano il minore benessere degli animali. E anche qui eh, chiedo più o meno la stessa cosa. Eh, gli allevatori cominciano a capire, eh, più di quanto non accadeva in passato, che il benessere è, il loro, è un loro primario interesse. Benessere degli animali, ovviamente, e che eh, strumenti come questo eh, possono rendere eh, più facile eh, l'obiettivo di eh, conseguire questo benessere. Scusate se ho tirato un po' lunga. No, no, Direi sì. Beh, intanto, grazie. Mi aspettavo, mi aspettavo la domanda, ricordo i convegni ASPA in cui il professor Bertoni diceva posso fare una domanda, bellissime le slide, però è sbagliato questo. No dai dai, era solo per ricordare dei bei momenti in cui c'era un confronto diciamo serio e molto profondo. Allora provo a rispondere per quello che, che ne sto capendo anch'io frequentando un po' di più il mondo degli allevatori. La risposta è sì, l'allevatore è molto più cosciente dell'importanza del benessere animale, non solo perché i mass media e chiunque ne parla al di fuori dell'allevamento, ma perché si stanno, stanno rimanendo e c'è una moria notevole di allevatori, quelli che rimangono sono i più più bravi, in senso lato, i più efficienti, quelli che hanno superato momenti di difficoltà in questi decenni e proprio per questo sono molto più consapevoli che se hanno una condizione di benessere adeguata della propria mandria hanno maggiori possibilità di fare reddito e di avere meno costi di gestione in primis trattamenti per curare gli animali. Quindi, L'allevatore è molto consapevole, ormai è un prerequisito che in allevamento si cerca di perseguire, dopo ognuno con le sue capacità, con le sue diciamo, competenze. Non è percepito invece da parte del consumatore eh, e rimane quell'osservazione che diceva appunto il professor Bertoni che pensa che la selezione direzionale, quella che stiamo facendo da anni, sia la causa del malessere dell'animale. E per questo, eh, a mio modo di vedere, eh, bisognerebbe essere molto più bravi a spiegare perché non c'è questo malessere. Perché se l'animale negli anni produce... 3-4 volte di più di quello che produceva 50 anni fa, riesce a riprodursi, altro aspetto importante, ovviamente la fertilità dobbiamo sempre migliorarla, ma abbiamo animali che producono 3 volte quello che producevano pochi decenni fa, si riproducono, danno quindi anche un reddito. Ed è un problema educativo, informativo, che noi non riusciamo ancora, noi addetti al settore tutti assieme, per esempio qui, non riusciamo ancora a, a raggiungere. Perché? Perché il 94% della popolazione che non fa attività agricola, fa dell'altro, si è dimenticata di come si alleva un animale, di come si gestisce un, un allevamento. Per questo noi stiamo... Predisponendo un indice welfare, un indice benessere, un indice genetico benessere, per cercare di far capire, chiamandolo proprio così, perché di indici benessere ne abbiamo da mo': l'indice fertilità è un indice benessere, l'indice cellule somatiche è un indice benessere, l'indice persistenza è un indice benessere. L'idea è quella di unire tutti questi indici individuali che abbiamo nella popolazione bovina da latte, e faccio un esempio, pesarli e creare un indice aggregato che venga poi venduto, illustrato, l'allevatore già lo, lo ha capito, ma dovremo fare lo sforzo di andare oltre, di un indice benessere che al suo interno preveda un peso prioritario per esempio sulla mastite, che è uno dei problemi ancora presenti negli allevamenti, la fertilità, li sto dicendo in ordine di importanza, la longevità, il body condition score, che poi sono anche caratteri correlati tra di loro, il BHB, come chetosi, la facilità di parto e la locomazione per avere un animale che si possa come dire, muovere. Questi sono sette caratteri che andranno a creare un indice benessere che nell'arco di un anno o due verrà pubblicato e poi c'è tutto lo sforzo di comunicazione per far capire che questi animali li vogliamo per primi noi, in primis l'allevatore, nella massima condizione di benessere. Però qui una sfida comunicativa non è solo tecnica. Per cui c'è da la lavorarci su questo. E l'approccio che accennavo all'inizio, in generale, olistico, è proprio questo. Dobbiamo sforzarci a usare le migliori metodiche, i migliori strumenti che abbiamo a disposizione e poi dobbiamo sforzarci anche a comunicarli. Allora, ovviamente mi associo eh, a quello che adesso diceva Martino. Io aggiungerei qualche elemento. Eh, giusto per far capire quali sono le problematiche secondo me eh, e secondo i dati che noi abbiamo a disposizione. Allora, eh, nel tempo è sicuramente migliorato il benessere degli allevamenti e non è peggiorato e questo fa parte di quella narrazione che invece non riusciamo a fare. Eh, se noi mostriamo delle immagini di come erano i sistemi di allevamento solo 30 anni fa, eh, la gente non ci crede quasi e tra l'altro la cosa strana è che è ostinatamente convinta che quelle condizioni fossero migliori e che addirittura vanno mantenute negli ambienti più marginali come quelli montani dove invece si sta cercando di fare uno sforzo per anche lì migliorare il sistema non per abbandonare ma per migliorare perché ovviamente i, i sistemi di stabilazione i sistemi di allevamento che vengono praticati in montagna o nelle zone più marginali per forza sono rimasti indietro perché è più difficile investire eh, e anche dal punto di vista culturale è più difficile trovare una classe di allevatori ...che è avanzata nel tempo con la stessa velocità con, con la quale è avvenuto eh, in pianura dove ovviamente le condizioni di reddito erano completamente diverse. Vedete che tutti questi termini olistici alla fine li dobbiamo considerare altrimenti noi non facciamo il bene della, eh, di, di un'attività che è estremamente importante per vari motivi dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista alimentare. Io mi occupo non di economia normalmente anche se ultimamente devo occuparmi anche di economia, ma ehm, eh, c'è ovviamente la convinzione che eh, noi stiamo parlando di un alimento che è fondamentale nella dieta non solo degli italiani, ma eh, del mondo e, eh, e quindi il consentire a tutto il sistema di migliorare eh, le modalità di allevamento è utile. Però per, eh, permangono delle remore che non c'entrano niente né con la scienza, Né con le condizioni reali. E vi faccio due esempi. Se noi dovessimo fare una domanda, e spesso fanno questa domanda quando fanno le indagini, è meglio un allevamento biologico o è meglio un allevamento convenzionale? La risposta è il biologico, lo eh, dice la parola, eh, e quindi. Se noi andiamo a fare perché? Perché il sistema biologico prevede una serie di tecniche per legge, ma se noi andiamo a fare poi la reale valutazione ci accorgiamo che magari i sistemi convenzionali sono molto più avanzati nel garantire il benessere, ma proprio perché l'allevatore si è formato, si è convinto che certe eh, modalità di allevamento sono migliori. Quindi cosa c'entra questo sistema nella categorizzazione del valore del benessere degli animali? Non c'entra nulla, ma noi non riusciamo a raccontarla questa cosa, anzi, io, quando mi sento dire che la Comunità europea vuole aumentare eh, il, il biologico rispetto al convenzionale, certe volte eh, mi, mi sento un po' un marziano perché dico: Ma che cosa c'entra questo? Non è una garanzia di maggior benessere. La garanzia di maggior benessere è se noi effettivamente miglioriamo le pratiche di allevamento. Quindi l'allevamento la, eh, eh, non è peggiorato perché abbiamo migliorato geneticamente gli animali, anzi è migliorato. Se noi dovessimo. Anche qui avere la pazienza di andare a vedere gli indici di fertilità che ci sono adesso, con una produzione decisamente maggiore, quelle di vent'anni fa, io sono convinto che siano migliorati in modo significativo. Eh, ma perché? Perché contemporaneamente anche le tecnologie che sono eh, state applicate per eh, la fertilità sono migliorate, è migliorata la dieta e contemporaneamente però è migliorata anche la genetica. Quindi non c'è contrasto se tutte le nostre conoscenze avanzano. Eh, secondo me però resta un altro eh, criterio, che comunque viene avanti, eh, eh, un'altra un, un, un modalità di valutazione del benessere che non appartiene al mondo produttivo e quindi dobbiamo parlarci di più perché... La Comunità Europea ci chiederà di fare ulteriori eh, modifiche. Per esempio, nel campo eh, dei bovini ci sarà una nuova, una nuova norma sull'allevamento dei vitelli, con problematiche se noi aspettiamo di <ride> ovviamente realizzare semplicemente quello che ci chiede senza mettere in campo dei confronti differenti nel, nell'allevamento dei vitelli e magari anche cercando di dimostrare che certe vie sono sbagliate e che sono meglio altre che in questo momento però non stiamo applicando. E lo stesso vale anche per altre specie animali, Io adesso parliamo dei bovini, ma è molto peggio ad esempio per i suini eh, in questo momento, da questo punto di vista. Eh, quindi eh, bisogna probabilmente eh, riuscire a parlarne in un modo più trasparente, eh, Alessandro lo sta già facendo da diversi anni, sapendo che i sistemi di allevamento... Sono in cammino. Eh, dicevo, quelli di 30 anni fa non hanno niente a che fare con quelli di oggi e sono convinto che eh, fra 30 anni noteremo notevoli eh, cambiamenti ancora, non solo per il miglioramento genetico, ma perché tutto il sistema sarà ulteriormente cambiato. Eh, e, eh, quindi la sfida è anche come valutarlo meglio questo benessere, ma in un modo che eh, effettivamente convinca un po' tutti. Io sono convinto che gli elevatori, solo una parte degli elevatori stanno. Capendo qual è il valore della valutazione del benessere, sia come ricercatori che come mondo, diciamo, eh, diciamo la politica, la, inteso come Ministero della Sanità, devono fare uno sforzo per evitare che questa eh, venga vista come un'imposizione piuttosto che come una strategia di miglioramento del sistema, e eh, questo penso che sia utile per tutti, e, e siamo chiamati tutti a realizzarlo. Un intervento di Andrea Rosati. Ah, sì. Prego, prego, professore. prima per ringraziarvi perché mi ha detto molto di più di quanto mi aspettassi e quindi ti ringrazio veramente. Grazie. No, grazie. Sì, Andrea Rosati scusa, sì, prima di, scusa Andrea volevo solo ringraziare il professor Bertoni perché era una domanda che volevo fare anch'io, a voi come gruppo di Piacenza in effetti in questi sistemi di valutazione del benessere c'è la parte animale e quindi individuale però ci sarebbe molto utile anche come associazione di razza riuscire a inserire qualche elemento che riguardi la genetica sarebbe un modo per aiutare anche a veicolare come la genetica può contribuire a migliorare il benessere animale, non solo l'aspetto strutturale, nutrizionale, alimentare, ma anche quello legato a un miglioramento genetico verso questo aspetto. Scusa Andrea. Okay. Prego Martino. Certo fare una domanda dopo il professor Bertoni è sempre il rischio della figuraccia dietro l'angolo. Comunque nella... Tradizione nazionale faccio prima un commento, poi, poi un, una domanda o più di una domanda. Il problema credo che noi siamo andati in un cortocircuito, nel senso che noi ci stiamo sempre parlando, passato in questo termine, parlando addosso del problema del fatto che eh, comunque noi siamo utili perché dobbiamo sfamare un mondo che è in crescita di numero, come popolazione, che sta cambiando le diete verso sempre più consumo di alimenti di origine animale. E allo stesso tempo non capiamo come le nostre ricerche, i nostri sforzi, le attività che, che si fanno, che tutti facciamo dentro questa stanza in diverso modo, non capiamo come questa cosa non sia compresa, anzi spesso siamo guardati con sospetto e non c'è legge, non c'è norma, non c'è regola che ogni volta ci dà qualche possibilità in meno di poterci esprimere, di poter sfamare questo mondo o dare almeno quello che gli, che gli viene chiesto. Eh, Erminio l'ha accennato, insomma, cosa. qui purtroppo utilizziamo una narrazione che non è comprensibile eh, al di fuori di quel, a quel 94% di cui diceva prima Martino, che non è che si sono dimenticati, molti non sanno neanche come è fatto un animale. Eh, ci sono degli esempi: cioè la, la rivista che cura benissimo Alessandro, che è, che è eccezionale, però resta sempre: non è una critica per Alessandro, penso che sia l'obiettivo tuo all'interno degli allevatori, all'interno delle aziende che lavorano in questo settore, all'interno della ricerca. Il problema è quel 94% che vota, esprime un parere, un'opinione e, e lo fa senza sapere di cosa sta parlando. Eh, stamattina mentre venivo qua in treno ho letto una, un articolo di Greenpeace ehm, aperto da oltre 600.000 persone in cui si, si affermava mh, una serie di banalità e anche di sciocchezze incredibili come gli animali allevati all in allevamenti intensivi, avessero dei prodotti bio, eh, nutrizionalmente inferiori rispetto agli altri. Cioè delle cose che ovviamente non stanno né in cielo né in terra, però le posso pensare io, ma l'altro 94% delle persone un articolo così ben fatto lo legge e lo crede, e gli crede pienamente. Quindi il problema è, secondo me, è che dovremmo fare tutti quanti uno sforzo per uscire dal nostro, dal nostro castello. Uh, non voglio dire odore ad d'avorio perché non è quello dove ci sentiamo dentro, ma il nostro castello è uscire fuori e parlare agli altri. E che un po' non lo facciamo perché non è compito del, probabilmente del professore universitario, che ha altri ruoli, non è compito di altre società come quella dove lavoro io, comunque è disseminazione scientifica, non disseminazione popolare, non si sa bene di chi sia compito e soprattutto il secondo punto è che nessuno è in grado di farlo bene. Nessuno è in grado di farlo bene, nessuno ci si impegna. Ho frequentato per un periodo di tempo un corso, ma non frequentato come studente, ma insomma perché vabbè, ero un po' di vicinanza, con un corso, in, un master a Roma, all'Università di Roma La Sapienza in disseminazione scientifica. C'era una ventina di studenti, eh, ho chiesto a questi se qualcuno voleva venire presso di me, la Federazione Europea di Zotecnia, che mettiamo a disposizione tutto quello che voleva fare per fare la sua tesi. Eh, se avete delle idee così, non c'è stato uno che ha detto sì vengo io. Tutti quanti erano dedicati, quando io ho detto scusa perché non volete venire, tutti erano impegnati nel settore medico, perché forse è quello più visibile, quello che paga di più e comunque sembra che ci sia una necessità. Noi siamo dentro, quindi secondo me, un cortocircuito dove dobbiamo comunque produrre di più, ma chi dovrebbe ricevere questo prodotto ci ostacola. E, e da lì non usciamo fuori, è inutile secondo me mh, che, che si, si, si parli tantissimo, cioè quello che avete detto voi oggi è utilissimo e, e, e è fatto benissimo, ma lo diciamo tra di noi, quando poi si va a parlare al grande pubblico non, non, non si hanno, io almeno non ho la capacità di poter parlare al grande pubblico e non si sa bene chi lo debba fare, quindi la mia domanda è se qualcuno eh, tra i relatori di oggi o nell'audience sa chi è che lo deve fare. E quali sono le capacità necessarie? E anzi, un passo anche indietro, chi lo sostiene? Perché poi c'è bisogno anche di finanziarle certe cose. Greenpeace c'è un finanziamento dietro, in America la Human Society, che è quella che si occupa di ehm, eh, attenzione alla, alla, insomma, al benessere animale, ma si parla più che altro di pet, c'è un bilancio di 100 milioni di dollari l'anno. Quindi, voglio dire, sono cose grosse, noi abbiamo le briciole anche per fare queste cose. Quindi. Eh, chi lo sostiene chi lo dovrebbe fare e come si fa eh, No, io direi se siete d'accordo, siccome questa è una riflessione importante, volevo dire anche io qualcosa per, perché è, è molto stimolante, non riesco a star zitto insomma, ecco. Quindi direi fai la tua riflessione, la tua considerazione o domanda, insomma, poi concludiamo secondo me, perché su questo tema del benessere, credo sia una... una Un'agora importante questa che può dire qualcosa di forse anche fuori del coro. Ok. Un'altra difficoltà è questa, cioè oltre alla incapacità o poca capacità e poca diciamo, attitudine a divulgazione forse dei ricercatori. Il problema è che se ci presentiamo come zootecnici siamo immediatamente al soldo, de, anche come professori universitari, siamo considerati al soldo delle multinazionali, al soldo di, di, di chi ci fa fare le ricerche. Insomma. Non siamo considerati super part, insomma, mentre invece eh, 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 diciamo gli animalisti eh, sono considerati delle persone normali che non, sono, che non hanno nessun interesse nel. Economico nel, nel fare le battaglie che fanno. Quindi questo è un grosso problema. Un grosso problema. Io penso che addirittura non dovremmo essere noi a fare questa cosa, per questo motivo. Non so chi dovrebbe essere, ma non dovrebbe essere noi. Forse una parte del, se del settore biomedico, perlomeno per la parte di nutrizione e salute. Eh, e comunque, io, a parte questa considerazione neanche io non ho soluzioni e se, se magari si potrebbe fare un, un incontro anzi magari si dovrebbe fare un incontro dedicato a questo tipo di problema di comunicazione. No, ho un paio di domande, eh, una diciamo più dal punto di vista tecnico e eh, la farei a professor Cecchinato, che tanto ringrazio, devo dire che questo progetto eh, che ho avuto l'onere e l'onore di coordinare è stato Diciamo, estremamente interessante, estremamente produttivo grazie anche all'interazione all che c'è stata tra i diversi componenti. Insomma, quindi questa eh, voglio dire è un, è un auspicio per il futuro di, di continuare, ma di allargare, cioè l'interazione e la formazione di un network con competenze diverse eh, è assolutamente fondamentale. Allora, quello più tecnico è questo, è stato molto interessante. La tua presentazione sul, sul NIR, sulla capacità di produzione di NIR sul, e sull'utilizzo anche di, di fianco, a fianco dei dati genomici, no? perché per domani sera sarà una presentazione, questi, questi biomarcatori hanno anche un controllo genetico a volte molto, molto semplice, per cui possono dare anche la genetica unita a questa eh, previsione del NIR, può dare un contributo importante. La domanda è: eh, come vedi in prospettiva eh, anche eh, un contributo e una considerazione sull'epigenetica, ovviamente una scienza nuova che ha bisogno di molta ricerca? Questa è la domanda più tecnica, e come potranno essere messi insieme questi dati? Invece, per il professor Cassandro ho una domanda eh, che eh, riguarda un po' più quello che sarà il futuro della zootecnia, visto che lui guarda avanti, no? ci sarà sensori, quindi sempre più tecnologia, genomica, forse epigenomica tra poco, quindi marcatori, biomarcatori di diverso tipo, previsioni eh, fatte col NIR, quindi quantità di dati molto grossi. Eh, come vede la figura eh, dell'allevatore? Cioè come sarà eh, l'azienda del futuro? L'allevatore riuscirà a gestire tutto oppure sarà un'integrazione? Un Già adesso ci sono dei servizi che vengono dati dall'industria. Come sarà l'allevatore del futuro? Cosa deve sapere e che, come, che, che tipo di competenza avrà? Sì. Allora, eh, grazie Paolo per la domanda. <coughs> Allora, eh, sì, l'integrazione dei dati è, secondo me sarà un po' il futuro, anzi è già il presente, nel senso che già si fa, si parla molto spesso di data integration, uh, delle discipline omiche in generale, domani appunto Sara ne parlerà, ed è una, diciamo, un capitolo di questo progetto, bene, l'Atlazan. Eh, L'utilizzo dei marcatori è interessante perché di fatto si, si, il metodo diciamo, di, di predizione che si fa in ambito genomico è il medesimo, nel senso che sono delle equazioni di predizione che abbiano al loro interno delle lunghezze d'onda o che abbiano dei genotipi, il principio è il medesimo, eh, e quindi di fatto il framework si presta per essere diciamo, eh, già pronto e applicabile. È ovvio che il tutto è limitato dalla disponibilità dei genotipi. Eh, sulla questione dell'epigenomica, è sicuramente un tema interessante che eh, io vedo al momento attuale essere un argomento sul quale si può fare ricerca e anche di questo ne parlerà Sara domani nell'ambito delle discipline omiche, perché siamo impegnati assieme al CNR appunto in quel lavoro sulla, sulla mastite e sull'effetto specifico dei patogeni a Galazia e Prototeca. Eh, io penso che potrebbe essere un argomento interessante quello di abbinare i dati dello stress da caldo durante, per esempio, la gravidanza, già ne avevamo parlato, per vedere quale potrebbe essere l'effetto, per esempio, sulla progenie. Per cui non c'è dubbio che è un ambito di ricerca interessante. Da un punto di vista applicativo, francamente, faccio molta fatica adesso a vedere come... Eh, poter sfruttare eh, diciamo questa, questo ambito questo aspetto eh, nell'ambito del breeding francamente per cui ehm, non, non voglio anticipare cose di cui parlerà appunto la dottoressa Pegolo domani ma per esempio per quanto riguarda le patologie assolutamente sì eh, quindi, sicuramente per caratteri appunto, patologici relativi alla risposta immunitaria degli animali, eh, anche questo è un ambito estremamente interessante. Eh, per cui, mh, questa è un po' in sintesi la mia risposta. Nell'ambito invece del, uh, dei, dei metaboliti e del potenziale effetto di geni candidati, lì sì, perché uh, se. Riusciamo a identificare un po' come si fa anche nelle caseine qualche potenziale gene maggiore, come per esempio il caso della beta caseina? Basterebbe anche semplicemente includere nell'equazione l'informazione relativa alla variante allelica, in questo caso alla specifica lunghezza d'onda, e si potrebbe avere un aumento dell'accuratezza estremamente interessante. Per cui, tanto più riusciamo a entrare nei dettagli di queste singole lunghezze d'onda e tanto più riusciamo a fare quello che si fa adesso nell'ambito della GWAS, cioè di esplorazione delle variazioni eh, dovute a sostituzioni alleliche. Il principio, mi sento di dire, è, è molto simile, per cui trovo che questo, questo ambito di studio anche delle specifiche lunghezze d'onda possa dare anche dei risultati di improvement delle equazioni abbinato, per esempio, alla presenza di geni candidati eh, estremamente interessante. E io vorrei rispondere al cortocircuito che accennava prima Andrea. Eh, per mio modo di pensare, eh, dobbiamo essere anche noi a fare ciò che ci aspettiamo siano gli altri. Mi spiego: eh, è più comodo, è una comfort zone la nostra, quella di trovarci qui dentro, parlare in termini molto specialistici. Ci capiamo, a volte facciamo anche fatica tra di noi. E però, secondo me, proprio per la situazione in cui siamo venuti a trovarci, cioè questo 6%, usiamo questi numeri solo per capirci, dopo varia da, da area a area, da paese a paese, ma questo 6% in Italia che sa cos'è l'agricoltura, come si pratica e la zootecnia in particolar modo, e il 94% che è sempre più distante, proprio per questo motivo. Siamo anche noi, secondo me, chiamati a fare uno sforzo, a scendere dal nostro livello di specializzazione e comunicare. Può essere anche la comunicazione con il gruppo di amici, con, eh, al di fuori anche del luogo di lavoro. E questo lo dico perché non dobbiamo aspettare che sia qualcuno che debba aiutarci. Dobbiamo anche aiutarci noi e fare uno sforzo in questo senso. Cito un esempio che per me è molto positivo. Chi lo sta facendo all'interno della nostra filiera? Il consorzio del Parmigiano Reggiano, che sta andando a gonfie vele, bravi, bravi loro, bravi gli allevatori, bravi gli amministratori, sta reinvestendo denaro che sta accumulando, oltre che sull'aumento del prezzo del latte, che è giusto che sia, ai propri soci, anche sulla divulgazione a livello sociale. Voi lo vedete sugli spot televisivi, ha, fatto di fatto, ha, ha incaricato degli attori emergenti di questo momento a livello nazionale e fa degli spot che non raccontano di fatto gli aspetti tecnici ma li indirettamente comunicano l'importanza e il valore di questo prodotto principe nella nostra filiera. Ci vogliono soldi, ci vogliono soldi, però i soldi secondo me non mancano. Noi lì siamo anche bravi come ricercatori o come gestori di varie realtà a trovarli. Presentiamo progetti e poi andiamo a drenare soldi per fare le attività di ricerca. Dovremmo cominciare anche a drenare soldi per fare attività di comunicazione. Quell'esempio lì per me è un esempio che calza e che fa vedere come... E non dobbiamo delegare solo il consorzio di tutela, in questo caso il Parmigiano Reggiano, ma dobbiamo essere anche noi. Io lo sto facendo nel mio piccolo con degli editoriali sulla rivista Bianconero. Qual è il mio limite? Che Bianconero lo leggono gli allevatori. Dobbiamo andare fuori, dobbiamo scrivere sui quotidiani o farci dare spazio anche su riviste più divulgative. E qui Alessandro ci può mettere in contatto con quel mondo. Però la risposta è anche noi, non aspettare qualcuno, anche noi. Rispondo poi alla domanda di Paolo. E la, la risposta a Paolo mi sto sempre più convincendo, non esiste un allevatore, un allevamento del futuro. Eh, da quando mi sto occupando in modo più diretto a livello di campo e meno di ricerca, mi sto rendendo conto quanto l'allevatore sia più vicino alla ricerca che il ricercatore spesso al mondo della, della produzione. L'allevatore è molto più avanti da un punto di vista tecnologico e anche sperimentale. Quindi Aspetta anche a noi ricercatori, e non è il caso di questi perché oggi ho visto applicazioni concrete, ma eh, sforziamoci a mantenere questo livello diciamo, di applicabilità delle nostre idee, perché l'allevatore è lì pronto. Però non ce n'è uno solo di allevatore, io ne ho individuati cinque. E li ho suddivisi in funzione della loro dimensione aziendale. È una comodità semplicistica, se volete. Probabilmente nel tempo riuscirò o riusciremo assieme a, a definirli meglio. La NAFI, BJ, ha, ha più di 10.000 soci, Ne ha 4.000 che ha meno di 50 vacche. Questi 4.000 soci hanno un'esigenza, continueranno ad esistere. Magari si ridurranno un po', ma continueranno ad esistere perché si trovano in montagna, in collina, in zone marginali o perché sono scelte loro di vita. Faccio l'estremo opposto della coda. Ne abbiamo più di 200 allevatori che hanno più di 500 capi in lattazione, vuol dire 1000 capi in allevamento, considerando la rimonta. Questo è un altro tipo di allevatore che ha la tecnologia smart in allevamento c'è l'infrarosso già applicato in line e c'è tanto altro, c'è il robot di mungitura ed è assetato di analisi e di qualcuno che la possa aiutare per migliorare la gestione e si fa aiutare da veterinari, consulenti di genetica, nutrizionisti e quant'altro. E a continuo bisogno. E poi ci sono gli allevatori che stanno in mezzo a questi due estremi. Che sono magari in evoluzione. Qualcuno rischierà la chiusura se non ha la continuità. Quindi problemi diversi. E tutti hanno diritto, dignità e secondo me la possibilità di continuare a lavorare. Quindi lo sforzo finale è non ci sarà un allevatore del futuro. Ce ne saranno diversi. 3-4 categorie che potremmo come dire, definire e hanno bisogno di un'assistenza, di un aiuto diversificato, differenziare i servizi. Questo è quello che noi stiamo discutendo, che cercheremo di fare. Brevemente, non voglio monopolizzare la discussione, ma per rispondere a quello che ha detto adesso Martino. Eh, diciamo che in qualche modo l'avevo un po' tirata per, per i capelli questa risposta, perché effettivamente in quello che dicevo io, parliamo della disseminazione al del grande pubblico, eh, avevo messo almeno dentro di me implicitamente che fossero oh, la, la parte commerciale che lo facesse. Quindi il consorzio del, del Parmigiano Reggiano, ben venga, loro lo devono fare. Ma se ci guardiamo intorno, facciamo un esempio estremo, le sigarette. Ora, le sigarette, chi ha che dissemina che le sigarette magari potrebbero non far male o, non è sicuramente il produttore di tabacco, il coltivatore di tabacco, non è chi fa ricerca sul tabacco e ce ne sono tanti, ma sono i produttori di sigarette. Ora chiaramente estremizzo, perché quella è una cosa comunque che sappiamo è dannosa. Invece la nostra sappiamo che cioè, comunque è assolutamente utile. Però sono loro che devono in qualche modo hanno le possibilità, le capacità di poter investire almeno nella gran parte, e hanno l'interesse principe per poterlo fare. Aspettarlo che lo facciano gli allevatori o la ricerca, secondo me è, è, non arriviamo da nessuna parte, anche se chiaramente a me da un punto di vista etico sono d'accordo con te, Martino, ognuno deve fare la propria parte, questo assolutamente sì, però sono loro la parte commerciale che dovrebbero in qualche modo farlo. È difficile chiudere un, un incontro del genere perché perché siamo, credo, entrati proprio nel, nel nocciolo del problema, perché io credo, qualche idea un po' me la sono fatta, nel non averle ovviamente chiare le idee, perché questo è, perché... però l'idea me la sono fatta, condivido quello che dice Martino sulla, sulla qualità dell'allevatore, cioè l'allevatore sta evolvendo, per imitazione, cioè sta, è un po' come il film Matrix, no? la, ha la sensazione che qualcosa non va, però esattamente non l'ha visto Matrix. Capisce che questo sistema non può avere un futuro, si sente braccato, non capisce fino in fondo cosa è, sta sbagliando e in questo diciamo, marasma prevale quella parte di allevatori che si parla eh, addosso. Si autoconvince di essere incompresi e quindi si chiude sostanzialmente nella tribù degli incompresi. Il mondo non ci capisce. Voi vedete anche come sono strutturati i gruppi Facebook, come sono strutturati i WhatsApp, i gruppi WhatsApp che per noi sono impermeabili perché generalmente non abbiamo accesso nessuno ai gruppi WhatsApp. Ma sono enormi. Quello piemontese sono mille allevatori eh? quindi, e si parlano praticamente dalla mattina alla sera. Quindi, io credo che il nostro sforzo qual è far capire agli allevatori il primo punto. Esisti perché il consumatore ti compra il latte o il formaggio, se no non esisti. All'allevatore che tu soffri, non al consumatore soffri, non guadagni, eccetera, non gli importa assolutamente nulla. Se partiamo già da questo, una parte di allevatori è pronta a dire ok, cosa, qual è la, la strada per la riconversione? L'allevamento 5.0 qual è? Martino ti sei fermato al 4.0, il 5.0 qual è? Cioè quello che piace agli allevatori, piace alle vacche da latte, piace ai consumatori e piace all'opinione pubblica, che non è la stessa cosa, consumatore opinione pubblica. Insomma, me questo è lo sforzo che la comunità scientifica e la comunità dei tecnici dovrebbe fare. Senza delegare a terzi, io condivido questa cosa, cioè bisogna muoversi adesso perché la situazione non è bella. Poi che cosa succede? Il benessere animale. Dobbiamo anche capire, secondo me, prendere la consapevolezza, senza che nessuno si offenda, che l'operazione tecnicamente è riuscita, ma il paziente è morto. Abbiamo fallito sulla valutazione del benessere animale per una serie di motivi. Abbiamo, se noi prendiamo la consapevolezza che abbiamo fallito nel metodo di rilevazione del benessere animale, cioè di quelle bovine che sono sopravvissute a metodi di allevamento che noi ritenevamo giusti, perché? 30% delle vacche se ne va dalle aziende, qui rimangono le sopravvissute, quelle che riescono a resistere a quello che noi riteniamo essere il gold standard. Se partiamo da questo presupposto qui, allora io, la mia opinione è questa. Mi ha molto affascinato le vostre due relaz le, le relazioni, diciamo, della ricerca di tutte voi del, dei biomarker, quindi dei parametri dei biomarker ematochimici, dei biomarker del latte e di tutto il mondo della sensoristica. È mia opinione personale che saranno loro a certificare in maniera oggettiva il benessere degli individui dell'allevamento che poi diventerà il benessere dell'allevamento. Io non riesco a capire come si può valutare il benessere di un allevamento. L'allevamento non esiste, è un insieme. Poi saranno gli statistici, gli epidemiologi a tirare le conclusioni. Al consumatore non interessa il benessere dell'allevamento, interessa il benessere di eh, Bianca, di de Maria, delle singole vacche, insomma. Per cui, io credo che se si riesce, partendo dal basso, con la forte alleanza degli allevatori, di fare una sorta di, eh, di immaginare l'allevamento 5.0, in quest'ottica, l'allevamento esiste perché qualcuno compra il latte. Avere anche il coraggio di dire, guarda che le statistiche, eh, è un po' come la coperta, io ho, ho letto le ultime due, due statistiche, una del Censis e una dell'Istat, adesso ci scriverò un articolo, ma non sarà forse proprio il primo, perché come poni la domanda dai la risposta, l'ho sentito anche alla radio stamattina, cioè, no, no, effettivamente eh, una buona parte del, del consumatore, il 33%, ritiene che... È giusto abbattere questo edificio? Ma come è giusto? Il 33%, ce n'è un altro 66%. Qui secondo me sarebbe molto bello riuscire a fare un gruppo di lavoro in cui ci siano tutti in modo da dire il sistema del benessere animale che si sono utilizzati adesso va bene, mettiamoli un attimino indietro, ripartiamo da capo. Il, il sistema oggettivo è la sensoristica e i biomarker. Questo penso sia eh, evidente. Come rappresentare il benessere di un allevamento è un problema matematico alla fine della fiera. Detto questo, cercare di, anche a livello secondo me accademico, di insegnare a insegnarci e insegnare ai ragazzi come parlare con gli allevatori. Ma non parlare allevatori significa parlare una lingua arcaica, perché gli allevatori non parlano una lingua arcaica, però un, un qualcosa che sia comprensibile. E poi nella consapevolezza, anche abbiamo fatto delle battute no, nel caffè, i giovani che non si occupano no, di, di agricoltura, non si iscrivono ai master, vedono, io vedo anche la veterinaria, la tragedia, noi, cioè, una proiezione a, a 4-5 anni, si autoguariranno, si autocorreranno le vacche da latte, non ci sono buiate. Quindi dare sostanzialmente anche una rappresentazione non naif, ma realistica di quella che è la zootecnia e anche delle sue angosce. Combattere tutti quelle che sono le prese di posizione ideologiche, ma in maniera cattiva, io mi sono fatto molti nemici e ho perso anche degli sponsor della rivista su questo, ma è cioè, meglio, no? Perché a questo punto, qua, noi ci troviamo poi in un momento fortunato perché noi passiamo, stiamo uscendo, da, speriamo da una pandemia, speriamo da una guerra, speriamo da una crisi finanziaria e speriamo da una siccità. E quindi noi abbiamo il compito di rifondare la zootecnia. Quindi tu dici il ruolo della comunità scientifica, ma la comunità è fondamentale, voi siete la matrice delle informazioni, è chiaro che il vostro compito non è spiegarle voi, eh, tanto ho visto anche in televisione, no? chi è andato a parlare del Covid, mica i più bravi, i più telegenici, eh? non è che, parliamoci chiaro. Quindi, questi convegni qua, vedi, è partito da un convegno tecnico e finisce con un convegno culturale e concludo, eh, scusate, ma mia, la stimolo era forte. Se il nostro sistema capisce che ha bisogno anche di un'iniezione un di cultura umanistica, di antropologia, probabilmente sarà funzionale alla rinascita dell'allevamento, cioè il famoso 5.0. Io non vedo un 5.0, a prescindere da una innesto pesante di, di, di cultura umanistica ho parlato con un collega ieri di Nalca Sordini no, che è poi responsabile della qualità di Nalca abbiamo fatto una lunga chiacchierata purtroppo via zoom non, ha, non in presenza cioè lui che fa un lavoro terribile da un punto di vista etico se vuoi però ha una forte consapevolezza in Nalca ha una forte consapevolezza di eh, qualcosa bisogna fare anche in quelle dimensioni io se non c'è altro concluderei Accidenti, concluderei per... Eh, rapidissima no, sempre per sulla divulgazione, eh, anzi sono due brevissime considerazioni, la prima è questa, che è vero che eh, dobbiamo avere degli obiettivi ambiziosi, quindi concordo sul fatto che dobbiamo promuovere la divulgazione non solo a livello degli allevatori ma a livello anche di società, ma è anche vero che i cambiamenti quando avvengono avvengono lentamente, quindi volevo solo dire due parole per mettere in evidenza che eh, qualcosina eh, si sta già eh, iniziando a fare, penso per esempio alle commissioni ASPA che sono state istituite recentemente, insomma questo secondo me è già un primo passo, eh, penso all'introduzione all'interno delle scuole di dottorato, la nostra ad esempio, di corsi specifici di divulgazione eh, scientifica, ma una divulgazione nel nostro caso, posso fare anche nome e cognome perché forse lo conoscete, il dottor Massimo Polidoro, che è un consulente di Piero Angela e che tiene da noi ogni anno un corso specifico di comunicazione, proprio a livello insomma, di, di società, quindi fa un corso specifico in questo senso. Penso per esempio ai dipartimenti, all'istituzione della terza missione e anche a una spinta da parte di, di direttori di promuovere queste iniziative di divulgazione, addirittura noi siamo quasi costretti ogni anno a, a fare diciamo, delle attività di divulgazione, quindi eh, siamo lontani, ci mancherebbe, però qualcosina insomma, rispetto al nulla secondo me in questi ultimi anni si sta muovendo. E spendo l'ultima parola per fare un mea culpa ovviamente dell'ambito accademico perché quando si parla di giovani divulgazione non scientifica è ovvio che si tocca un tasto dolente perché io, per esempio, per riuscire a fare degli articoli, recentemente ne abbiamo fatti un paio e non è facile farli fare ai giovani perché eh, c'è una grossa pressione dal punto di vista della scrittura di paper scientifici. Perché poi, quando si va alle commissioni di concorso, non è che valutano la divulgazione scientifica. Forse anche questo potrebbe essere un elemento da considerare e dare un peso maggiore, e quindi sottrarre tempo per le analisi dei dati, e per la scrittura di un paper scientifico, è un qualcosa che dovrebbe rientrare ovviamente in un accordo anche con chi sta uh, ovviamente facendo delle borse di studio, delle assegni di ricerca, però mh, è un argomento secondo me che de deve essere affrontato, si sta iniziando ad affrontare, ripeto, eh, rispetto a un po' di anni fa qualcosa secondo me si sta muovendo, però rimane pur sempre ambizioso e secondo me deve essere il nostro obiettivo quello di eh, uscire anche dai cancelli degli allevatori per andare a fare anche un qualcosa a livello di eh, comunicazione eh, diciamo, alla, alla, alla società, al pubblico, peraltro previsto sempre di più nei progetti come uno, un obbligo: nei PSR, per esempio, no? negli ultimi PSR, è l'obbligo fare la divulgazione, la devi dichiarare, si devono creare i siti web, si devono creare le reti. Nei progetti Ager era uno dei punti eh, come dire, imposti quasi dal, dal bando. Quindi insomma qualcosa si sta muovendo, ovviamente non è sufficiente, quindi auspico che ci possa essere anche una maggiore spinta e promozione anche nei prossimi anni. Solo questo per, per dire che qualcosa se non altro si sta, sta muovendo anche a livello insomma, di, di DAP e di nostra società scientifica nazionale. Ecco. No, Anch'io no, stimolato da questa cosa perché eh, a dire la verità è da molti anni che ci penso, sono contento e vorrei sottolineare questa cosa, che c'è un corso di divulgazione. Io l'avevo proposto beh, meno 20 anni fa alla mia facoltà, però non, non siamo riusciti a fare niente e adesso la divulgazione, quello che un po' mi dispiace, è che non coinvolge tutte le componenti. Perché ci sono alcuni che possono fare divulgazione probabilmente perché non c'è questa connessione diretta eh, con la zootecnia. Cioè lo zootecnico non può fare divulgazione perché per definizione è uno di parte, riprendo un po' quello che diceva Paolo. Quindi attenzione, noi abbiamo anche questo ostacolo che dobbiamo eh, affrontare, quindi va bene la testimonianza nei siti dove noi viviamo, però eh, raggiungere eh, l'opinione pubblica è un'altra cosa. E eh, secondo me la divulgazione a cui noi stiamo lavorando adesso, compresi tutti i siti, raggiunge... Il 6,5% probabilmente, cioè persone che sono già comunque un po' interessate, no, magari raggiungiamo anche il 7-8%, ma però in modo episodico sono questi 2% in più. Eh, eh, secondo me è una bella sfida. Eh, io ribadisco che eh, in mezzo a tanti corsi che facciamo, anche adesso per eh, formare i docenti del futuro, dovremmo avere probabilmente la forza di eh, formarli. Eh, in un modo tale che siano in grado poi di trasmettere anche questa modalità di pensiero, no? cioè non solo le informazioni tecniche, ma le informazioni tecniche in una visione olistica. Adesso riprendo questo termine perché se io insegno a far bene lo zootecnico, ma non eh, spiego eh, agli studenti che questo si colloca come uno degli aspetti nella vita nella quale lui andrà a vivere, quando va fuori farà il bravo tecnico. E non è in grado invece di interagire con le altre problematiche che invece devono per forza fare i conti con il fatto che tu fai lo zootecnico e quell'altro che ne so, fa gli impianti di illuminazione o fa le autostrade. Eh, e quindi eh, questo è un po' il cortocircuito. Non riusciamo ad entrare per dire: è difficilissimo che nonostante i temi di sostenibilità sugli animali, eccetera, venga chiamato uno zootecnico. Non lo sa Paolo perché. Eh, io eh, è qualche mese che sto battendo il chiodo, non è possibile che sulla sostenibilità e sull'emissione di gas metano vada a parlare un chimico, perché non è un problema di chimica, è un problema di allevamento, è un problema di interazione con le coltivazioni, no, eh, ma, no ma adesso eh, era un esempio. No, ma un chimico, ma potrebbe essere un microbiologo, o potrebbe essere un sociologo, o, ma di fatto è così. Eh, perché c'è anche al nostro interno un cortocircuito che impedisce, non dico che ci deve andare solo lo zootecnico, ci mancherebbe altro perché eh, probabilmente ecco, dovremmo eh, affrontare la questione in cui siamo noi a provocare che gli altri partecipino. Ecco, teniamo presente che poi non vengono ad ascoltare perché se la promuoviamo noi è comunque una cosa da par di parte. Eh, quindi, è, è, ecco, secondo me, è molto complesso. Io ho degli amici che dicono eh, io non parlo, che non sono eh, allevatori, eh, io non parlo più del tema vegano e non vegano perché altrimenti devo litigare. Quindi dice io sono convinto che questa cosa debba essere valutata in un modo più equilibrato e diverso, però io se salta fuori il tema non ne parlo più. Quindi guardate che questo è un altro aspetto particolare perché invece quando questa gente poi vota in Parlamento... Invece siamo sicuri che hanno tutta eh, una, diciamo, una stessa linea ed è, ed è molto particolare. E comunque è una riflessione eh, che, che ci porterebbe molto lontano, e, eh, però dobbiamo probabilmente, come abbiamo fatto adesso una riunione di questo tipo, magari coinvolgendo gli studenti, se possibile non solo quelli di agraria, ma anche quelli di economia, giurisprudenza, eccetera, riuscire a parlare di queste cose. C'era anche, anche sì. ah, no, un problema: è questo. Per cui eh, temo che siamo perdenti, è che essendo informati, noi non, non possiamo parlare per slogan e diciamo le cose come stanno, includendo i nostri dubbi da ricercatore. Per cui, non possiamo e non siamo capaci eh, di andare a dire cose che sono false, no? mentre dall'altra parte. C'è uno slogan, eh, essendo non informato, oppure diciamo informato, eh, c'è la possibilità, c'è l'utilizzo di falsità. Eh, eh, C'era Churchill che diceva che eh, eh, mentre aspetta, che mi ricordo bene cosa diceva. Eh, che la, la, la menzogna ha già fatto il, il giro del mondo quando la verità non è riuscita neanche a mettersi i pantaloni, una cosa del genere. Per cui, tieni, per dire, eh? tieni presente Paolo, almeno questa è la mia opinione, che il Covid ci ha fatto fare come il gioco dell'oga. Eh? Siamo tornati indietro perché la comunità scientifica medica nel, durante la pandemia, a parte gli aspetti diciamo relativi a, a descrivere il virus, ma cioè. Ha dato una rappresentazione nell'opinione pubblica estremamente negativa, eh? Eh sì. perché tu hai visto era tutto il contrario di tutto, in una situazione in cui forse bastava dire quello che hai detto tu all'inizio: la scienza è, è, è un'approssimazione. Cioè, stiamo bene. parlando con un, uno che ha fatto appena appena lo spillover, quindi sta ancora facendo la doccia, non sappiamo neanche di che cosa si parla, e tutte quelle certezze che poi con il risultato c'è stata la, un, un, una. Un'ecatombe catombe di persone, quindi cioè, dobbiamo anche fare il condono di quei due anni di comunicazione. C'era anche Bertoni prima. Eh, vedi, è una discussione che stimola questo. Eh, effettivamente eh, beh, sì. intanto eh, confesso di essere pienamente d'accordo con quanto si è detto finora. Però eh, quello che ha detto il dottor Fantini a proposito dell'aspetto antropologico eh, mi ha fatto fare questa riflessione che peraltro sto facendo da molto tempo, con riferimento ai paesi in via di sviluppo, dove io continuo ormai a sostenere che noi non porteremo mai tecnologia che possa avere eh, un riscontro in termini innovativi se eh, non eh, riusciremo a modificare eh, nel modo compatibile la mentalità di queste persone, perché eh, certe cose non sono accettabili a parità di eh, condizioni. Mi sto chiedendo, ma la stessa cosa non può valere anche da noi? Noi pensiamo di eh, introdurre nella testa dei consumatori, della media della popolazione, sì. alcuni concetti. Ma eh, non è che loro siano in antitesi con quello che noi vogliamo, ad esempio con l'antiscientificità, perché questa è estremamente diffusa. Allora, eh, in termini appunto antropologici. Eh, noi certo probabilmente dobbiamo cambiare, ma eh, bisognerebbe anche vedere se non sia opportuno eh, tentare, eh, anche qui ovviamente non sarà facile: eh, fare in modo che eh, la gente eh, si renda conto di quello che poi avete detto, e cioè che eh, a un certo momento non può giudicare solo da un punto di vista chimico piuttosto che eh, da un punto di vista eh, esclusivamente legato alla coltivazione, piuttosto che al riscaldamento, che, e non invece in un eh, approccio di tipo più complessivo, cioè olistico, e che però ecco, deve essere la gente che se ne rende conto, perché altrimenti noi possiamo parlare tutte le lingue che vogliamo ma un po' perché siamo considerati di parte un po' perché eh, non ci spieghiamo bene eh, ma la gente non, eh, non accetta facilmente il, il nostro eh, dire e per tentare di scusate no, grazie, grazie Andrea, per l'attenzione e poi chiudiamo sì no no assolutamente Andrea No, è che è così stimolante, come hai detto giustamente te, io staremo qui per ore a parlare di queste cose. Ma visto che Paolo ha citato Churchill, fammi citare Popper, se no dopo lui pensa che ne sa più di me. <ride> di, di Popper diceva che possiamo essere certi solamente nell'errore, non potremo mai essere certi della verità quando parla di ricerca scientifica. E come lo spieghiamo noi? E questo è il problema che nasce con il Covid, come lo spieghiamo al grande pubblico che i ricercatori non hanno la verità in tasca? che la verità che sanno i ricercatori, qui c'è il fiore di ricercatori, è quella che stante le condizioni attuali possiamo pensare che sia la verità, ma domani potrebbe cambiare. Questo il grande pubblico non lo accetta, vede la ricerca come la verità, cioè io ho bisogno che qualcuno mi dica è bianco o è nero, devo andare a destra o devo andare a sinistra. Questa è la mentalità che hanno, l'idea che ha il grande pubblico dei ricercatori della scienza. E quando accade, come è successo durante il Covid, al netto di gente che gigioneggiava, di chi voleva stare sotto i riflettori e così via, quando qualcuno diceva, beh sì, forse potrebbe essere questo, ma potrebbe anche essere quello, la gente rimaneva spaesata, diceva, ma se non, ce, non lo sanno neanche loro. E allora arrivava, scusate la parola, il cretino di turno che diceva, no, è così. E tutti seguono quello. Non accade solo nella scienza, accade anche nella politica, nella vita di ogni giorno, no? Perché se uno fa dei ragionamenti un po' più, cioè un così, articolati, anche in politica dopo 30 secondi non lo stai più a sentire, vai con quello che fa, tira fuori degli slogan. Ora, e chiudo. Ehm, è chiaro che eh, ci vuole, secondo il mio punto di vista, è chiaro per me, scusate, eh, secondo il mio punto di vista ci vogliono dei professionisti che divulgano. Non, si può, non ci si può improvvisare. Eh, io ripeto, lo dico io umilmente, io non ne sarei in grado di, fondere, di divulgare al grande pubblico il lavoro da professionisti. Ad esempio um, un, un episodio personale, io avevo una collaboratrice che lavorava con me nella la Federazione Europea di Zucchina, molto in gamba, è andata via perché l'ha chiamata la British and American Tobacco, la pagava molto di più ovviamente, eh, e lì fa eh, divulga la bontà di fumare le sigarette. Per questo ho tirato fuori l'esempio prima del tabacco e delle sigarette. Lo, lo, ci incontriamo ogni tanto, l'ho incontrato, Giulia ha detto ma come fai a raccontare che le sigarette fanno bene? Cioè, ma, ma, come fanno a crederti? Dice, ma noi non diciamo che fanno bene, diciamo che la nostra fa un pochino meno male delle altre. Quindi in qualsiasi situazione, uno che fa divulgazione che è un professionista... Trova il modo per poter convincere l'acquirente, il consumatore, che qualcosa, anche una sigaretta, potrebbe anche far bene. Ma non ci riusciamo noi a, a, con il latte, la carne, le uova, che è eh, la base della vita di, di, di miliardi di persone nel mondo. Però ripeto, bisogna essere professionisti, ognuno nel proprio settore. Qui ci vuole un, uno che faccia buone, bene divulgazione. Secondo me. Grazie Andrea. Possiamo concludere. Ci vediamo domani mattina allora alle 9. Grazie.